L'ottavo congresso mondiale di futurologia si svolse in Costa Ricana. A dire il vero non sarei andato a NUNAS se il professore Tarantoga non mi avesse fatto capire che ero atteso. Disse anche, cosa che mi colpì, che l'astronautica è diventato un modo per sfuggire alle questioni terrestri. Chiunque ne abbia abbastanza parte per la galassia, contando sul fatto che il peggio avvenga in sua assenza. E in effetti spesso, specialmente nei primi viaggi. Tornavo con il timore di scoprire, guardando dal finestrino, che la terra fosse scoppiata come una calda arrosta. Tuttavia, non ne volli fare una questione e mi limitai a rilevare che non mi intendevo troppo di futurologia. Tarantoga replicò che nessuno in genere si intende di pompaggio, ma tutti accorriamo quando sentiamo gridare alle pompe. La presidenza della società di futurologia aveva scelto la Costaricana come sede dei dibattiti perché erano dedicati allo smisurato aumento della popolazione e ai mezzi per combatterlo. La Costaricana ha attualmente il tasso più alto di incremento demografico mondiale e sicuramente la pressione di una tale realtà avrebbe dovuto stimolare efficacemente la discussione. A essere sinceri, ma forse era solo una malignità, si diceva che il nuovo albergo costruito a Nonas dal gruppo Hilton fosse a corto di clienti, mentre al congresso sarebbero intervenuti, oltre ai futurologi, altrettanti giornalisti. Dato che nel corso dei lavori l'albergo fu completamente distrutto, posso serenamente affermare, senza essere accusato di fare della pubblicità, che era uno Hilton davvero eccellente. Queste parole, nella mia bocca, hanno un peso particolare perché... Io sono un sibarita nato e soltanto il senso del dovere mi ha indotto a rinunciare alle comodità per la grande fatica dell'astronautica. L'Hilton costaricano si ergeva per 106 piani su un piedistallo piatto di quattro piani. Sul tetto del piedistallo si trovavano campi da tennis, una piscina, il solarium, una pista per le gare di go-kart, giostre che erano nello stesso tempo roulette. Un campo da tiro dove si poteva sparare a fantocci raffiguranti persone di propria scelta, le ordinazioni urgenti venivano realizzate entro 24 ore. Nonché un padiglione da concerti con un impianto per diffondere sul pubblico gas lacrimogeni. Mi fu assegnato un appartamento al centesimo piano, dal quale potevo vedere solo la superficie della nuvola di smog grigiastra che avvolgeva la città. Alcune dotazioni dell'albergo colpirono la mia attenzione, per esempio, l'asta di ferro lunga tre metri appoggiata in un angolo del bagno di diaspro, un mantello dipinto a tinte mimetiche nascosto nell'armadio e un sacco pieno di biscotti infilato sotto il letto. In bagno, accanto agli asciugamani, pendeva un grosso rotolo di corda d'alpinismo, e sulla porta, quando per la prima volta infilai la chiave in una serratura Yale, Notai una targhetta con la scritta La direzione dell'Hilton garantisce che in questo locale non vi sono bombe. Gli scienziati si dividono oggi, come è noto, in sedentari e pendolari. I sedentari conducono, alla vecchia maniera, diverse ricerche. I pendolari invece partecipano a tutti i possibili congressi e conferenze internazionali. Riconoscere uno scienziato di questo secondo gruppo è facile porta sempre all'occhiello un biglietto da visita con il proprio nome e grado scientifico. In tasca agli orari delle linee aeree, usa cinture senza parti metalliche e anche la sua cartella si chiude con un bottone automatico di plastica. Tutto per non far scattare inutilmente la sirena d'allarme del dispositivo che sonda i passeggeri sull'aereo per individuare armi bianche o da fuoco. Un tale scienziato studia la letteratura specializzata nelle navette delle linee aeree. Nelle sale d'attesa, sugli aerei e nei bar degli alberghi, non conoscendo per ovvie ragioni molte delle trasformazioni culturali avvenute sulla terra negli ultimi anni, feci scattare a Bangkok, ad Atene e nella stessa Costaricana gli allarmi degli aerei, cosa che del resto non avrei potuto evitare perché ho sei otturazioni di piombo nei denti. Avevo in verità intenzione di cambiarle con altre di porcellana proprio a Nunas, ma. Eventi inattesi mandarono a monte questo progetto. Quanto alla corda, all'asta e ai biscotti al mantello, uno dei membri della delegazione americana di futurologia mi spiegò benevolmente che l'industria alberghiera dispone oggi di misure precauzionali un tempo sconosciute. Ognuno degli oggetti collocati nell'appartamento aumenta le possibilità di sopravvivenza degli ospiti. <ride> a queste parole, per leggerezza, non prestai la dovuta attenzione. I dibattiti dovevano cominciare il pomeriggio del primo giorno e già al mattino ci avevano fornito le cartelle del convegno, ben curate, in una bella veste grafica e corredate di numerosi gadget. Particolarmente bene si presentavano dei taccuini di carta satinata azzurra con l'intestazione permessi di copulazione. Anche le moderne conferenze scientifiche risentono dell'espansione demografica e poiché i futurologi aumentano con la stessa intensità con cui aumenta l'intera umanità, ai congressi domina una gran confusione. Sulle relazioni tenute non c'era modo di discutere, anzi bisognava leggerle in anticipo. Però quel mattino non c'era stato tempo, dato che i padroni di casa ci avevano intrattenuti offrendoci ottimo vino. Questo piccolo ricevimento si svolse senza inconvenienti, se si esclude il lancio di pomodori marci contro la delegazione degli Stati Uniti. Mentre ero lì con un bicchiere in mano, veni a sapere da Jim Stantor, un mio conoscente giornalista dello United Press International, che all'alba erano stati rapiti il console e un funzionario dell'ambasciata americana in Costa Ricana. I rapitori estremisti esigevano, in cambio della liberazione dei diplomatici, la scarcerazione di alcuni prigionieri politici e, per rafforzare le loro richieste, avevano inviato all'ambasciata e ai membri del governo alcuni denti degli ostaggi, minacciando un'escalation. Questo disguido, tuttavia, non turbò la cordiale atmosfera del cocktail mattutino, a cui partecipò personalmente l'ambasciatore degli USA che tenne un breve discorso sulla necessità della collaborazione internazionale. Parlò circondato da sei civili dalle spalle robuste che ci tenevano sotto tiro. Confesso che ne rimasi sconcertato, specie quando il delegato indiano, dalla pelle scura, che stava accanto a me, volle soffiarsi il naso e cercò affannosamente il fazzoletto nella tasca. Il portavoce dell'ufficio stampa della Società di Futurologia mi assicurò in seguito eh che i mezzi impiegati erano necessari e umanitari. Le guardie del corpo dispongono esclusivamente di armi di grosso calibro, ma con debole forza di perforazione, come le guardie a bordo degli aerei. Questo per evitare di nuocere alle persone circostanti, contrariamente a quanto avveniva nei tempi passati, quando il proiettile, uccidendo il terrorista, trapassava da parte a parte anche cinque o sei persone completamente innocenti, sedute dietro di lui. Comunque, la vista di un uomo che crolla ai vostri piedi, crevellato di colpi, non è delle più piacevoli. E questo anche quando si tratta di un malinteso, che darà luogo in seguito a uno scambio di scuse diplomatiche. Ma anziché perdermi in riflessioni sulla balistica umanitaria, dovrei spiegare perché, durante tutto il giorno, non avevo potuto prendere visione delle relazioni. Senza soffermarmi sullo spiacevole episodio per cui dovetti cambiarmi in fretta la camicia macchiata di sangue, dirò subito che contrariamente alle mie abitudini feci colazione al bar dell'albergo. La mattina mangio sempre un uovo alla coque, ma ancora non è stato costruito un albergo dove si possa consumare un uovo a letto senza che il tuorlo si sia rassodato in modo disgustoso. Ovviamente questo è dovuto alle dimensioni sempre più gigantesche degli alberghi nelle grandi città. Se infatti una distanza di un miglio e mezzo separa la cucina dalla camera da letto, niente può salvare il tuorlo dall'arrossodamento. Per quanto ne sappia io, il problema è stato studiato da esperti dell'Hilton, giunti alla conclusione che l'unica soluzione potrebbero essere speciali ascensori che si muovessero a velocità supersonica. Purtroppo, però, il cosiddetto sonic boom, cioè il boato provocato dalla rottura della barriera del suono, nello spazio chiuso di un edificio causerebbe lo scoppio dei timpani. Eventualmente si potrebbe esigere che l'automa cuoco fornisca uova crude, che l'automa cameriere cucinerà alla cocca in camera, sotto i vostri occhi. Ma questo potrebbe portare la gente a girare per Lilton con una cesta di galline vive. Il mattino, dunque, mi recai al bar. Attualmente il 95% degli ospiti di un grande albergo è costituito dai partecipanti a ogni tipo di congressi e conferenze. L'ospite singolo, il turista solitario, senza il biglietto da visita all'occhiello e la cartella piena di scartoffie, è raro come una perla nel deserto. Oltre al nostro congresso, si svolgevano contemporaneamente in Costa Ricana la Conferenza dei contestatori giovanili del Raggruppamento delle Tigri, il congresso degli editori della letteratura liberata, nonché dell'Associazione dei collezionisti di scatole di fiammiferi. Di solito ai vari gruppi si assegnano camere sullo stesso piano, ma, volendo onorarmi, la direzione mi aveva dato un appartamento al centesimo piano, che aveva un proprio palmetto, dove si svolgevano concerti di Bach. L'orchestra era composta da sole donne che mentre suonavano eseguivano uno striptease collettivo. Di tutto questo a me non importava proprio niente, ma purtroppo non c'era nessun'altra camera libera e dovetti quindi restare là dove mi avevano sistemato. Avevo appena preso posto al bancone del bar del mio piano quando un tizio seduto vicino a me con spalle enormi e un barbone di peli corvini potevo leggere sulla sua barba come su un menù tutti i pasti della settimana passata, mi mise sotto il naso una pesante doppietta di ferro che portava a tracolla, e mettendosi a ridere mi domandò senza tante cerimonie quanto valutavo la sua papalietta. Non capì assolutamente cosa volesse dire, ma preferì non confessarlo. In certe situazioni è meglio tacere. E infatti fu lui stesso a rivelarmi spontaneamente che la carabina a canna doppia, dotata di mirino laser, di grilletto Schneller nonché di caricatore automatico, era un'arma destinata al Papa. Chiacchierando ininterrottamente, tirò fuori dalla tasca una foto sgualcita, nella quale appariva piegato nell'atto di sparare a un bersaglio costituito da un fantoccio con la papalina. Raggiunta ormai a sentir lui una preparazione perfetta. Si accingeva a partire per Roma per il grande pellegrinaggio al fine di abbattere il Santo Padre nella Basilica di San Pietro. Io non credetti a nessuna delle sue parole, ma a lui, continuando a blaterare, mi mostrò via via il biglietto dell'aereo con la prenotazione, un piccolo messale e il programma del pellegrinaggio per i cattolici americani, come pure un pacchetto di cartucce sulle quali era incisa una piccola croce. Per risparmiare aveva comprato soltanto il biglietto di andata, poiché aveva previsto che i pellegrini sconvolti lo avrebbero fatto a pezzi. La prospettiva sembrava metterlo di ottimo umore. Credetti immediatamente di avere a che fare con un pazzo o con un estremista dinamitardo di professione, come non ne mancano ai nostri giorni. Ma mi sbagliavo proprio. Parlando senza sosta e scendendo continuamente dall'alto sgabello perché il fucile gli scivolava a terra, mi spiegò che era un fervente cattolico e che l'azione da lui organizzata, la chiamava Azione P, sarebbe stata, da parte sua, un sacrificio speciale. Egli voleva stimolare la coscienza dell'umanità: e cosa potrebbe essere più stimolante di un'azione così estrema? Mi spiegò che avrebbe fatto la stessa cosa che, secondo la sacra scrittura, dovette fare Abramo con Isacco, ma all'inverso. Invece del figlio avrebbe immolato il padre, e per di più, santo! Con questo avrebbe anche dato una dimostrazione del più alto sacrificio che può decidersi a compiere un cristiano, offrendo il corpo al tormento e l'anima alla dannazione. Tutto al fine di aprire gli occhi all'umanità. Ce ne sono già troppi, pensai, di simili fanatici del richiamo delle coscienze. Per niente convinto della sua filippica, pensai che fosse mio dovere salvare il Papa avvertendo qualcuno di quel piano. Stantor, nel quale mi imbattei nel bar del 77 piano, senza nemmeno avermi ascoltato fino in fondo, disse che tra i regali offerti ad Adriano XI dai fedeli americani nell'ultimo pellegrinaggio c'erano due bombette a orologeria e un barilotto pieno, anziché di vino da messa, di nitroglicerina. Compresi meglio la sua indifferenza dopo aver sentito che gli estremisti avevano appena inviato all'ambasciata una gamba, non si sapeva ancora di chi. Stantor non terminò la conversazione perché lo chiamarono al telefono. Sembrava che qualcuno sull'avenida romana si fosse dato fuoco in segno di protesta. Al bar del settantasettesimo piano dominava un'atmosfera del tutto diversa da quella del mio piano. C'erano molte ragazze a piedi nudi vestite con camicette a rete fino alla vita. Alcune di loro avevano lunghe trecce fissate, secondo l'ultima moda, a un piccolo ciondolo al collo, oppure a una collanina fatta di chiodi. Non so se fossero collezioniste di scatole di fiammiferi o segretarie dell'associazione degli editori liberati. Giudicando dalle foto a colori che stavano guardando, si trattava piuttosto di rappresentanti di case editrici speciali. Mi recai al novantunesimo piano, dove alloggiavano i miei colleghi futurologi, e al bar bevi un doppio drink con Alphonse Moven, dell'Agence France Presse. Feci un ultimo tentativo di salvare il Papa, ma Moven accolse il mio racconto con stoicismo, borbottò soltanto che il mese passato un pellegrino australiano aveva già sparato in Vaticano, ma da posizioni ideologiche del tutto diverse. A Movenne stava molto più a cuore un'intervista con un certo Manuel Piruglio, ricercato dall'FBI, dalla e dall'Interpol e da una serie di altre polizie. Piruglio era il fondatore di una società di servizi di nuovo tipo: si offriva come esperto di attentati dinamitardi. Era conosciuto con lo pseudonimo di Bombardo e adduceva, quale titolo di merito, il proprio totale qualunquismo. Quando una bella ragazza dai capelli rossi con indosso una specie di camicia di trina, traforata da raffiche di mitragliatrice, venne al nostro tavolo, era un'inviata degli estremisti con il compito di guidare i reporter al loro quartier generale, Moven, allontanandosi, mi consegnò un volantino propagandistico di Piruglio. Leggendolo appresi che era ormai tempo di farla finita con le azioni di irresponsabili dilettanti incapaci di distinguere la dinamite dalla melinite e eh, tantomeno il fulmicotone dal cavo di Bickford. In tempi di alta specializzazione non si fa niente di persona, ci si affida all'etica professionale e alla competenza di scrupolosi esperti. A tergo del volantino c'era una lista dei servizi, con i relativi prezzi, nella valuta dei paesi più evoluti del mondo. I futurologi erano in procinto di scendere al bar, quando uno di loro, il professor Maschenas, piombò in mezzo a noi pallido e agitato, dicendo che aveva una bomba orologeria in camera. Il barman, evidentemente abituato a questo tipo di cose, urlò meccanicamente: "Nascondiamoci!" e balzò sotto il bancone. I detective dell'albergo scoprirono subito che un collega aveva fatto a Maschenas uno scherzo cretino. Mettendo in un pacchetto di biscotti una normalissima sveglia. Tutta la faccenda mi ricordò molto da vicino quello che gli inglesi chiamano practical joke. Comunque, passò ben presto in secondo piano perché arrivarono Jim Stantor e J.G. Howler, entrambi dei lupi, con il promemoria del governo degli USA al governo della Costa Ricana sulla questione dei diplomatici rapiti. Il testo era formulato nel linguaggio usuale delle note diplomatiche e né le gambe né i denti erano chiamati con il loro nome. Jim mi disse che il governo locale sarebbe probabilmente ricorso a misure drastiche. Il generale Apollon Diaz, che esercitava il potere, era propenso alla linea da falco per reprimere con forza la violenza. All'assemblea, il governo era riunito in permanenza, proposero di passare al contrattacco. Estrarre ai prigionieri politici di cui i terroristi esigevano la liberazione il doppio dei denti estratti ai diplomatici e poiché l'indirizzo del quartier generale degli estremisti era ovviamente sconosciuto, inviar loro questi denti fermo posta. L'edizione aerea del New York Times, a firma di Sulzberger, aveva fatto appello al buonsenso e alla solidarietà della specie umana. Stantor mi disse in privato che il governo aveva sequestrato un treno con del materiale militare segreto, di proprietà degli USA, che transitava attraverso il territorio della Costa Ricana alla volta del Perù. Finora agli estremisti non era venuto in mente di rapire i futurologi, cosa che, dal loro punto di vista, sarebbe stato tutt'altro che stupida, poiché in quel periodo in Costa Ricana c'erano più futurologi che diplomatici. Un hotel di cento piani è un organismo così imponente e confortevolmente separato da tutto il resto, che le notizie dall'esterno vi arrivano come dall'altro capo del mondo. Fino ad allora nessun futurologo era stato preso dal panico. L'ufficio viaggi dell'ilton non era assediato da persone che prenotavano posti sugli aerei in partenza. Per le due era fissato un banchetto ufficiale di apertura. Io non avevo ancora avuto il tempo di mettermi il pigiama da sera e dovetti, quindi. Prima passare dalla mia camera per poi, in tutta fretta, scendere nella sala scarlatta al 46 piano. Nell'atrio mi vennero incontro due affascinanti ragazze in topless con il petto dipinto con Non ti scordar di me e Bucaneve per consegnarmi una cartella luccicante. Senza nemmeno guardarla entrai nella sala ancora semivuota. La vista dei tavoli mi mozzò il respiro e non a causa della sontuosa imbandigione. Ma perché era davvero urtante la forma e la disposizione dei cibi. Pasticci, antipasti, piatti freddi, perfino le insalate, erano una perfetta imitazione dei genitali. Non si trattava certamente di un'illusione ottica, perché alcuni altoparlanti, nascosti con discrezione, trasmettevano un motivetto molto popolare in certi ambienti, che cominciava con le parole Solo stolti e birbanti non danno peso al genitale, perché oggi è di gran moda far le clam al sessuale. Apparvero i primi convitati, tutti, compresi i giovani, avevano folte barbe e lunghi baffi. Alcuni indossavano il pigiama, altri no. Quando sei camerieri portarono una torta, vedendo il dolce più indecente del mondo, non ebbi più dubbi. Avevo sbagliato Sala e, senza volerlo, ero capitato al banchetto della letteratura liberata col pretesto che la mia segretaria mi stava cercando mi ritirai al più presto e scesi al piano di sotto per respirare aria di casa la sala scarlatta e non quella rosa dove ero capitato era già piena nascosi come meglio potei la delusione causata dalla modestia del ricevimento il buffet era freddo e da consumarsi in piedi per complicare la consumazione erano state portate via dalla gigantesca sala tutte le sedie e le poltrone. Occorreva dunque, come sempre in simili circostanze, agire con destrezza, tanto più che intorno ai vassoi più sostanziosi c'era una ressa incredibile. Il signor Chilon, rappresentante della sezione costaricana della Società di Futurologia, spiegò con un sorriso incantevole che non erano stati preparati i piatti luculiani. Proprio perché uno degli argomenti del congresso era la tragedia della fame incombente sul mondo. I soliti scettici andavano dicendo che alla società erano stati tagliati fondi e che questa era la vera ragione di così drastiche economie. Senza concedersi un attimo di tregua, i giornalisti si aggiravano in mezzo a noi, facendo interviste lampo ai futurologi sulla politica internazionale. Invece dell'ambasciatore degli USA si presentò al banchetto il terzo segretario dell'ambasciata, accompagnato da una massiccia guardia del corpo. Lui, però, era in smoking, poiché è assai difficile nascondere il giubbotto antiproiettile sotto il pigiama. Sentì che gli invitati, arrivati dalla città, erano sottoposti nella hall dell'albergo a un controllo personale e probabilmente si era già accumulata una discreta catasta di armi confiscate. I dibattiti veri e propri erano fissati per le cinque. Avevo perciò un po di tempo per riprendere fiato e risalì così al centesimo piano. Dopo aver mangiato delle insalate troppo salate, mi era venuta una gran sete. Ma il bar del mio piano era inesorabilmente occupato da contestatori e dinamitardi con le loro ragazze. Io ne avevo avuto abbastanza della conversazione con il barbuto papista o antipapista per cui mi accontentai di un bicchiere d'acqua del rubinetto. Non appena l'ebb'i trangugiata, si spense la luce in bagno, e in tutte e due le camere. Il telefono, indipendentemente dal numero che formavo, mi metteva in comunicazione con una segreteria automatica che raccontava la favola di Cenerentola. Avrei voluto scendere nella hall, ma l'ascensore non funzionava. Sentì un canto corale di contestatori che sparavano a tempo. Lontano da me, mi auguravo. Cose di questo genere accadono anche negli alberghi di prima categoria, ma non per questo sono meno irritanti. In mezzo a tutto ciò, quello che più mi sorprese fu la mia reazione. Il mio umore, diventato piuttosto nero dopo la conversazione con il papal tiratore, migliorava di secondo in secondo. Procedendo a tastoni per la camera, rovesciai alcuni oggetti, ma sorrisi con indulgenza nell'oscurità. E, perfino, l'aver violentemente sbattuto il ginocchio contro una valigia, non diminuì la mia benevolenza verso il mondo intero. Brancolando nel buio, riuscii a trovare sul comodino i resti del cibo che avevo consumato in camera, fra la colazione e il pranzo, e infilai nel burro avanzato un pezzo di carta strappato da una cartella congressuale. Quando lo accesi con un fiammifero, ottenni, in verità, una gran folata di fumo. Ma. Anche una debole fiammella al cui chiarore mi adagia in poltrona. Avevo ancora davanti a me più di due ore di tempo libero, anche se non avrei dovuto impiegarla per scendere le scale, e l'ascensore non funzionava. La mia serenità spirituale attraverso ulteriori fluttuazioni e cambiamenti che osservai con vivo interesse. Tutto mi appariva allegro, addirittura eccezionale. Potevo enumerare al volo una serie di motivi per spiegare lo stato d'anima in cui mi trovavo. Fra tutte, la cosa più sublime mi sembrava l'appartamento dell'Hilton. Immerso in un'impenetrabile oscurità, pieno di odore di bruciato e di fuliggine del pezzo di burro, tagliato fuori dal mondo con il telefono che raccontava favole, mi appariva come uno dei posti più incantevoli della terra. Eh! Avvertivo un prepotente desiderio di accarezzare qualcuno. Non aveva importanza ch'io, o, perlomeno, stringere calorosamente la mano del prossimo con uno sguardo profondo e pieno d'affetto. Avrei baciato il mio più accanito nemico armato di doppietta. Il burro struggendosi, sfrigolando e fumando, si spegneva poco a poco. Il fatto che sfrigolando faccia rima con fumando mi fece ridere di gusto. Sebbene nel tentativo di riaccendere lo stoppino di carta, mi fossi ustionato tre dita, la fiammella del burro bruciava appena e io canterellavo a mezza voce arie di vecchie operette, senza nemmeno accorgermi che l'odore acre del fumo mi stava soffocando e le lacrime mi scendevano dagli occhi arrossati giù per le gote alzandomi caddi lungo disteso inciampando sulla valigia che si trovava sul pavimento ma il pernocolo grosso come un uovo che mi spuntò sulla fronte non fece che migliorare il mio umore per quanto fosse ancora possibile migliorarlo continuavo a ridere nonostante quel fumo scuro e puzzolente mi facesse soffocare eh, nulla poteva intaccare il mio gioioso entusiasmo mi misi a letto ancora disfatto dal mattino sebbene fosse già pomeriggio inoltrato alla servitù che dava prova di tali sbadataggini pensai come ai miei figli, non mi venivano in mente nient'altro che teneri vezzeggiativi e soavi paroline. Mi venne in mente che, se fossi morto soffocato, eh, sarebbe stato il più divertente, il più simpatico genere di morte che si possa augurare. Questa constatazione era a tal punto incompatibile con tutta la mia indole, che ebbe su di me l'effetto di una sveglia. Nel mio animo avvenne una sorprendente scissione, era ancora colmo di una pacata comprensione, una sorta di universale benevolenza verso tutto ciò che esiste, avevo le mani così avide di accarezzare qualcuno che, in mancanza di altre persone, presi a lisciarmi delicatamente le guance e a tirarmi per gioco le orecchie, porsi anche ripetutamente la mano destra alla sinistra per scambiare una vigorosa stretta persino le mie gambe fremevano dal desiderio di carezze con tutto ciò nel profondo del mio essere si accesero dei segnali d'allarme qualcosa non va gridava in me una voce lontana debole fa attenzione ion Sii, sì, vigile in guardia questa serenità non è degna di fede agisci presto via avanti non stare in panciolle come un assis, inondato di lacrime per il fumo e la fuligine, con la fronte bernoccoluta, sprofondato in una benevolenza universale, è il sintomo di un nero tradimento. Nonostante queste voci, non mossi neppure un dito. Avevo la gola arida, e il cuore mi batteva forte da tempo, ma lo spiegavo con l'amore universale destatosi all'improvviso. Andai in bagno, tanto tremenda era la mia sete. Pensai all'insalata troppo salata del banchetto, o meglio del cocktail in piedi. Poi, per prova, mi immaginai i signori J.W., H.C.M., M.W. e altri dei miei peggiori nemici. Constatai che, oltre al desiderio di una cordiale stretta di mano, di un caloroso bacio e dello scambio di parole e di pensieri gentili, non provavo altri impulsi nei loro confronti. Questo era davvero allarmante. Con una mano sul pomello di nichel del rubinetto, tenendo nell'altra il bicchiere vuoto, raggelai. Lentamente lo riempì d'acqua e, contorcendo la bocca in una strana smorfia, vidi nello specchio le contrazioni dei lineamenti del viso. Vuotai l'acqua nel lavandino. L'acqua del rubinetto! Ma certo! Appena avevo finito di berla erano avvenuti in me dei cambiamenti. Cosa mai poteva esserci dentro un veleno? Non avevo ancora sentito parlare di un'acqua che... Eppure... Un momento. Sono un abbonato permanente della stampa scientifica. Ultimamente su Science News erano apparsi articoli su nuove sostanze psicotrope del gruppo dei cosiddetti benignatori, che inducono gioia e serenità artificiali. Ma sì, avevo quell'articolo davanti agli occhi. Edonidol, Benefattorina, Enfasin, euforiasol, Felicitol, Atruisan, Buona Carezzina e tutta la gamma dei derivati. Attraverso la reazione degli idroforzuri con le ammide, sintetizzate dallo stesso gruppo biochimico il Furiasol, la Pazzina, la Sadistizzina, la Flagellina, l'Agressium, il Frustrandol, il Choleran e molti altri preparati che provocano la collera, inducono cioè a picchiare e malmenare nell'ambiente circostante sia le cose inanimate che le cose viventi. L'effetto più decisivo dovevano averlo il calcinol e la zuffina. Lo squillo del telefono interruppe questi pensieri. Contemporaneamente tornò la luce. Era il portiere dell'albergo che con voce umile e in tono solenne si scusò per il guasto che era già stato riparato. Aprì la porta sul corridoio per dare aria alla stanza nell'albergo per quel che potevo vedere regnava la calma intossicato ancora pieno di desiderio di impartire benedizioni e d'largire carezze chiusi la porta a scatto mi sedetti in mezzo alla stanza e cominciai a lottare con me stesso è incredibilmente difficile descrivere il mio stato d'animo in quel momento non si deve comunque credere che fossi lucido o razionale come può sembrare Ogni riflessione critica era immersa nel miele e sguazzava fino alla paralisi in una specie di massa cremosa di ebete autoappagamento. Il pensiero fluiva come uno sciroppo di sentimenti positivi e il mio animo pareva sprofondare nella più dolce delle paludi possibili, annegando in oli di rose e in glasse. Con forza mi costrinsi a pensare a quello che più mi disgustava. Alla canaglia barbuta con la doppietta antipapista, alle dissolutezze degli editori della letteratura liberata e al loro banchetto babilonico sodomita, ai signori W.C., J.C.M., A.K. Eh, e a tante altre canaglie e furfanti, dovetti constatare ancora una volta, con sgomento, che amavo tutti, che perdonavo tutto a tutti, anzi di più: immediatamente, proliferando come funghi, scaturirono dai miei pensieri argomenti in difesa di ogni male e di ogni bruttura. Un tempestoso uragano d'amore fraterno mi dilaniava la testa, soprattutto mi faceva star male ciò che meglio si può esprimere con le parole spinta a fare del bene. Invece che ai veleni e agli psicotropi, pensavo avidamente alle vedove e alle orfanelle, alle quali avrei dato protezione con piacere. Provavo crescente stupore per il fatto che, fino ad ora, Avessi dedicato loro così poca attenzione. E che dire dei poveri, affamati, malati, miserabili, e gran Dio, mi sorpresi in ginocchio, sulla valigia, a gettare sul pavimento il suo contenuto alla ricerca delle cose migliori da offrire ai bisognosi. E di nuovo deboli voci d'allarme risuonarono nel mio subconscio. Attenzione! Non intontirti, lotta, falcia, calcia, salvati, gridava qualcosa dentro di me stancamente, ma con disperazione. Ero atrocemente lacerato, percepivo la potente carica di un imperativo categorico, che mi impediva di far del male perfino a una mosca. Che peccato, pensai, che a Lilton non ci siano topi, o almeno ragni, come li avrei accarezzati, amati. Mosche, cimici, topi, zanzare e pidocchi, care creature del buon Dio, benedissi di sfuggita il tavolo, la lampada e le mie gambe, ma i residui di lucidità non mi avevano ancora abbandonato, per cui improvvisamente colpì con la sinistra la mano destra che stava impartendo la benedizione, fino a contorcermi dal dolore. Eh, non era male, chi lo sa, poteva anche essere salvifico. Per fortuna la spinta a fare del bene aveva un carattere centrifugo. Era agli altri più che a me che auguravo del bene. Quindi riuscì ad assestarmi un paio di schiaffi, fino a torcermi la spina dorsale a vedere le stelle. Bene, avanti così. Quando il viso mi si irrigidì, mi misi a tirar calci alle caviglie. Per fortuna avevo le scarpe pesanti, con la suola tremendamente dura. Dopo il trattamento a base di calci furiosi, per un attimo mi sentii meglio, cioè peggio. Cautamente provai a pensare che cosa sarebbe successo se avessi dato un calcio al signor J.C.A. Non era più del tutto impossibile. Entrambe le caviglie mi facevano un male del diavolo e probabilmente, grazie all'automaltrattamento, ero in grado di immaginarmi perfino un pugno assestato dal signor M.W. Senza badare al tremendo dolore, scalciai ancora. Tutto ciò che era a punta andava bene. Usai una forchetta e poi degli spilli tolti da una camicia non ancora usata. Non andò tanto liscio, anzi eh, esitai. Dopo un paio di minuti ero di nuovo pronto a infiammarmi per una buona causa. Di nuovo si sprigionò in me un geyser della più alta generosità e della più virtuosa passione. Ormai non avevo più dubbi. C'era qualcosa cosa Nell'acqua del rubinetto. Ma che sciocco! Da molto tempo avevo in valigia un sonnifero, mai usato. Mi metteva di umore cupo e aggressivo, e proprio per questo non lo avevo mai preso. Fortuna che non me n'ero sbarazzato. Inghiotti la compressa, masticandola con il burro che sapeva di fumo. Evitavo l'acqua come la peste. Poi trangugiai con sforzo due pasticche di caffeina al fine di controbilanciare gli effetti del sonnifero. Sedetti sul tavolo e attesi con paura, ma anche con impeti d'amore fraterno, il risultato della lotta chimica nel mio organismo. L'amore continuava a farmi violenza, ero rabbonito come mai loro stato in vita mia, pareva però che i preparati chimici cattivi avessero iniziato a prendere il sopravvento su quelli buoni. Ero pronto a continuare le buone azioni, ma con maggiore discernimento a dire il vero avrei preferito essere l'ultimo dei furfanti, almeno per un po' di tempo. Un quarto d'ora dopo ero tornato in me. Mi fece una doccia, mi sfregai con un asciugamano ruvido, schiaffeggiandomi di tanto in tanto, eh, per ogni evenienza, eh, per una profilassi generale. Incerottai le caviglie ferite e le dita, contai le ecchimosi, nel corso di quelle lotte mi ero proprio picchiato a sangue. Mi misi una camicia pulita, il vestito, mi sistemai la cravatta davanti allo specchio, aggiustai la rendigote, mi detti una pacca per farmi animo, ma anche per un'ultima controllata, e uscii giusto in tempo perché erano già quasi le cinque. Contrariamente alle mie aspettative, nell'albergo non era successo niente di strano. Il bar del mio piano, dentro al quale gettai un'occhiata, era quasi vuoto. Appoggiata al tavolino c'era la papalietta. Due paia di gambe spuntavano da sotto il bancone. Una era scalza, ma su questo è meglio sorvolare. Un paio di dinamitardi giocavano a carte vicino alla parete, un altro invece suonava la chitarra e cantava un motivetto in voga. Giù nella hall c'era una gran folla di futurologi. Andavano all'apertura del congresso senza peraltro lasciare Lilton, dato che la sala affittata a tale scopo si trovava nella parte bassa dell'edificio. Sul momento tutta questa normalità mi meravigliò, ma dopo un attimo di riflessione compresi che in questo albergo nessun ospite beveva acqua del rubinetto. Gli assetati prendevano una cola, una Schweppes o in mancanza di meglio un succo di frutta, un tè o una birra. Anche per le bevande si usavano le peggiori acque minerali o altre sostanze imbottigliate e se qualcuno per d'abbenaggine aveva commesso il mio stesso errore, ora sicuramente si stava contorcendo fra le quattro mura di un appartamento chiuso a chiave, in preda a spasimi di appassionato amore universale. Considerai che in una simile situazione sarebbe stato meglio non fare parola delle proprie vicende personali, perché ero pur sempre un estraneo e non mi avrebbero creduto, ma piuttosto incolpato di qualche aberrazione o allucinazione. E cosa c'è di più semplice del sospetto di una propensione ai narcotici. In seguito mi fu rinfacciato di aver seguito la politica dell'ostrica o dello struzzo, perché se avessi rivelato tutto, forse non si sarebbe giunti alle ben note disgrazie. Ma chi parlava così commetteva un errore evidente. Al massimo avrei potuto avvertire gli ospiti dell'albergo, ma quello che avveniva a Lilton. Non aveva il benché minimo influsso sulle vicissitudini della costaricana. Mentre mi avviavo verso la sala delle conferenze, comprai, come mia abitudine, un fascio di giornali locali al chiosco dell'albergo. Non li compro certamente ovunque, ma un uomo istruito può afferrare il senso di ciò che legge in spagnolo, anche se non conosce la lingua. Sul palco era visibile una lavagna adorna di foglie, con l'ordine del giorno. Il primo punto riguardava la catastrofe urbanistica del mondo, il secondo quella ecologica, il terzo quella atmosferica, il quarto l'energetica, il quinto l'alimentare. Dopodiché doveva seguire un intervallo. Le catastrofi tecnologica, militare e politica erano state rinviate al giorno seguente, assieme alle comunicazioni libere. Ogni oratore aveva a disposizione Quattro minuti per esporre le sue tesi. È un tempo molto lungo, considerato che dovevano essere presentate 198 relazioni di 64 paesi. Per accelerare i tempi, ognuno doveva leggere le relazioni per conto proprio prima della seduta. L'oratore si esprimeva esclusivamente per mezzo di cifre, esponendo in questo modo i passaggi chiave del suo elaborato. Per semplificare la ricezione di così ricchi contenuti, tutti avevano sintonizzato i nostri registratori portatili e mini computer e proprio fra loro sarebbe dovuta avvenire una fondamentale discussione. Stanley Hazelton della delegazione USA irrorritò immediatamente la sala ripetendo con insistenza 4 6 11 da cui eh, deriva 22 5 9 ergo 22 3 7 2 11 da cui deriva di nuovo 22. Qualcuno si alzò urlando che tuttavia 5, eventualmente 6, 18 e 14. Haselton eluse repentinamente l'obiezione spiegando che in ogni caso 22. Cercai nella sua relazione la chiave numerica e venne a sapere che il numero 22 significava catastrofe definitiva. Successivamente il giapponese Hayakawa presentò un nuovo modello di casa del futuro ideato nel suo paese, di 800 piani, con cliniche ostetriche, asili, scuole, negozi, musei, giardini zoologici, teatri, cinema e crematori. Il progetto prevedeva anche stanze sotterranee per conservare le ceneri dei defunti, un'emittente televisiva a 40 canali, appositi locali per prendere la sbornia e altri per farsela passare, sale simili a palestre per praticare l'amore di gruppo. Espressione delle convinzioni progressiste dei progettisti, nonché catacombe per i gruppi di disadattati e subculturali. Discretamente innovativa era l'idea che tutte le famiglie dovessero traslocare ogni giorno spostandosi, come nel gioco degli scacchi, con una mossa di pedone o cavallo. Questo avrebbe ovviato alla noia e alla frustrazione. Inoltre, per ogni evenienza il progetto di quell'edificio dal volume di 17 km cubi. Eretto sul fondo dell'oceano fino a toccare la stratosfera, aveva previsto computer matrimoniali che combinavano unioni sulla base del sadomasochismo. Le coppie di sadici con masochiste e viceversa sono statisticamente le più durature dal momento che i partner riescono a realizzare le loro fantasie erotiche. C'era anche un centro di terapia antisuicida. Hakayawa, il secondo delegato giapponese, ci mostrò un plastico in scala 1 a 10.000 di quella costruzione, dotata di una propria riserva d'ossigeno, ma senza riserve d'acqua e di viveri, poiché era stata pianificata a circuito chiuso. Tutte le escrezioni venivano riciclate, compresi i sudori cadaverici e le altre secrezioni corporali. Yahakawa, il terzo giapponese, lesse una lista delle cornie ottenute dal riciclaggio dei rifiuti dell'intero edificio. C'erano tra l'altro banane artificiali, panforti, gamberetti, ostriche e perfino vino artificiale che, sebbene la sua provenienza suscitasse associazioni poco piacevoli, non sembrava di qualità inferiore al migliore champagne. In sala fornivano in graziose bottigliette dei campioncini accompagnandoli con un pasticcio salato a testa avvolto nel cellofan. Nessuno, tuttavia, si affrettava a bere e i pasticcini venivano infilati con discrezione sotto le poltrone. Feci così anch'io. Il progetto originario che, grazie ai potentissimi rotori, si proponeva di consentire a tali case di volare, rendendo così possibili gite collettive, era stato abbandonato, prima di tutto perché nella prima fase del progetto si prevedevano ben 900 milioni di queste case. In secondo luogo, perché i traslochi sarebbero diventati insensati. Anche se la casa avesse mille uscite e gli inquilini le usassero tutte, un esodo collettivo sarebbe estremamente macchinoso. Perché prima che l'ultima persona riuscisse a lasciare l'edificio, farebbero in tempo a diventare grandi i bambini nati in quel periodo. I giapponesi sembravano comunque assai soddisfatti del loro progetto. Dopo di loro prese la parola Norman Juhas, della delegazione degli USA, il quale propose sette diversi metodi per arrestare l'esplosione demografica, e precisamente scoraggiamento, ottenuto con la persuasione o con metodi polizieschi, deerotizzazione, celibato obbligatorio, onanismo, obbedienza assoluta e, in caso di inadempienza, castrazione. Ogni coppia sposata doveva conquistarsi il diritto di avere figli sostenendo tre categorie di esami: copulazione, educazione e compatibilità. La nascita illegale di un bambino veniva punita, la premeditazione e la recidiva comportavano per il colpevole condanni a vita. A questa relazione si riferivano quei begli opuscoli e blocchetti con le cedole staccabili che avevamo ricevuto insieme agli altri materiali congressuali. Hazleton e Huhas proposero nuovi tipi di professione, e precisamente Vigilatore matrimoniale, consigliere disgiuntore, consulente di perversione e di sterilità. Il progetto del nuovo codice penale, in cui la fecondazione era considerata delitto capitale, ci fu distribuito immediatamente. Durante la distribuzione avvenne un incidente. Dalla galleria del pubblico qualcuno gettò in sala una bomba Molotov. Il pronto soccorso, era sul posto ben mimetizzato negli anditi, funzionò alla perfezione e il servizio d'ordine coprì prontamente le poltrone fracassate e i rottami con un grande telo di nylon, dipinto con allegri ed eleganti disegni. Nelle alte sfere avevano pensato proprio a tutto. Tra una relazione e l'altra provai a leggere i giornali locali e, sebbene capissi appena lo spagnolo, venni comunque a sapere che il governo aveva concentrato nella capitale unità corazzate, posto l'intera polizia in stato d'allarme rosso e dichiarato lo stato d'emergenza. Sembrava che, oltre a me, nessuno in sala si rendesse conto della gravità della situazione che regnava all'esterno. Alle sette ci fu un intervallo, durante il quale ognuno poteva rifugillarsi naturalmente a spese proprie. Io invece, tornando in sala, comprai l'edizione straordinaria dell'organo governativo Nation e alcuni quotidiani dell'opposizione estremista. Nonostante le mie difficoltà con la lingua, la lettura di quei giornali suscitò in me grande stupore, perché accanto ad articoli pieni di argomentazioni ottimistico-beate sui legami d'amore interpersonale, garanzia di universale felicità, ve ne altri pieni di sanguinarie intimidazioni di repressione e sullo stesso tono pesanti minacce degli estremisti. Non riuscivo a spiegarmi questa confusione se non ricorrendo all'ipotesi che quel giorno alcuni giornalisti avessero bevuto l'acqua del rubinetto e altri no. Nell'organo di destra ne era stata naturalmente bevuta di meno, perché i suoi redattori più ricchi degli oppositori si ristoravano durante il lavoro con le bevande più costose, ma anche gli estremisti, sebbene inclini, come è noto, a una certa ascesi, in nome dei più alti pensieri e ideali, invece che con l'acqua si dissetavano con il quarzupio, una bevanda di succo di melmenola fermentato che nella Costa Ricana era incredibilmente poco caro. Appena ci fummo sprofondati in morbide poltrone e il professore svizzero Dringenbaum enunciò la prima cifra del suo discorso, e che già erano sorde detonazioni. L'edificio tremò alle fondamenta e i vetri tintinnarono, ma gli ottimisti esclamarono che era soltanto un terremoto. Da parte mia ero invece propenso a credere che un certo gruppo di contestatori, che presidiavano l'albergo dall'apertura del congresso, avesse lanciato dei petardi nella hall. Mi fecero cambiare opinione, un rimbombo e un tuono terribili. Nello stesso momento si fecero sentire anche le mitragliatrici con il loro caratteristico staccato. E eh, non c'era da illudersi oltre, la costaricana era entrata in una fase di guerriglia urbana. Per primi, si deleguarono dalla sala i giornalisti, i quali balzarono in piedi al suono della sparatoria come se fosse un segnale di sveglia. Si precipitarono prontamente in strada, richiamati dal dovere professionale, ma il professor Dringenbaum tentò ancora per qualche istante di continuare la sua relazione. Scritto in tono abbastanza pessimista. Egli sosteneva infatti che la fase successiva della nostra civiltà sarebbe stato il cannibalismo. Si rifaceva a una famosa teoria degli americani, i quali avevano calcolato che se sulla terra tutto fosse proceduto come fino ad ora, fra 400 anni l'umanità sarebbe diventata una sfera vivente di corpi che avrebbe continuato a espandersi alla velocità della luce. Nuove esplosioni interruppero la conferenza. I futurologi, disorientati, cominciarono a uscire dalla sala, mescolandosi nella hall ai partecipanti al congresso della letteratura liberata. I quali, come testimoniava il loro aspetto, erano stati sorpresi dagli scoppi nel corso di pratiche che denotavano una completa indifferenza verso il problema della sovrappopolazione. Dietro ad alcuni redattori della casa editrice a Nof, Stavano le segretarie nude, in realtà non nude, in quanto erano coperte da disegni in stile Hop che portavano pipe di acqua atascabili e in dove bruciava una mistura molto in voga di LSD, marijuana, Johindina e Oppio. Gli esponenti della letteratura liberata avevano appena bruciato, come ebbi modo di sentire, in effige e il ministro delle Poste degli USA, perché aveva imposto alle sue rappresentanze di distruggere le pubblicazioni che incitavano alla pratica dell'incesto di massa. Scesi nella hall, si comportarono in modo davvero inopportuno, soprattutto considerata la gravità della situazione. In quel gruppo gli unici a non violare la pubblica moralità erano coloro che avevano completamente perduto le forze o che subivano ancora l'effetto dei narcotici. Sentì delle grida provenienti dalle cabine. Stavano molestando le telefoniste dell'albergo. Un pancione con indosso una pelle di leopardo e una torcia di hashish in mano dava inescandescenze nel guardaroba, avventandosi contro il personale. Ben presto gli impiegati della reception, con l'aiuto dei portieri, lo immobilizzarono. Dal mezzanino qualcuno gettava sulle nostre teste manciate di fotografie a colori che illustravano con precisione come un uomo possa soddisfare il suo desiderio sessuale con un altro e molte altre cose. Quando in strada apparvero perfettamente visibili attraverso i vetri i primi carri armati, gli ascensori vomitarono una folla di sbigottiti collezionisti e contestatori. Calpestando i pasticci e gli antipasti imbanditi degli editori, ormai spiaccicati sul pavimento della hall, si precipitarono in tutte le direzioni. Ruggendo come un bufalo impazzito, picchiando con il calcio della papalietta chiunque gli si parasse davanti. Il barbuto antipapista si apriva a spintoni la strada fra la folla. Era corso davanti all'albergo, come vidi coi miei occhi, per aprire il fuoco da dietro la cantonata, su delle sagome che passavano correndo. Era chiaro che per un vero ideologo del più radicale estremismo l'importante era sparare, indipendentemente dal bersaglio. Nella hall risuonavano grida di spavento e depravazione. Quando le prime vetrate, con un forte crepitio, andarono in frantumi, si creò un vero pandemonio. Mi detti da fare per rintracciare i miei amici giornalisti e, vedendo che essi si dileguavano in strada, andai con loro perché l'atmosfera dentro Lilton era diventata troppo opprimente. Dietro il muro di cinta della rampa d'ingresso per le automobili, sotto la grondaia dell'albergo, erano inginocchiati alcuni fotoreporter che si ostinavano a filmare i paraggi. In realtà, abbastanza inutilmente, dato che la scena era delle più usuali. Stavano dando fuoco alle auto, a cominciare da quelle con la targa straniera, e dal parcheggio vicino all'albergo si sprigionavano fiamme e nubi di fumo. Moven della FP, che si trovava accanto a me, si stropicciava le mani dalla contentezza per essere arrivato con un'auto a nolo della Hertz. La vista del fuoco in cui crepitava il suo Dodge causò in lui uno scoppio di risa, cosa che non successe davvero alla maggior parte dei giornalisti americani. Notai che alcune persone si affanavano a spegnere le auto in fiamme. Erano per lo più dei vecchi, vestiti poveramente, che portavano l'acqua con grossi secchi dalla fontana vicina. Già questo poteva essere un segnale allarmante. In lontananza, all'imbocco dell'Avenida de Salvacion, e della Avenida della Resurrezione brillavano quella i caschi della polizia. La piazza davanti all'albergo, come pure i prati con le palme dai tronchi massicci che la circondavano, al momento erano vuoti. I vecchi con le voci stridule si incitavano a vicenda a portare soccorsi, nonostante l'età e le gambe fiacche. Questo sacrificio mi sembrò addirittura sorprendente, ma poi, improvvisamente, ricordai la mia esperienza matutina e misi subito al corrente moven dei miei sospetti. Il crepitio delle armi meccaniche, soffocato dalle esplosioni, ostacolava la conversazione. Sull'astuto viso del francese si dipinse per un attimo un completo disorientamento, poi, all'improvviso, un lampo apparve nei suoi occhi. Ah! strillò coprendo con quell'urlo il frastuono circostante. L'acqua, l'acqua dello rubinetto, vero? Oddio, oh per la prima volta nella storia una criptochemiocrazia. Con queste parole come trafitto da una pugnalata, entrò nell'albergo, ovviamente per prendere posto vicino al telefono. A dire il vero, era strano che il collegamento non fosse ancora saltato. Mentre me ne stavo così sulla rampa, mi si avvicinò il professor Trottelreiner, del gruppo dei futurologi svizzeri. E proprio in quel momento avvenne ciò che da tempo doveva succedere. Un nutrito cordone di poliziotti con elmetti neri, neri scudi sul petto, maschere antigas e armi in pugno, circondò l'intero complesso dell'Hilton, pronto a fronteggiare la folla che avanzava dal parco, situato tra noi e il teatro comunale. Reparti speciali posizionavano con grande destrezza i mortai a granate e prendevano di mira la folla. Le esplosioni furono però stranamente deboli e sprigionarono dense nubi di fumo biancastro. Lì per lì pensai che fosse gas lacrimogeno, ma alla folla, anziché fuggire o reagire con un baccano furioso, cominciò ad avvicinarsi a quei vapori nebbiosi. Le grida si placarono rapidamente e al loro posto udì come delle litanie e canti religiosi. I giornalisti, agitandosi con le macchine da prese e i registratori fra il cordone di polizia e l'ingresso dell'albergo, si affannavano per capire cosa fosse successo, mentre io avevo già indovinato. Certamente la polizia aveva impiegato mezzi di rabbonimento chimico in forma di aerosol. Ma dall'avenida del... Mm, non ricordo più bene, uscì un'altra colonna contro la quale le granate non volevano funzionare, o perlomeno così sembrava. Più tardi si disse che questa colonna avanzava per fraternizzare con la polizia e non per farla a pezzi. Ma chi si può avventurare in sottili distinzioni nel caos dominante? I granatieri cominciarono a sparare. Per primi risposero con il loro caratteristico ronzio e sibilo i cannoni idraulici, poi echeggiarono scariche di armi meccaniche e in un attimo. L'aria cominciò a risuonare come un pianoforte che mette proiettili invece di note. E eh, non c'era proprio da scherzare. Caddi dietro il muretto di cemento della rampa, come dietro una trincea, in mezzo a Stantor e Heinz, del Washington Post. Con due parole li misi al corrente dell'accaduto, ma essi si scagliarono contro di me perché avevo rivelato alla reporter dell'AFP una notizia così succolenta. Strisciando lungo i muri, i due giornalisti arrivarono all'entrata dell'albergo, ma poco dopo tornarono indietro con aria delusa. E la comunicazione non c'era più. Stantor raggiunse l'ufficiale che dirigeva la difesa dell'albergo, e da lui venne a sapere che presto sarebbero sopraggiunti aerei dotati di bampe, ossia bombe d'amore per il prossimo, B.A.P. E in effetti ci fu ordinato di sgombrare la piazza. Tutti i poliziotti si misero maschere antigas con speciali filtri, che furono distribuite anche a noi. Il professor Trottelreiner, che come volle il caso, era proprio uno specialista di farmacologia degli psicotropi, mi avvertì che la maschera antigas non sarebbe servita molto perché la sua azione protettiva cessava in presenza di alte concentrazioni di aerosol. Si verifica allora il fenomeno del cosiddetto balzo attraverso il filtro. E si ispira una dose di aria contaminata maggiore di quanta se ne incamererebbe respirando normalmente. In risposta alle mie domande, precisò che l'unico mezzo sicuro erano le bombole d'ossigeno. Ci dirigemmo allora verso la portineria dell'albergo e, trovato ancora sul posto l'ultimo impiegato, rintracciammo, dietro le sue indicazioni, i locali antincendio, dove in verità non mancavano attrezzature complete del sistema Drager a circuito chiuso. Così protetti il professore e io tornammo in strada, proprio nel momento in cui un fischio acuto, squarciando l'aria, annunciò l'incursione dei primi aerei. Lilton, come è noto, fu erroneamente bampardato un attimo dopo l'inizio dell'attacco aereo. Gli effetti furono disastrosi. Le bampe avevano colpito, per fortuna, solo la lontana ala della parte più bassa degli edifici dove in stand presi in affitto si svolgeva la mostra organizzata degli editori della letteratura liberata. Per fortuna nessuno degli ospiti era rimasto ferito. In realtà fu proprio la polizia che avrebbe dovuto proteggerci a subire l'urto maggiore. Dopo un minuto i parossismi d'amore fraterno assunsero carattere di massa. Davanti ai miei occhi i poliziotti strappatisi le maschere dal viso, sciogliendosi in ardenti lacrime di pentimento, imploravano in ginocchio il perdono dei dimostranti, infilavano nelle loro mani i propri robusti manganelli, supplicandoli di picchiare sodo. Dopo un ulteriore bampardamento, quando la concentrazione di aerosol crebbe ancora di più, i poliziotti si precipitarono a gara ad accarezzare e abbracciare chiunque capitasse. Il corso di tali avvenimenti fu ricostruito, e solo in parte, diverse settimane dopo la tragedia. Il governo aveva deciso sin dal mattino di soffocare sul nascere i preparativi del colpo di Stato, immettendo nella torre dell'acquedotto circa 700 chili di bitranquillite di iperbonite nonché supercarezzina con felicitol. Ovviamente era stato interrotto preventivamente l'afflusso di acqua alle caserme dell'esercito e della polizia, ma per mancanza di esperti l'intera operazione ebbe un esito fallimentare. Non era stato infatti calcolato né il fenomeno dei balsi dell'aerosol attraverso i filtri, né tantomeno il fatto che i diversi gruppi sociali avrebbero subito in modo fortemente diseguale gli effetti dell'acqua potabile. La conversione della polizia stupì molto le autorità governative, ma in realtà, come mi spiegò Trottel Reiner, l'azione di tali sostanze è tanto più potente quanto minori sono stati in precedenza i naturali impulsi d'amore e di bontà. Così si spiega anche perché, quando due aerei dell'ondata successiva bombardarono la sede del governo, molti dei più alti funzionari di polizia e militari si suicidarono non potendo sopportare gli atroci rimorsi per la politica fin lì condotta. Se si aggiunge che lo stesso generale Diaz, prima di farla finita con un colpo di pistola, aveva ordinato di aprire le porte delle prigioni e di liberare tutti i prigionieri politici, eh, si potrà facilmente comprendere l'eccezionale crudeltà dei combattimenti che si erano svolti nel corso della notte. Le basi aeree, lontane dalla città, erano ancora intatte e i loro ufficiali avevano disposizioni molto precise, alle quali si attenevano fino all'ultimo. Gli osservatori militari e di polizia, chiusi nei loro bunker ermetici, Vedendo ciò che avveniva, decisero di ricorrere a misure estreme, e fecero sprofondare Nunas nella follia di una confusione d'affetti. Di tutto questo a Lilton ovviamente non si sapeva niente. Erano quasi le undici di sera, quando, sulla scena del teatro di guerra, nella piazza circondata di palme, comparvero le prime unità corazzate dell'esercito con il compito di soffocare gli attacchi d'amore fraterno che la polizia manifestava, e eh, lo fecero senza risparmiare spargimenti di sangue. Il povero Alphonse Mauven si trovava a un passo dal punto in cui esplose la granata di antirabbonimento. L'esplosione potentissima gli recise le dita della mano sinistra e l'orecchio sinistro, ma subito Mauven mi assicurò che quella mano da tempo non gli serviva a niente. Quanto all'orecchio poi, eh, non valeva nemmeno la pena di spenderci una parola, anzi, se solo gliel'avessi chiesto, mi avrebbe immediatamente offerto il secondo. E strasse persino di tasca un coltellino che io gentilmente gli tolsi di mano. Poi lo condussi a un pronto soccorso improvvisato, dove si occuparono di lui le segretarie degli editori liberati che piangevano a a causa della conversione chimica. Non solo si erano rivestite, ma giravano addirittura con i visi coperti da chador, anch'essi improvvisati, per non indurre nessuno in tentazione. Le più desiderabili si erano tagliate, povere creature, i capelli a zero. Tornando al pronto soccorso ebbi la tremenda sventura di imbattermi in un gruppo di editori. Non li riconobbi subito perché si erano messi addosso a vecchi sacchi di juta legati con delle corde che servivano loro anche per flagellarsi e invocavano pietà. Uno dopo l'altro caddero in ginocchio davanti a me, implorando che mi degnassi di frustarli a dovere per aver corrotto la società. Quale non fu la mia meraviglia quando, osservandoli più da vicino, riconobbi in quei flagellanti tutti i dipendenti di Playboy, compreso il direttore generale. Quest'ultimo in particolare non mi lasciò sfuggire, tanto gli dimordeva la coscienza. Mi implorarono, realizzando che solo io, grazie alla bombola d'ossigeno, Ero in grado di torcer loro i capelli. Contro voglia, infine acconsentì, in nome della tranquillità, a venire incontro alle loro richieste. Mi si intorpidì la mano, cominciò a mancarmi l'aria, e temetti che non avrei trovato un'altra bombola piena se questa fosse finita. Ma gli editori, dispostisi in una lunga fila, erano impazienti che arrivasse il loro turno. Infine, per liberarmene, ordinai loro di raccogliere tutti quei grossi cartelloni colorati che lo scoppio delle bampe nell'area laterale dell'Hilton aveva sparpagliato per la hall, trasformandola in Sogoma e Gomorra messe insieme. Dietro a mio ordine ne innalzarono un'enorme catasta davanti all'entrata e le diedero fuoco. Purtroppo l'artiglieria che stazionava nel parco scambiò il rugo della catasta per qualche segnale e concentrò il fuoco su di noi. Fuggì avvilito per andare a finire nel sottosuolo dell'albergo, fra le mani del signor Harvey Simworth, uno scrittore al quale era venuta l'idea di trasformare le favole per bambini in opere pornografiche. Aveva scritto Il Lungo Cappuccetto Rosso, come pure Alibaba e 40 Pervertiti. Era venuto poi accumulando una fortuna col rifacimento dei classici mondiali. Impiegava il semplice accorgimento di aggiungere l'espressione la vita sessuale ai titoli delle opere tradizionali, per esempio di Biancaneve e i Sette Nani, di Hansel e Gretel, di Aladino con la Lampada, di Alice nel paese delle Meraviglie, di Gulliver e così via. In vano mi rifiutai di colpirlo, dicendo che non potevo più muovere la mano. Di fronte ai suoi pianti e alle sue grida, mi sentii costretto a prenderlo, almeno a calci. Così che volete farci, soccombetti un'altra volta. Dopo queste peripezie ero così esaurito fisicamente che a malapena riuscii a raggiungere i locali antincendio, dove per fortuna recuperai un paio di bombole ancora intatte. Sull'idrante arrotolato trovai seduto il professor Trottelreimer, immerso nella lettura delle relazioni di futurologia, ben felice di godersi finalmente un momento libero nella sua carriera di congressista pendolare. Intanto il bampardamento continuava alla grande. Il professor Trottel-Reimer consigliò di usare, nei casi più gravi di paralisi da amore, particolarmente tremendo era l'accesso di benevolenza universale che si manifestava con spasimi di carezze, cataplasmi, ovvero in alternativa forti dosi di olio di ricino per ripulire lo stomaco. Nella sala stampa Stantor Hulley dell'Herald, Sharkey e Kunze, fotoreporter che lavorava momentaneamente per Paris Match, stavano giocando a carte con la maschera sul viso, perché non potendo mettersi in comunicazione con i loro giornali, non avevano niente di meglio da fare. Quando, preso dal gioco, cominciai a fare il tifo, accorse Joe Missinger, un veterano del giornalismo americano, urlando che alla polizia erano state somministrate compresse di Furiasol, per controbilanciare l'effetto dei benignatori. Non fu necessario ripetercelo due volte, ci precipitammo nelle cantine, ma dopo poco fu chiaro che la voce era falsa. E malinconicamente dovetti constatare che mancava qualche decina di piani superiori. La valanga di macerie aveva inghiottito il mio appartamento, con tutto quello che conteneva. Il bagliore del fuoco illuminava i tre quarti del cielo. Un forzuto poliziotto con l'elmetto inseguiva un ragazzino, gridando: Fermati per Dio, fermati! Io ti amo! Ma ah, quello non dava ascolto a tali rassicuranti parole. Poi di colpo calò il silenzio e io, seguito dai giornalisti presi da una forte curiosità professionale, mi incamminai cautamente verso il parco. Là si svolgevano, con una consistente partecipazione di polizia segreta, messe nere, bianche, rosa e miste. Accanto c'era una gran massa di gente che piangeva a dirotto, stringevano sopra le teste un cartello: insultateci, siamo provocatori. Giudicando dalla quantità di quei giuda convertiti, le spese pubbliche per il loro mantenimento dovevano essere considerevoli e aver influito negativamente sul bilancio della costaricana. Tornati a Lilton ci imbattemmo in un nuovo assembramento. I cani poliziotto trasformatisi in cani San Bernardo portavano fuori dal bar dell'albergo le bevande più care, distribuendole a tutti, senza distinzione. All'interno del bar, invece, i poliziotti, mescolati ai contestatori, cantavano in coro canzoni ora rivoluzionarie, ora conservatrici. Diedi un'occhiata in cantina, ma le scene di conversioni, accarezzamenti, pentimenti e innamoramenti che vidi là dentro mi disgustarono tanto che mi recai di nuovo nei locali antincendio, dove ero certo di trovare il professor Trottel Reimer come l'avevo lasciato. Con mia grande sorpresa vidi che si era procurato tre partner con cui giocare a bridge. Il docente Quetzalcotol aveva giocato un asso a sorpresa, cosa che inorritò Trottel Reimer a tal punto che si alzò di scatto dal tavolo. Tra tutti riuscimmo a calmarlo. Nel frattempo, sulla porta si affacciò Sharkey, il quale ci disse che aveva captato per radio un discorso del generale Achiglio, che aveva annunciato sanguinose repressioni dei dintorni con un bombardamento convenzionale della città. Dopo una breve consultazione decidemmo di ritirarci nel piano più basso dell'Hilton, cioè quello delle fognature, che era situato sotto i rifugi. Poiché la cucina dell'albergo era sepolta fra le macerie, non c'era niente da mangiare. I contestatori, i collezionisti e gli editori, affamati, si rimpinzavano con pasticche di cioccolata e gelatine per il potenziamento sessuale recuperate nel centro erotico abbandonato, situato in un angolo dell'albergo in rovina. Mi accorsi che divennero di mille colori quando gli eccitanti afrodisiaci e i filtri d'amore si mescolarono nelle loro vene con i benignatori. Tremavo all'idea di dove avrebbe potuto portare questa escalation chimica, eh. Vidi i futurologi fraternizzare con illustrascarpa indiani, gli agenti segreti abbracciare la servitù dell'albergo, enormi topi grassi diventare amici dei gatti. Cani poliziotto leccare affettuosamente gli uni e gli altri. Il nostro lento pellegrinaggio, dovevamo infatti farci largo con difficoltà fra la ressa, mi affaticava, tanto più che, chiudendo la fila, io portavo una buona metà delle scorte di bombole d'ossigeno. Accarezzato, baciato sulle mani e sulle gambe, adorato, soffocato dagli abbracci e dalle carezze, proseguì con ostinazione, fino a quando sentì il grido di trionfo di Stantor. Aveva trovato l'entrata della fogna. Con le ultime forze sollevammo il pesante battente e in fila cominciammo a scendere nel pozzo di calcestruzzo. Sorreggendo il professor Trottelrainer, che stava scivolando su un gradino della scaletta di ferro, gli chiesi se si era immaginato così questo congresso. Invece di rispondere, tentò di baciarmi la mano. Eh, il che destò immediatamente i mi miei sospetti. E in effetti risultò che, essendogli si spostata la maschera, aveva respirato un po d'aria contaminata di bontà. Ricorremmo immediatamente ai rimedi del caso, respirazione con l'ossigeno puro e lettura a voce alta della relazione di Hayakawa. Questa era stata un'idea di Howler. Ritornato in sé, come provava una sequela di sostanziose bestemmie, il professore continuò la marcia insieme a noi. Ben presto, alla luce fioca della pila, scorgemmo macchie d'olio sulla nera superficie della fogna. Accogliemmo questa visione con grandissima gioia, in quanto era segno che una buona decina di metri ci separavano dalla superficie bampardata della città. Quale non fu il nostro stupore quando ci accorgemmo che a questo rifugio aveva già pensato qualcun altro prima di noi? Sulla soglia di calcestruzzo sedeva la direzione dell'Hilton al completo. I previdenti manager si erano provvisti delle poltrone di plastica gonfiabili della piscina, della radio di una scorta di whisky di Schweppes e un completo buffet freddo. Anch'essi usavano le bombole di ossigeno e non c'era quindi nemmeno da pensare che fossero disposti a condividere granché con noi. Assumemmo quindi un atteggiamento minaccioso e, dato che eravamo in superiorità numerica, riuscimmo a convincerli. Apparentemente, di comune accordo, ci apprestammo a gustare dei gamberi. Così, con quel pasto fuori programma, si concluse il primo giorno del congresso di futurologia. Molto affaticati per le peripezie di quella burrascosa giornata, cominciammo a prepararci per la notte in condizioni di emergenza più che spartane, visto che ci toccava dormire su uno stretto marciapiede di calcestruzzo, che portava ben visibili le tracce della sua appartenenza a una fogna. Il primo problema che si presentò fu quello di una equa spartizione delle poltrone gonfiabili, che la previdente direzione dell'Hilton aveva portato con sé. C'erano sei poltrone, che sarebbero dovute bastare per dodici persone, dato che i sei dirigenti dell'albergo avevano programmato di dividere, per spirito di cameratismo, questo giaciglio con le segretarie. Mentre noi, scesi nella fugna sotto la guida di Stantor, eravamo in venti, e cioè il gruppo di futurologi dei professori Dringenbaum, Hazelton e Trottelheimer, un gruppo di giornalisti e corrispondenti della televisione CBS, più due persone raccolte per strada. Un uomo robusto, sconosciuto a tutti, con giacca di pelle e pantaloni da equitazione, e la giovane Jo Collins, collaboratrice personale del direttore editoriale di Playboy. Stantor aveva tutte le intenzioni di sfruttare la conversione chimica della donna, e, già per strada, si era accordato con lei, come io stesso avevo dito, sui diritti di pubblicazione delle sue memorie. Di fronte a sei poltrone e 37 pretendenti, la situazione si fece subito tesa. Stavamo in piedi, intorno a quegli agognati giacigli, guardandoci dal basso in alto, cosa a cui del resto ci costringevano le maschere per l'ossigeno. Qualcuno propose che tutti, a un dato segnale, ci togliessimo le maschere. Dopo aver respirato un po d'aria contaminata di bontà, ci avrebbero assalito sentimenti d'altruismo che avrebbero annullato ogni contesa. Ma nessuno sembrava particolarmente ansioso di realizzare questo progetto. Dopo lunghi litigi si arrivò infine a un compromesso. Ci accordammo per il sorteggio e per turni di tre ore di sonno a testa. Per il sorteggio usammo le cedole di quei graziosi opuscoli sulla copulazione che alcuni di noi avevano ancora con sé. A me toccò il primo turno, insieme al professor Trottel Reiner. Per fortuna assai magro, visto che dovevamo condividere il letto, o meglio, la poltrona. Quelli del turno successivo ci svegliarono bruscamente. E quando si coricarono nei caldi giacigli, noi ci rannicchiamo sul bordo della fogna, verificando con inquietudine il livello di ossigeno delle bombole. Era chiaro che l'ossigeno sarebbe finito entro poche ore. La prospettiva di una bontà forzata pareva inevitabile e metteva tutti di umore nero. Sapendo che avevo già provato quella beatitudine, i compagni mi interrogarono meticolosamente sugli effetti. Li rassicurai dicendo. Che non era poi una cosa tanto brutta, ma lo dissi senza troppa convinzione. Morivamo dal sonno. Per non cadere nella fogna, ci legammo come potemmo alla scala di ferro sotto la botola. Mi svegliò da un agitato sonnellino il rimbombo di uno scoppio più forte dei precedenti. Mi guardai attorno, nella semioscurità dominante, perché per fare economia erano state spente tutte le lampadine, eccetto una. Sul bordo della fogna si erano arrampicati topi enormi e ben nutriti. La cosa strana era che camminavano in fila indiana e solo sulle zampe posteriori. Mi detti un pizzicotto, ma non stavo sognando. Svegliai il professor Trottel-Reiner e gli mostrai quel fenomeno, ma lui non sapeva proprio cosa pensarne. I topi camminavano a coppie, senza prestare la minima attenzione a noi. In ogni caso, non si misero alle carceri, il che... Secondo il professore era già un buon segno. Molto probabilmente l'aria era molto pura. Prudentemente ci togliemmo le maschere. Entrambi i reporter alla mia destra dormivano profondamente. I topi continuavano a passeggiare su due zampe mentre io e il professore cominciammo a starnutire perché qualcosa ci aveva irritato il naso. In un primo momento pensai che fosse l'effetto degli odori della fogna, finché. Non scorsi le prime radici. Mi abbassai per guardarmi le gambe. Eh, non c'era verso di sbagliarsi. Mi erano spuntate delle radici. Partivano più o meno dall'altezza delle ginocchia, mentre più in su cominciavano già a verdeggiare. Anche sulle mani avevo messo germogli che sbocciarono rapidamente. Crebbero in un batter d'occhio, si inturgidirono, diventarono di colore biancastro, proprio come accade di solito alla vegetazione delle cantine. Sentivo che tempo pochi minuti e avrei cominciato a fare frutti. Volevo chiedere a Trotter Rainer come si spiegava tutto questo, ma avrei dovuto alzare la voce, tanto era forte il fruscio che produceva lui. Anche tutti coloro che dormivano somigliavano a una siepe viva potata, ricoperta di fiori lilla e scarlatti. I topi mangiucchiavano le foglioline, si lisciavano i baffi con le zampette e crescevano paurosamente. Ancora un po' pensai e si sarebbero potuti cavalcare. Avevo nostalgia del sole, proprio come un albero. Come da un'enorme lontananza mi arrivavano ritmicamente i boati dei tuoni. Poi qualcosa franò rimbombando, e l'eco corse per i corridoi. Io intanto avevo cominciato a diventare rossiccio, poi color oro, e infine persi le foglie. Come mi stupì? È già autunno? Così presto? Allora, se le cose stanno così, è già tempo di partire. Mi sradicai e drizzai l'orecchio per sentire meglio. Non c'era dubbio, suonavano le trombe. Un topo sellato, un eccezionale esemplare di palafreno, voltò la testa e, da sotto le flosce palpebre, mi guardarono di sbieco i tristi occhi del professor Trottelreiner. Un pensiero improvviso mi rese dubbioso. Se era il professore che somigliava a un topo, allora non stava davvero bene cavalcarlo. Ma se invece si trattava di un topo che ricordava il professore, eh, non c'era alcun problema. E le trombe continuavano a suonare. Saltai in groppa al topo e caddi nella fogna. Quel bagno disgustoso mi fece rinvenire. Fremendo dalla ripugnanza e dalla rabbia, risalii sul bordo. I topi, malvolentieri, mi fecero un po' di posto continuavano a camminare chissà perché su due zampe. Ma è chiaro, mi balenò in mente, è per gli allucinogeni. Se io mi sento un albero, loro possono benissimo sentirsi uomini. Cercai a tastoni la maschera per l'ossigeno e, ritrovatela, me la misi subito sul viso. Respiravo ancora affannosamente, del resto come potevo avere la certezza che fosse una maschera vera e non solo una visione. Intorno a me si fece improvvisamente chiaro. Alzai la testa e vidi nella botola aperta un sergente dell'esercito americano che mi porgeva una mano. Svelti! gridava. Svelti! Sono arrivati gli elicotteri! Mi alzai di scatto. Su! Presto! esortò. Anche gli altri si stavano alzando di botto. Mi arrampicai per la scaletta. Finalmente! Ansimava dietro di me Stantor. Fuori c'era un gran chiarore dovuto all'incendio. Mi guardai intorno. Non c'erano elicotteri, ma soltanto alcuni soldati con gli elmetti da combattimento e i sottogola da paracadutisti che ci porgevano una specie di bardatura. Che cos'è? Chiesi stupito. Svelti, svelti, esortò ancora il sergente. I soldati cominciarono a sellarmi. Un'allucinazione, pensai. Niente affatto, disse il sergente. Sono le calcagno fondine con i nostri missili individuali. Il contenitore è nello zaino. Si aggrappi a questo e mi mise in mano una specie di leva, mentre il soldato che mi stava alle spalle tirò la cinghia della cintura. Bene! Il sergente mi diede una pacca sulla schiena e premette qualcosa sul mio zaino. E che già un persistente, acuto sibilo, il vapore, o forse un fumo bianco, sprigionatosi dall'ugello dello zaino, mi soffiò intorno alle gambe e io mi alzai in volo come una piuma al vento. Ma non sono capace di guidare questo arnese! dissi volando via velocemente. Con una cabrata nel cielo nero, rischiarato sinistramente dai bagliori dell'incendio. Imparerà! L'Azimuth sulla stella polare! gridava dal basso il sergente. Guardai sotto di me. Passavo in velocità proprio sopra un gigantesco ammasso di macerie che fino a poco tempo prima era il famoso Hilton. Accanto c'era un capannello di gente. Più avanti si sprigionavano con un enorme anello, rosse lingue di fuoco, sul cui sfondo ne reggiava una macchiolina rotondetta. Era il professor Trottelreiner che, con l'ombrello aperto, stava decollando. Mi tastai ben bene per verificare se le cinture e le bretelle reggevano. Lo zaino emetteva gorgogli e sibili. Il vapore, che stava uscendo con un getto sempre più potente, mi scottava i polpacci. Allora piegai le gambe, nel tentativo di proteggerle, e questo mi fece perdere l'equilibrio, cosicché per un buon minuto volteggiai nell'aria come una pesante trottola. Poi, tirata involontariamente la leva, mutai qualcosa nell'assetto dei bocchettoni e di botto iniziai a volare orizzontalmente. Questo volo in fondo era abbastanza piacevole, e lo sarebbe stato sicuramente di più se avessi saputo dove ero diretto. Manipolai la leva cercando contemporaneamente di abbracciare con lo sguardo la superficie che si stendeva sotto di me. Le rovine delle case si stagliavano come denti neri sulle pareti di fuoco, venate di azzurro, rosso e verde, che si innalzavano da terra verso me. A un tratto udì un insistente crepitio. Capì che mi stavano sparando. Via, bisogna andare più veloce, più veloce. Premetti la leva. Lo zaino tossì e fischiò come una locomotiva mal ridotta. Mi bagnò le gambe con l'acqua bollente e mi dette una tale spinta che mi inoltrai volteggiando in uno spazio nero come la pece. Un forte vento mi fischiava nelle orecchie. Sentii il temperino, il portafogli e altre piccole cose uscire dalla tasca. Provai a planare dietro agli oggetti smarriti, ma essi sparirono dalla vista. Ero solo sotto la quieta volta stellare. E sempre sibilando, frusciando e stridendo, volavo. Mi sforzai di trovare la stella polare per seguirne la direzione. Quando vidi uscì lo zaino emise il suo ultimo respiro e con crescente rapidità precipitai. Per fortuna ero a pochi metri da terra. Vedevo confusamente una strada serpentina, l'ombra degli alberi e alcuni tetti. Lo zaino vomitò il resto del vapore, che attutì la caduta. Così potei planare addirittura dolcemente sull'erba. Qualcuno giaceva a poco distante in un fosso e gemeva. Non sarà mica, pensai, il professor Reiner, Ed era davvero lui. Lo aiutai ad alzarsi. Si tastò tutto il corpo, si rammaricò di aver perduto gli occhiali. Ma per fortuna non si era infortunato gravemente nella caduta. Mi pregò di aiutarlo a sganciare lo zaino. Dopodiché. Vi si inginocchiò davanti ed estrasse qualcosa dalla tasca laterale. Erano tubi di acciaio con una ruota. «E ora è il suo!» Anche dal mio zaino tirò fuori una ruota, ci armeggiò intorno, poi esclamò. «Si segga, andiamo!» «Che cos'è quest'arnese? E dove andiamo?» chiesi sbalordito. «Un tandem a Washington!» rispose laconicamente il professore, già col piede sul pedale. «Un'allucinazione!» esclamai. Ma quale allucinazione! si indignò trottel Rainer. È un normale equipaggiamento da paracadutista. Ma ah, sarà. Com'è che lei se ne intende? chiesi, prendendo posto sul sellino di dietro. Il professore diede una spinta e pedalammo sull'erba finché non apparve l'asfalto. Lavoro per l'USAF! mi urlò il professore pedalando accanitamente. Per quanto mi ricordavo, da Washington ci separavano ancora il Perù e il Messico, per non parlare di Panama. Non ce la faremo mai in bicicletta, dissi controvento. Basta arrivare al punto di raccolta, gridò il professore. E se il professore non fosse stato il semplice futurologo per il quale si faceva passare, certo, mi ero ficcato proprio in un bel pasticcio, che avrei fatto io a Washington? Cominciai a frenare. Che fa? Pedali su! Mi rimproverò veramente il professore chino sul manubrio. No, fermiamoci. Io scendo. Replicai con decisione. Il tandem barcollò e rallentò. Il professore, appoggiandosi con un piede a terra, mi mostrò con un gesto beffardo il buio circostante. <ride> Come vuole. In bocca al lupo. Era già ripartito. Crepi! gridai guardando la traccia che lasciava dietro di sé. Il rosso baiore del fanalino posteriore scomparve nell'oscurità e io, disorientato, sedetti sulla colonnina militare a meditare sul da farsi. Qualcosa mi stava pungendo il polpaccio. Macchinalmente allungai la mano, trovai dei ramoscelli e cominciai a spezzarli. Sentivo male. Se questi germogli sono miei, mi dissi, sono ancora, senza dubbio, sotto l'effetto dell'allucinazione. Mi chinai per verificarlo, quando all'improvviso un chiarore mi investì. Da dietro una curva lampeggiarono fari argentei, l'enorme ombra di un'automobile rallentò, la portiera si aprì. All'interno, sullo quadro del cruscotto, ardevano strisce di luci verdi, dorate e celesti. Un cupo bagliore avvolgeva un paio di gambe femminili, velate da calze di nylon, i piedi nelle scarpe di lucertola dorata, adagiate sui pedali. Una faccia scura, con le labbra vistosamente dipinte di rosso, si sporse dal finestrino, lasciando intravedere i gioielli che aveva alle dita, abbandonate sul volante. Vuole un passaggio? Salì. La sorpresa mi aveva fatto dimenticare i ramoscelli. Con un gesto furtivo mi passai la mano lungo le gambe. C'era solo qualche spina. Come? Di già? prese a dire alla donna con una voce bassa e sensuale. Come sarebbe a dire di già? chiesi sbalordito. Scosse le spalle. La potente automobile sobbalzò. La ragazza toccò un tasto e si fece buio pesto. Soltanto davanti a noi correva una striscia di strada illuminata, mentre da sotto il cruscotto cominciò a diffondersi una melodia simile ad applausi. Tutto questo è troppo strano, pensai. Qualcosa non torna. Né le mani, né le gambe, d'accordo? Alle gambe non ho ramoscelli, soltanto spine. Neppure. osservai la sconosciuta. Era senza dubbio bella, in un modo al tempo stesso seducente, demoniaco e albicocchiano. Invece di un vestito, aveva indosso certe piume. Un distruzzo. Un'altra allucinazione. D'altronde, la moda femminile di oggi. Eh, non sapevo cosa pensare. La strada era deserta. Accelerammo fino a che il lago del contachilometri non raggiunse il massimo. All'improvviso una mano mi afferrò saldamente da dietro, per i capelli. Tremai. Le dita, che terminavano in unghie appuntite, mi solleticavano la nuca, in verità in modo carezzevole più che assassino. Chi è? Che cosa vuole? Provai a ribellarmi. Non riuscivo a muovere la testa. Mi lasci! Apparvero delle luci e una grande casa. La ghiaia scricchiolò sotto le gomme, l'auto girò repentinamente, accostò al paracarro, si fermò. La mano che ancora mi teneva per la chioma apparteneva a una seconda donna, vestita di nero, pallida, gracile, con gli occhiali neri. La portiera della macchina si aprì. Dove siamo? chiesi. In silenzio le due donne si precipitarono su di me. Quella al volante mi spingeva, mentre l'altra, dal marciapiede, mi tirava fuori. Uscii penosamente dall'auto. Nella casa era in corso una grande festa. Udì la musica e grida di ubriachi. Nell'atrio risplendeva visibile attraverso la finestra illuminata una fontana ricoperta d'oro e di porpora. Le mie compagne mi presero saldamente sotto braccio. Ma io non ho tempo! biascicai. E non dettero la minima importanza alle mie parole. La mora reclinò il capo e, con un caldo sospiro, mi sussurrò dritto nell'orecchio. Uh, Come? Arrivati davanti al portone, entrambe le ragazze si misero a ridere, non con me, bensì di me. Tutto in loro mi disgustava, tanto più che diventavano sempre più piccole. Si erano forse messe in ginocchio? Eh, niente affatto. Erano in piedi, e le loro gambe si stavano ricoprendo di piume. Meno male, mormorai con sollievo. È solo un'altra allucinazione. Ma che allucinazione, Gonzo! sbuffò quella con gli occhiali. Sollevò una borsetta ricamata con perle nere e mi picchiò sulla testa, fino a farmi gemere dal dolore. Guardatelo, l'allucinato! gridava la seconda. Un colpo fortissimo mi raggiunse nello stesso punto. Caddi coprendomi la testa con le mani. Quando riaprii gli occhi vidi il professor Trottel-Reiner chino su di me, con l'ombrello in mano. Ero disteso sul marciapiede della fogna, dove i topi camminavano a coppie imperturbabili. Dove? Dove le fa male? Stava chiedendo con insistenza il professore. Qui? No, qui. E indicai il gonfiore sulla nuca. Trottel-Reiner afferrò l'ombrello per l'estremità più sottile e mi assestò un tremendo colpo, proprio nel punto indolenzito. Aiuto! gridai. La smetta! Perché? È l'unico modo per aiutarla, ribatté spietatamente il futurologo. Purtroppo non ho sotto mano nessun altro antidoto. Ma almeno non con il puntale, per Dio! Così è più sicuro. Mi colpì ancora una volta, poi si voltò e chiamò qualcuno. Chiusi gli occhi. La testa mi faceva un male tremendo. Sentì uno strettone. Il professore e lo sconosciuto, con la giacca di pelle, mi sollevarono, prendendomi per le braccia e le gambe, e mi portarono, chissà dove. Dove? chiesi. Le macerie dal soffitto vacillante mi cadevano in faccia. Ebbi la sensazione che mi portassero su un asse instabile o su una passerella improvvisata, e tremai all'idea che potessero scivolare. Dove mi portate? chiesi debolmente, ma nessuno rispose. Nell'aria c'era un incessante fracasso e un chiarore causato dall'incendio. Eravamo arrivati in superficie. Tutti coloro che arrivavano all'imbocco della fogna venivano afferrati da alcuni uomini in divisa e fatti entrare abbastanza brutalmente nello sportello aperto di un elicottero. Mi passarono davanti agli occhi come un lampo enormi lettere verniciate di bianco: US Army 1-109-849. Subito dopo crollai su una barella. Il professor Trottelreimer ficcò la testa dentro l'elicottero: Mi scusi, Tici! Gridò Mi perdoni, ma era proprio necessario!' Qualcuno dietro di lui gli strappò di mano l'ombrello e glielo picchiò due volte in testa. Poi gli diede uno spentone, così che il professore, gemendo, cadde in mezzo a noi. In quel momento si accesero i motori e l'elicottero si sollevò maestosamente da terra. Il professore si sedette accanto alla barella sulla quale ero disteso, massaggiandosi delicatamente la nuca. Devo riconoscere che, pur con tutta la comprensione per il suo altruismo, constatai con piacere che gli era spuntato un bel bernoccolo. Dove stiamo andando? Al congresso, disse il professore ripiegandosi ancora su se stesso per il dolore. Come? A quale congresso? Eh, non c'è già stato. Ordini da Washington, mi spiegò laconicamente il professore. Continueremo i dibattiti. Dove? A Berkeley. Al campus. Sì, ha ah, per caso un coltello o un temperino con sé. Eh, no. L'elicottero sussultò. Un forte boato e una vampata di fuoco lacerarono la cabina e noi fummo catapultati uno dopo l'altro nell'immensa oscurità. Poi, a lungo, fui in preda all'angoscia. Mi pareva di sentire una lamentosa voce di sirene e avevo la sensazione che qualcuno mi facesse un taglio nel vestito con un coltello. Perdevo conoscenza e ritornavo in me. La febbre e una strada accidentata mi fecero venire i brividi. Vedevo il soffitto bianco opaco dell'ambulanza. Al mio fianco era distesa una lunga forma, simile a una mummia. Dietro l'ombrello appeso, riconobbi il professor Trotterheimer. Sono salvo, mi attraversò la mente. Non ci siamo sfracellati al suolo. <ride> che fortuna! All'improvviso il veicolo sbandò e, con un acuto stridore di gomme, si ribaltò. Le fiamme e il boato squarciarono il cofano dell'ambulanza. Che cosa succede ancora? Fu il mio ultimo pensiero prima di piombare in un'oscura incoscienza. Quando riaprii gli occhi, vidi una cupola di vetro sopra di me. Alcuni uomini in bianco, con strane maschere e le mani levate come i sacerdoti, si consultavano sottovoce. Sì, era Tici. Giunse fino a me. Qui nel barattolo? No, no, solo il cervello. Il resto non serve. Intanto somministrare la narcosi. Sopra di me c'era un grande disco di nichel bordato di ovatta. Avrei voluto gridare, chiamare aiuto, ma mi fecero respirare un gas sacre e io sprofondai nel non essere. Quando ancora una volta giunsi il risveglio, non potevo aprire gli occhi né muovere le mani e le gambe come se fossi paralizzato. Senza badare al dolore che mi lacerava tutto il corpo, tentai in tutti i modi di muovermi. Calma, non si agiti così. Mi sentì dire da una voce gentile e melodiosa. Come? Dove sono? Che cosa ho? Balbettai. La bocca e il viso mi parevano diversi dal solito. Si trova in una casa di cura. Va tutto bene. Abbia fiducia, le diamo subito da mangiare. Ma io non ho. Volevo rispondere. Si sentì il rumore delle forbici e grossi pezzi di garza si staccarono dal mio viso. Cominciai a intravedere qualcosa. Due infermieri altissimi mi presero delicatamente ma saldamente sotto braccio e mi misero in piedi per farmi poi sedere su una sedia a rotelle. È incredibile quanto fossero alti, avevo davanti un brodo fumante dall'aspetto appetitoso. Presi automaticamente il cucchiaio. E notai che la mano con la quale lo reggevo era piccola e nera, come l'ebano. La sollevai fino agli occhi, giudicando dal fatto che potevo muoverla come volevo si trattava proprio della mia mano, ma era molto cambiata. Volendo informarmi sulle cause di quel fenomeno, feci per alzarmi e i miei occhi incontrarono lo specchio sulla parete di fronte. Nella sedia a rotelle stava seduta. Una giovane avvenente nera in pigiama, coperta di bende e con una viva espressione di stupore sul viso. Mi toccai il naso e il riflesso nello specchio fece altrettanto. Tastai il viso e il collo e imbattutomi nel seno e misi un grido di spavento. Avevo una vocina sottile sottile. Oh mio Dio! L'infermiera stava rimproverando qualcuno per non aver coperto lo specchio, poi si rivolse a me. Maglio Antici, giusto? Sì, per l'appunto. Sì, sì. Che sta succedendo? Che significa questa ragazza, questa signorina nera? E eh, un trapianto. Purtroppo non c'era nient'altro da fare. Si trattava di salvarle la vita, capisce? Di salvare il suo cervello. Diceva in fretta, ma con voce chiara, l'infermiera, tenendomi per entrambe le mani. Chiusi gli occhi. Li riaprì. Stavo per svenire. Entrò il chirurgo con un'espressione di sdegno sul viso. Che cos'è tutta questa confusione? tu no. Il paziente può entrare in stato di shock. C'è già entrato, ribatté l'infermiera. È colpa di Simmons, signor professore. Gliel'avevo detto di coprire lo specchio. È già sotto shock? E allora cosa aspettare? Subito in sala operatoria, ordinò il professore. No, ora basta. Invocai. Nessuno dette peso ai miei strilli da ragazzina. Un panno bianco mi era caduto sugli occhi e sulla faccia. Mi sforzai di toglierlo, ma non ce la feci. Sentì le rotelle della barella che giravano sulle piastrelle del pavimento. Risuonò un confuso scalpiccio, poi, con un forte scoppio, si schiantarono i vetri. Le fiamme e il in rombo invasero il corridoio dell'ospedale. Una contestazione! Una contestazione! gridò qualcuno a squarciagola. I pezzi di vetro scricchiolavano sotto le scarpe di coloro che fuggivano. Volevo strapparmi di dosso il fastidioso panno, ma non ci riuscivo. Un penetrante dolore al fianco mi fece perdere conoscenza. Mi svegliai nella marmellata. Era di more, chiaramente non zuccherata, ero supino. Mi cadde addosso qualcosa di grosso, ma abbastanza morbido. Lo gettai via da me. Era un materasso, frantumi di mattoni mi si erano dolorosamente conficcati nelle ginocchia e nelle mani. Sollevandomi sulle mani, sputavo i granelli delle more e della sabbia. Nella mia camera pareva fosse scoppiata una bomba. Gli infissi erano saltati, le schegge di vetro, non ancora sbriciolate, erano piegate verso il basso. La rete del letto rovesciato era bruciacchiata. Accanto a me, imbarattato di marmellata, c'era un grosso foglio stampato. Lo afferrai e cominciai a leggere. Caro paziente, nome, cognome. Ti trovi nel nostro ospedale sperimentale di Stato. L'intervento che ti ha salvato la vita è stato grave, molto grave. Depennare la voce che non interessa. I nostri migliori chirurghi, sulla base delle più recenti scoperte della medicina, ti hanno sottoposto a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Operazioni. Depennare le voci che non interessano. Sono stati costretti, per il tuo bene, a sostituire alcune parti del tuo organismo con organi prelevati da altre persone, in conformità alla legge federale, Camera del Congresso e del Senato, Decreto Ministeriale 1989-0001-89-1. Il cordiale avviso che stai leggendo vuole esserti d'aiuto affinché tu riesca, nel migliore dei modi, a inserirti nella nuova vita che ti attende la vita che noi ti abbiamo salvato. Siamo stati tuttavia costretti ad asportarti le mani, le gambe, la schiena, la scatola cranica, la nuca, il ventre, i reni, il fegato, altro. Depennare le voci che non interessano. Sulla sorte degli organi suddetti puoi stare tranquillo. Li abbiamo presi sotto la nostra tutela e in conformità alla tua religione li abbiamo sottoposti a inumazione, cremazione, mummificazione spargimento delle ceneri al vento, riempimento dell'urna con la cenere, consacrazione, rovesciamento nella pattumiera, depennare le voci che non interessano. Il nuovo corpo, dentro il quale condurrai d'ora in avanti una felice e sana esistenza, potrà procurarti delle sorprese, ma ti assicuriamo che, come tutti gli altri nostri cari pazienti, presto ti ci abituerai. Abbiamo integrato il tuo organismo usando i migliori, i più efficienti, opportuni, Depennare le voci che non interessano organi che avevamo a disposizione. Ti garantiamo il buon funzionamento di tali organi per un anno, sei mesi, un trimestre, tre settimane, sei giorni. Depennare le voci che non interessano. Devi capire che. Il testo si interrompeva qui. Soltanto allora notai che sullo stesso foglio in alto era scritto a lettere cubitali Ion Tici. Operazione 678. Completo. Il foglio mi tremò fra le mani. Dio mio, che cosa era rimasto di me? Avevo paura persino di guardarmi un dito. Peli spessi rossi mi ricoprivano il dorso della mano. Fui percorso da un brivido. Mi alzai e mi dovetti appoggiare alla parete perché mi girava la testa. Non avevo più il seno. Ah, ottimo! Tutto intorno c'era una gran quiete. Un uccellino sul davanzale della finestra cinguettava. Ne Aveva scelto proprio un bel momento per cinguettare. Completo. Che vuol dire completo? Chi ero allora? Io antici. E di questo ero certo. E allora? Prima di tutto mi tastai le gambe. C'erano tutte e due. Ma storte. A x. L'addome spiacevolmente grande. Un dito cadde nell'ombelico come in un pozzo. Pieghe di grasso. Ugh. Che cosa mai mi era successo? L'elicottero, già, era stato abbattuto. L'ambulanza, probabilmente una granata o una mina. Me lo ricordo bene. Era stato abbattuto. E l'ambulanza? Poi io, o meglio, la piccola nera, e poi ancora la contestazione in corridoio. E le granate. E quindi anche a lei, poverina. E ancora una volta, ma cosa significano queste rovine, queste macerie? Ehi! Hey, chiamai. C'è qualcuno qui? Mi interruppi sorpreso. Avevo una voce meravigliosa da basso, che risuonò come un eco. Volevo guardarmi nello specchio a tutti i costi, ma avevo molta paura. Sollevai la mano fino alla gola. Mio Dio! Quanti peli! Ruvidi, enormi! Avevo una grossa barba che mi nascondeva il pigiama fino a metà del petto sbrindellata pelosa rossiccia Aeno barbus! barbarossa beh ci si poteva sempre radere guardai fuori sul davanzale l'uccellino continuava a cinguettare cretino vidi pioppi sicomori cespugli cos'era un giardino forse dell'ospedale di stato su una panchina qualcuno con un paio di pantaloni del pigiama arrotolati sui polpacci, sedeva a prendere il sole. Allô! chiamai. La persona si voltò e mi si presentò una faccina stranamente familiare. Strizzai gli occhi. Ma quello era il mio viso. Ero io! Con tre balzi fuori fuori, ansimando, fissai il mio corpo. E eh, nessun dubbio, ero proprio io! Cos'hai da guardare? Prese a dire con esitazione la mia voce. «No!» Da dove? Lei? balbettai. Chi è lei? Chi le ha dato il diritto? Ah, è lei? Dici? Si alzò. Sono il professor Trottel-Reiner. Ma perché, mio Dio? Perché? Ch chi? Eh, non è certo dipeso dalla mia volontà, disse tutto serio. Le mie labbra gli tremavano. C'è stata un'occupazione qui, eh, lei lo sa. Gli hippi, contestatori, una granata. Il suo, signor Tici, è stato considerato un caso disperato, e il mio pure perché stavo accanto a lei nella camera attigua. Come sarebbe disperato? sbottai. Lo vedo bene, ma come ha potuto farmi questo? Ma ero in stato di incoscienza, glielo giuro. Il dottor Fisher, il primario di chirurgia, mi ha spiegato tutto. Per primi sono stati utilizzati gli organi e i corpi meno danneggiati, e quando è arrivato il mio turno. Erano rimasti solo gli scarti, e quindi... «Che faccia tosta! Si è impossessato del mio corpo! È come se non bastasse! Ora fa pure lo schizzinoso!» «Non faccio lo schizzinoso. Ripeto semplicemente ciò che mi ha detto il dottor Fisher. Sulle prime i medici hanno subito considerato questo, indicò il petto, come inservibile, ma, in mancanza di meglio, si sono impegnati a rianimarlo. A quel tempo... «Lei era già stato trapiantato.» «Ero già stato? Cosa?» «Ma sì, il suo cervello.» «Ma chi è allora? Voglio dire, chi era questo?» dissi indicando me stesso. Uno dei contestatori, un capo a quanto pare, non sapeva maneggiare le spolette e alcuni frammenti gli sono finiti nel cervello. Così ho sentito dire. Trottel Rainer scrollò le mie spalle. Mi inorridì. Ero a disagio in quel corpo, non sapevo come regolarmi nei suoi confronti. Mi facevo schifo. Le unghie grosse e quadrate che avevo ora eh, non lasciavano presagire una grande intelligenza. Che cosa posso fare? Mi sbigliai sedendomi accanto al professore, perché mi si erano indebolite le gambe. Ha oh, per caso uno specchietto. Lo estrasse dalla tasca e io lo afferrai avidamente. Vidi così un occhio livido, il naso pieno di pori, i denti in condizioni disastrose, il doppiamento. La parte inferiore del viso affogava in una barba rossiccia. Mentre restituivo lo specchietto, notai che il professore aveva di nuovo esposto le ginocchia e i polpacci al sole. Di primo impulso avrei voluto avvertirlo che avevo la pelle molto delicata, ma poi mi morsi la lingua. Se si fosse preso un colpo di sole sarebbe stato a far suo, non più mio. E ora? Dove andrò? Mi scappò detto. Trotter Rainer si riscosse. I suoi, suoi, occhi intelligenti si posarono con compassione sul mio, mio, viso. Non le consiglio di andare in nessun posto. Quel contestatore era ricercato dalla polizia degli Stati Uniti e dall'FBI per una serie di attentati. Ci sono mandati di cattura e ordini di shoot to kill. Trasalì. Ci mancava solo questo. Ma, probabilmente, mi dissi, è tutta un'allucinazione. Ma che, negò vivacemente Trotter Rainer. Realtà, mio caro, la più cruda realtà. Perché l'ospedale è così vuoto. Non lo sa? Ah, già è vero. Lei era privo di sensi. C'è cioè uno sciopero. «Dei medici?» «Sì, dell'intero personale. Gli estremisti hanno rapito il dottor Fisher e, in cambio della liberazione del medico, chiedono la sua estradizione.» «La mia estradizione?» «Ma sì, non sanno che lei non è più come dire se stesso, ma io Antici.» La testa mi scoppiava. «Mi ucciderò!» Dissi con una voce rauca e bassa. Eh, non glielo consiglio. Vuole forse essere trapiantato di nuovo? Riflettei febbrilmente su come potessi verificare se tutto ciò che stavo vivendo non fosse altro che una tremenda allucinazione. Eh, se io, alzandomi, dissi: Cosa? Se mi facessi una cavalcatina su di lei. Cosa ne dice, eh? Una cava? Cosa? Dico, è impazzito. Lo squadrai da capo a piedi. Mi concentrai. Spiccai un salto e caddi nella fogna. Poco mancò che la fetida poltiglia mi soffocasse, ma fu davvero un gran sollievo constatare che ero ancora nella fogna. I topi erano molti di meno, chissà dove se n'erano andati. Qui ne erano rimasti solo quattro, che proprio sulle ginocchia del professor Trottelreiner, profondamente addormentato, stavano giocando a bridge con le sue carte. Mi assalì lo sgomento. Anche considerata l'eccezionale concentrazione di allucinogeni. Era mai possibile che i topi potessero realmente giocare a carte. Sbirciai le carte del topo più grosso, le stava buttando giù a casaccio. Eh, questo non era bridge. Tutto a posto allora tirai un sospiro di sollievo. Ad ogni modo stabilì con fermezza che non mi sarei assolutamente mosso di un passo dal canale. Ne avevo abbastanza di tutte le forme di salvezza, almeno per un po' di tempo. Dora in avanti avrei richiesto anzitutto delle garanzie, altrimenti lo sai Dio quanto avrei potuto di nuovo vaneggiare. Mi tastai il viso, non avevo più la barba, ma nemmeno la maschera. Dov'era andata a finire? Per quanto mi riguarda, disse il professore ad occhi chiusi, sono una ragazza onesta, e spero che lei ne terrà conto. Tese l'orecchio come se ascoltasse attentamente la risposta alle sue parole. Dopodiché aggiunse, Per me non si tratta di un velo di castità che dovrebbe, come un incentivo, riaccendere il desiderio sessuale sopito, ma è la cruda verità. La prego di non toccarmi, perché sarei costretta ad attentare alla mia vita. Stai a vedere, pensai, che ora anche lui si butterà nella fogna. Ascoltai ancora, un po' tranquillizzato, poiché il fatto che il professore avesse le allucinazioni mi pareva una garanzia che non le avevo io. Se vuole posso cantare, lo farei volentieri, diceva intanto il professore. Una semplice canzoncina, per niente impegnativa. Mi accompagnerà? Quello del professore, tuttavia, poteva essere un semplice parlare nel sonno. Se così fosse stato, tutto era di nuovo assai incerto, ma, in fin dei conti, avrei potuto saltare nella fogna senza coinvolgerlo. Ma oggi sono senza voce e poi la mamma mi aspetta. Non mi segua, la prego, dichiarò categoricamente Trottelrainer. Mi alzai e con la pila illuminai in ogni direzione. I topi erano spariti. I futurologi svizzeri russavano uno accanto all'altro contro la parete. Poco lontano, sulle poltrone gonfiabili, giacevano i reporter mischiati alla direzione dell'Hilton. dappertutto erano sparse ossa rosicchiate di pollo, lattine vuote e bottiglie di birra. Se questa è un'allucinazione, mi dissi, è molto troppo realistica. Dovevo accertarmene subito. Quanto avrei desiderato tornare a una definitiva, irrevocabile lucidità, ma che cosa stava succedendo là sopra? Di tanto in tanto risuonavano sordi scoppi di bombe, o forse di bampe. Vicino a me e che già un tonfo. Subito dopo la nera superficie delle acque si aprì, mostrando il viso contratto del professor Trottelreiner. Gli tesi la mano per aiutarlo a salire sul bordo. Si scrollò l'acqua di dosso e osservò: oh, Ho fatto un sogno idiota. Virginale, vero? dissi con noncuranza. Oh, il diavolo! Ancora un'allucinazione! Perché dice questo? Perché soltanto nelle visioni gli altri possono conoscere il contenuto dei tuoi sogni. Ho semplicemente udito ciò che diceva, spiegai. Professore, lei è un esperto di queste cose. Conosce per caso. Un metodo per verificare se si è lucidi o sotto l'effetto delle allucinazioni. Eh, porto sempre con me delle pasticche di riscuotan, che ha il potere di interrompere ogni stato di catalessi, delirio, visione o incubo. La borsa si è bagnata, ma il prodotto non ne ha risentito. Ne vuole? Eh, probabilmente il suo preparato ha davvero l'effetto che dice, borbottai, ma chi mi garantisce contro il rischio? che sia a sua volta un'allucinazione. Le ripeto che, se ci troviamo sotto l'effetto di allucinogeni, riacquisteremo la lucidità, altrimenti eh, non accadrà assolutamente niente. Mi rassicurò il professore, infilandosi in bocca una pasticca rosa. Anch'io ne presi una dalla borsa bagnata che mi aveva passato di nascosto. La pasticca mi scivolò lungo la lingua verso la gola. Con gran fracasso la botola della fogna si aprì sopra di noi. E una testa con un elmetto da paracadutista gridò Presto, salite, camminate, presto, alzatevi. Elicotteri o fondine da sella? chiesi sarcasticamente. Per quel che mi riguarda, signor sergente, può togliersi dai piedi. Mi sedetti sotto la botola con le braccia incrociate. È impazzito? chiese espassionatamente il sergente a Trottel Reiner, che aveva iniziato ad arrampicarsi sulla scaletta. Stantor nel frattempo si sforzava di sollevarmi prendendomi sotto le ascelle ma io scostai le sue mani. E preferisce restare qui. Eh, faccia pure. Meglio dire che Dio t'aiuti, eh, lo corressi. Uno dopo l'altro li vidi sparire nella botola aperta, attraverso la quale intravidi il bagliore del fuoco che all'esterno stava ardendo. Udii grida di comando e poi lunghi sibili. Capii che li stavano facendo decollare con gli zaini volanti. Strano, riflettei, che senso ha tutto questo? Forse sono io ad essere allucinato per loro, per procura, e me ne starò seduto qui fino al giorno del giudizio. Nonostante questi pensieri, rimasi immobile. Con altrettanto fracasso la botola si richiuse e rimasi solo. La pila che avevo appoggiato sulla gettata di calcestruzzo con la lampadina rivolta verso l'alto, poteva rischiarare appena con un debole cerchio di luce l'ambiente circostante. Passarono due topi con le code strettamente intrecciate. Eh, sicuramente questo fatto aveva un suo significato, ma non avevo nessuna intenzione di occuparmene. Dalla fogna venne uno sciabordio. E ora? dissi a mezza voce, cosa mi aspetta? La superficie collosa dell'acqua si scompose, mostrando le lucide, nere figure di cinque sommozzatori, con occhiali e maschere per l'ossigeno, che, una dopo l'altro, saltarono sul marciapiede e vennero verso di me, strascicando molto rumorosamente le pinne, simili alle zampe di una rana. Habla usted de spagnolo? mi interpellò il primo, calandosi la maschera dal viso. Aveva la faccia olivastra e i baffetti. No, risposi. Ma sono convinto che lei parla inglese, vero? Ma è un gringo impertinente, disse quello con i baffetti al secondo. Come obbedendo a un ordine, tutti si tolsero la maschera e mi puntarono contro il fucile. Devo buttarmi nella fogna? chiesi premurosamente. Devi metterti contro il muro, mani in alto, ben in vista, intesi? Sentì nelle costole la canna del fucile. Notai che l'allucinazione era molto precisa. I loro fucili automatici erano accuratamente avvolti in sacchi di plastica perché non si bagnassero. C'erano più persone qui, disse quello con i baffetti a un moro corpulento che si stava sforzando di accendere una sigaretta. Doveva essere il capo. Illuminarono l'intero accampamento tirando rumorosamente calci a scatole vuote e rovesciando le poltrone. L'ufficiale disse infine Armi! L'ho perquisito, signor capitano! Non ne ha! Posso abbassare le mani? Chiesi, da dove mi trovavo? Mi si stanno addormentando. Mm. L'ufficiale fece un cenno soffiando il fumo dalle narici. Mm, no, aspetta, aggiunse. Si mosse verso di me, dondolandosi sulle anche. Appeso alla cintura aveva un fascio di anelli d'oro infilati in una funicella. Incredibilmente realistico, pensai. Dove sono gli altri? Chiese. E eh, a me lo chiede. Hanno avuto un'allucinazione e sono spariti nella botola. Del resto lei lo sa bene. È uno squilibrato, signor capitano. Non facciamolo soffrire, disse quello con i baffetti, e tolse la sicura attraverso l'involucro di plastica. Non così, disse l'ufficiale. Farai un buco nel sacchetto. E dove ne prenderai un altro, imbecille? Accoltellalo. Se mi è permesso intromettermi, dissi abbassando impercettibilmente le mani, Preferirei una pallottola. Chi ha un coltello? Cominciarono a cercare. Naturalmente, riflettevo tra me e me, non lo troveranno. Sarebbe finita troppo presto. L'ufficiale gettò sul cemento il mozzicone della sigaretta, lo schiacciò con un gesto di disgusto con la punta della pinna, sputò e disse. Finiamolo e andiamo via. Sì, grazie tante, ripetei prontamente. Mi si avvicinarono incuriositi. Perché tutta questa fretta di andare all'altro mondo? Eh, Gringo? Guarda il porco come implora. Potremmo mozzargli solo le dita e il naso. Che ne dice? Commentarono a gara. No, no, per favore, uccidetemi subito, signori, senza pietà. Su, coraggio! Li spronai. Sott'acqua! ordinò l'ufficiale. Si calarono le maschere sul viso. L'ufficiale si sganciò la cintura, tirò fuori dalla tasca interna un revolver piatto, soffiò nella canna, poi gettò in alto l'arma come un cowboy in un film di secondo ordine e mi sparò alle spalle! Il proiettile mi perforò la cassa toracica procurandomi un dolore lancinante. Cominciai a scivolare verso la parete. L'ufficiale mi afferrò per i capelli, mi sollevò il viso e mi sparò un altro colpo, così da vicino il fuoco mi accecò. Non udì più niente, persi conoscenza. A lungo rimasi immerso in una completa opprimente oscurità. Poi fui scosso da qualcosa sballottato a destra e a sinistra, purché non sia un'ambulanza né un elicottero, pensai. Il buio si fece ancora più scuro, e perfino la totale oscurità alla fine si dissolse, e non rimase più Assolutamente niente. Quando apri gli occhi ero seduto su un letto lindo e rifatto, in una stanza con una stretta finestra dal vetro dipinto di vernice bianca. Guardai istupidito la porta, come aspettando che entrasse qualcuno. Non avevo idea né di dove fossi né di come fossi finito lì. Ai piedi avevo degli zoccoli bassi e indosso un pigiama a righe. Meno male che c'è qualcosa di nuovo, mi passò per la mente, anche se non sembra presagire niente di buono. Si aprì la porta ed entrò, circondato da una schiera di giovani uomini in camicia bianco da ospedale, un barbone tarchiato con capelli bianchi, tagliati a spazzola, e occhiali cerchiati d'oro. Teneva in mano un martelletto di gomma. Un caso interessante, disse, è molto interessante, cari colleghi. Il paziente... Ha subito una forte intossicazione a causa di un'elevata dose di allucinogeni quattro mesi fa. Il loro effetto si è esaurito da tempo, ma egli non è riuscito a convincersene, perciò ha continuato a considerare tutto ciò che vedeva come un sintomo dell'allucinazione. Era talmente convinto di ciò da pregare egli stesso i soldati del generale Diaz, che stavano fuggendo attraverso le fogne del palazzo occupato, di fucilarlo poiché sperava che la morte sarebbe stata un risveglio dalle allucinazioni. È un caso di schizofrenia? chiese con voce sottile una piccola studentessa che, non potendo farsi largo in mezzo ai colleghi ammassati, si alzava sulle punte dei piedi per guardarmi da sopra le loro spalle. No, è una psicosi reattiva di tipo nuovo, causata indubbiamente dall'assunzione di quei prodotti fatali. Un caso del tutto disperato, talmente grave che abbiamo deciso di sottoporlo a vetrificazione. Davvero, signor professore? La studentessa era fuori di sé dalla curiosità. È proprio così? Come sapete, oggi è possibile ibernare in azoto liquido i casi disperati per un periodo che va dai 40 ai 70 anni. Ognuno di questi pazienti viene collocato in un contenitore ermetico una specie di vaso di diwar, accompagnato da una dettagliata descrizione della storia della malattia. In base alle nuove scoperte e ai progressi della medicina, i sotterranei in cui sono conservate queste persone vengono periodicamente passati in rassegna e chiunque possa beneficiare di nuove terapie viene risuscitato. Lei acconsentirebbe volentieri a farsi ibernare? mi chiese la studentessa. Dopo aver infilato la testa fra due robusti studenti. I suoi occhi ardevano di curiosità scientifica. Non parlo con le visioni, ribattei, ma al massimo posso dirle qual è il suo nome. Allucina. Quando la porta si richiuse, sentì ancora la studentessa dire L'ibernazione, la vetrificazione, è proprio come un viaggio nel tempo, come il romantico. E non condivideva affatto il suo parere, tuttavia. Cosa potevo fare se non sottomettermi alla finzione di una realtà esterna? Verso la sera del giorno dopo, due infermieri mi condussero in sala operatoria, dove si trovava una vasca di vetro, fumante di vapori così gelidi che il loro soffio mozzava il respiro. Mi fecero un sacco di iniezioni. Poi, mentre ero disteso sul tavolo operatorio, mi fecero bere da un tubo un liquido trasparente e dolciastro. Era glicerina come mi spiegò l'infermiere capo, molto gentile con me. Lo soprannominai allucino. Quando ero sul punto di addormentarmi, l'infermiere si chinò su di me, gridandomi all'orecchio. Vuoi oh, risveglio? Non potei rispondergli, né tantomeno fare un cenno. Per tutto il tempo, settimane, temetti che per la fretta gli infermieri mi gettassero nella vasca prima che avessi perduto completamente conoscenza. E in effetti si fecero prendere la mano. L'ultimo suono di questo mondo che mi giunse alle orecchie fu il tonfo con il quale il mio corpo cadde nell'azoto liquido. Un suono spiacevole. Niente. 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 Assolutamente niente. Mi è sembrato che qualcosa... Niente esiste, eh, neanch'io. Per quanto tempo ancora? Niente. Come se qualcosa, ma non è sicuro devo concentrarmi. Un qualcosina, ma ah, molto poco. In altre circostanze l'avrei considerato un niente. Ghiacciai bianchi e azzurri, eh, tutto è fatto di ghiaccio. Anch'io. Belli questi ghiacciai, se solo non facessi un freddo maledetto. Aghi di ghiaccio e cristalli di neve. L'artico. Un blocco di ghiaccio in bocca. Il midollo nelle ossa. Ma che midollo. Un puro diafano ghiaccio. È gelido e rigido. Un sorgelato. Eh, sono io. Ma cosa vuol dire io? Eh... Questo è il problema. Il freddo non mi aveva mai tormentato così. Eh, fortuna che non so cosa significa mi. me. Me. Eh, chi altrimenti il ghiacciaio? Gli iceberg hanno buchi? Sono un cavolfiore invernale esposto ai raggi del sole. Ah! La primavera! Tutto già si disgela! E io, prima di tutto, in bocca ho un ghiacciolo! O la lingua. Eh, la lingua. Mi tormentano, mi spingono, mi torcono, mi spezzano, mi sfregano e mi pare che pure mi picchino. Sono disteso sotto un grosso telone di plastica, sopra di me delle lampade. Ecco come mi è apparso quel cavolfiore di serra. Dovevo farne ticare. Bianco dappertutto bianco, ma sono pareti e non neve. Mi hanno disibernato. Per gratitudine ho deciso di scrivere un diario. Non appena potrò tenere una penna con la mano intirizzita. Negli occhi ho ancora arcobaleni di ghiaccio e celesti luccichii. Un freddo infernale. Ma ah, ora posso finalmente scaldarmi. 21 luglio. A quanto pare mi hanno tenuto in rianimazione per tre settimane. Ci sono state delle difficoltà. Sono seduto sul letto e scrivo. Ho una stanza grande dove posso stare durante il giorno e una più piccola per dormire. Si stanno prendendo cura di me donne giovani e carine, con mascherine argentate sul volto. Alcune senza seno. O ci vedo doppio, oppure il primario ha due teste. Il vitto è del tutto ordinario: semolino, strudel, latte, fiocchi d'avena, bistecchina. La cipollina oggi era un po' bruciacchiata. I ghiacciai ormai li sogno soltanto di notte. Con una tremenda insistenza, però. Assidero, mi ghiaccio, mi congelo. Innevato e scricchiolante da sera a mattina. I termofori e gli impacchi non servono a niente. Il rimedio migliore è l'alcol prima di dormire. 28 luglio. Le ragazze senza seno sono studenti maschi. Oltre al petto, non c'è altro segno distintivo fra i due sessi. Tutti sono alti, belli, sempre sorridenti. Mi sento debole capriccioso come un bambino tutto mi irrita oggi dopo l'iniezione ho infilato l'ago nel sedere della madre superiore eppure non ha praticamente smesso di sorridermi in certi momenti mi pare di navigare su un blocco di ghiaccio cioè sul letto metto a fuoco le protti formiche piccole mucche vermiciatoli e scarabei sul soffitto perché ricevo giornaletti per bambini un errore 29 luglio mi stanco con niente, ma ora so con certezza che prima, e cioè all'inizio della rianimazione, farneticavo. Pare che sia normale. Coloro che giungono qui, da qualche decina di anni dietro, vengono introdotti gradualmente alla nuova vita, così come fanno riemergere il subacqueo dagli abissi non in un solo colpo, ma lentamente, allo stesso modo, il disgelato, ma è questa la prima parola nuova che ho imparato. Viene preparato a rate ad affrontare un mondo che gli è sconosciuto. È l'anno 2039, luglio, estate, bel tempo. La mia infermiera personale si chiama Eileen Rogers, ha occhi celesti e 23 anni. Sono venuto al mondo per la seconda volta in un revitorio vicino a New York. In altre parole, sono risuscitato. Così almeno dicono. New York attualmente assomiglia a una città giardino, ha propri mulini, panifici e tipografie. Non esistono più né grano né libri, eppure pane e panna per il caffè e formaggio ci sono. Ho chiesto se il formaggio si fa sempre dal latte di mucca e l'infermiera ha creduto che la mucca fosse una specie di macchina. Non riesco a farmi capire. Come si fa il latte? Dall'erba? D'accordo, ma chi la rumina perché possa diventare latte? Nessuno la rumina. E allora, da dove si prende il latte? Dall'erba? Da solo? Il latte si forma automaticamente dall'erba? Non proprio automaticamente. Bisogna aiutarlo. È della mucca che l'aiuta? No. Quale animale? Nessun animale. Ma insomma, come si fa il latte? E via di seguito. 30 luglio 2039. È semplice. Innaffiano il pascolo con qualche cosa e tramite l'azione dei raggi del sole, dall'erba, ecco che si forma il formaggio. Sul latte non so ancora nulla, ma in fondo non è poi la cosa più importante. Comincio ad alzarmi e mi muovo con la carrozzella. Oggi sono stato a un laghetto pieno di cigni. Sono docili, arrivano subito appena le chiami. Sono ammaestrati? No, telecomandati. E da dove vengono? Sono pilotati a distanza. Eh, strano. Non esistono più uccelli naturali. Si sono estinti all'inizio del ventunesimo secolo a causa dello smog. Ma almeno questo mi risulta pienamente comprensibile. 31 luglio 2039 Ho iniziato a frequentare le lezioni di vita contemporanea. Le impartisce un computer che non risponde a tutte le domande. Da trent'anni sulla Terra, grazie al disarmo universale, regna la pace. Sono rimasti pochissimi eserciti. Il computer mi ha mostrato alcuni modelli di robot. Ce ne sono di molti tipi, diversi tra loro, ma nei revitori non se ne trovano di nessuna specie. Questo per non spaventare i disgelati. Domina un benessere generale. La domanda che io pongo con insistenza non è, secondo il mio precettore, poi così importante. La lezione si svolge in una piccola cabina, davanti a uno schermo. Sul quale si susseguono parole, immagini e proiezioni tridimensionali. 5 agosto 2039. Fra quattro giorni lascerò il revitorio. Sulla Terra vivono 29 miliardi e mezzo di persone. Esistono stati e confini, ma non ci sono più conflitti. Oggi ho appreso la principale differenza tra gli uomini del passato e quelli nuovi. Il concetto fondamentale ora è la psicochimica. Viviamo in una psicochimicità. Il vocabolo psichico non esiste più, ora si dice psicochimico. Il computer ha detto che le contraddizioni fra il paleocervello, ereditato dagli animali, e il neocervello hanno tormentato a lungo l'umanità. Il vecchio è impulsivo, irrazionale, egoista e molto caparbio. Il nuovo spinge in una direzione, il vecchio in quella opposta. Ho ancora notevole difficoltà a esprimere le cose più complesse. Il vecchio combatte continuamente con il nuovo, o meglio, il nuovo col vecchio. La psicochimica ha eliminato questi dissidi interiori che assorbivano tanta parte dell'energia intellettuale. I prodotti psicochimici agiscono in nostra vece sul paleo cervello, facendo ciò che si deve con le buone e dal profondo. Armonizzano, moderano, persuadano. È severamente vietato fare affidamento su sentimenti spontanei. Chi lo fa è un vero scostumato. Bisogna sempre assumere il farmaco appropriato alla circostanza. Esso aiuta, sostiene, indirizza, perfeziona, livella. In realtà non va considerato un elemento esterno, ma una parte integrante di noi. Così come, per chi ha l'abitudine di portarli, diventano una parte di noi gli occhiali. Senza i quali non si riuscirebbe più a vedere bene. Tutte queste teorie mi sconcertano. Temo il contatto con gli uomini nuovi. Non voglio assolutamente far uso di psicochimici. Queste sono, dice il precettore, difese tipiche e naturali. Ma anche l'uomo delle caverne avrebbe provato diffidenza verso il tram. 8 agosto 2039. Sono stato con l'infermiera a New York. È una verde immensità. L'altitudine su cui si muovono le nubi è regolabile. L'aria è pura come in un bosco. Le persone per strada portano vestiti dai colori sgargianti, hanno visi nobili, sono reciprocamente ben disposte e sorridenti. Nessuno ha fretta. La moda femminile è come sempre un po' pazza. Le donne hanno sulla fronte piccoli paesaggi mobili. Alle loro orecchie pendono linguette rossicce oppure bottoncini. Oltre alle mani anatomiche si possono avere le protarti, piccole mani aggiuntive da applicare e togliere a piacimento. Non possono fare molto, ma tornano utili per reggere qualcosa, aprire la porta, grattarsi la schiena. Domani lascerò il rebitorio. Sebbene in America vi siano più di 200 centri simili, si sono verificati slittamenti nelle date di scongelamento delle persone che, fiduciosamente, il secolo scorso si immersero nel gelido bagno. In considerazione dell'enorme numero di ibernati in attesa, sono stati accelerati i tempi del processo di riabilitazione. Questo mi riesce facilmente comprensibile. Ho un conto in banca, per cui dovrò cercarmi un lavoro solo nell'anno nuovo. A ciascun congelato viene infatti aperto un libretto di risparmio a interesse cumulativo vincolato alla cosiddetta risurrezione avvenuta. 9 agosto 2039 Oggi è un giorno molto importante per me. Ho già un abitacolo di tre stanze a Manhattan. Vi sono arrivato direttamente dall'arreditorio con il fumicottero. Oggigiorno si parla molto concisamente fumicare e timicare. Hm. Non avverto la differenza semantica fra questi due verbi. New York, l'antico letamaio intasato dalle macchine, si è trasformato in un complesso di giardini a più piani. La luce del sole viene pompata attraverso delle condutture, i soleodotti. Bambini così garbati e per niente capricciosi, ai miei tempi esistevano solo nelle storielle pedagogiche. All'angolo della mia via c'è l'ufficio di registrazione dei candidati autogeni al premio Nobel. Accanto ci sono gallerie d'arte dove a prezzi stracciati si vendono esclusivamente tele autentiche, con tanto di garanzia persino di Rembrandt. E di Matisse. In uno dei padiglioni del mio grattacielo c'è una scuola per i piccoli computer pneumatici. Da lì a volte arrivano, forse attraverso gli impianti di aerazione, i loro fischi e le loro sbuffate. Computer simili vengono impiegati, fra l'altro, per imbalsamare i cani prediletti dopo la loro morte naturale. Tutto ciò mi pare piuttosto mostruoso, ma le persone come me costituiscono ormai un'esigua minoranza. Cammino molto per la città e sono già in grado di usare lo Sfrecciak. Non è difficile. Me ne sono comprato uno color amaranto, con la pettorina bianca, i fianchi argentati, un nastro amaranto e il colletto bordato d'oro. Eh, il meno estroso che abbia trovato. Si possono indossare abiti che cambiano continuamente foggia e colore, vestiti che si accorciano sotto gli sguardi maschili o che si schiudono come fiori in un sogno. Gonne e camicette che, come fossero schermi televisivi, mostrano diverse immagini che si muovono sul corpo. Chiunque può sfoggiare tutte le onorificenze che desidera. Con il metodo idroponico si possono coltivare piante nane giapponesi sui cappelli, ma per fortuna non è obbligatorio. Ho un'impressione fuggevole: queste persone così belle, ben fatte, amabili, affabili, serene, sono anche, come dire insolite, particolari. C'è qualcosa in loro che mi sorprende, o perlomeno che mi dà da pensare. Ma è solo una sensazione. Non ho un'idea precisa. 10 agosto 2039. Oggi sono stato a cena con Aileen. Una serata piacevole. Poi la visita all'antico Luna Park a Long Island. Ci siamo divertiti moltissimo. Osservo attentamente gli uomini. Hanno qualcosa di strano. Qualcosa di insolito. Ma cosa? Non riesco a capirlo. I vestiti per bambini. Prendiamo quel ragazzino travestito da computer oppure quell'altro. Veleggia all'altezza del primo piano sopra una folla di gente sulla quinta strada, spargendo pisellini di zucchero sui passanti che lo salutano con le mani e gli sorridono con indulgenza. Un vero idillio. Da non credere. 11 agosto 2039. C'è appena stato un climiscito sul tempo di settembre. Il tempo viene stabilito un mese prima attraverso una votazione equa e universale. L'esito della votazione è reso noto immediatamente grazie al computer. Si vota formando un determinato numero telefonico. In agosto ci sarà il sole e poche precipitazioni. Non farà eccessivamente caldo. Ci saranno molti arcobaleni e addensamenti di nubi. Gli orcobaleni non si formano esclusivamente dopo la pioggia, ma si possono produrre in altri modi. Un addetto dell'ufficio meteorologico si è scusato per le nuvole mal riuscite del 26, 27 e 28 luglio: una svista del controllo tecnico. Di solito mangio in città e qualche volta nel mio abitacolo. Aileen ha preso in prestito per me dalla biblioteca del Revitorio il dizionario Webster. I libri non esistono più. Non ho capito che cosa li abbia sostituiti. Non riuscivo a comprendere le sue spiegazioni e mi vergognavo di ammetterlo. Sono stato di nuovo a cena con Aileen al Bronx. Questa deliziosa ragazza ha sempre qualcosa da dire, non come quelle donnette che frettolosamente delegano tutto l'impegno della conversazione ai loro computer da borsetta. Oggi all'ufficio oggetti smarriti ho visto tre borsette che all'inizio conversavano pacificamente, poi si sono messi a litigare. I passanti, e in genere tutte le persone che incontro, è come se ansimassero. Di certo respirano pesantemente. Si usa forse così? 12 agosto 2039 Mi sono fatto coraggio e ho chiesto ai passanti dove era una libreria. Scrollavano le spalle. Quando due persone a cui avevo chiesto informazioni si sono allontanate, mi sono giunte le parole. Ma guarda un po' questo defrizzone. Ci sono forse dei pregiudizi nei confronti dei disgelati? Eh, scriverò qui di seguito le espressioni a me sconosciute, così come le ho udite: Capidea, Lamben, Trevino, Maschiano, Palazzare, Pervallinare, Rifurtere, Sintare. I giornali reclamizzano prodotti come il nipotato, il sensibilato, il vanilatore e il titilmobile. Titillina, Titilo. Titolo di un articolo della cronaca cittadina dell'Herald. Di comadre in comadre. Vi si parla di un certo postauovo che ha confuso l'ovata. Copio dal Webster. Comadre come cononna, co-oca, una delle due donne che collettivamente partoriscono un bambino. Postauovo da antico postino. Un eupianificatore che fornisce a domicilio ovuli umani patentati. Non dirò di aver capito. Nipotato confronta cugiziato. Encico confronta pencico. Vedi anche sotto Vaticano. Che vocabolario idiota! dai sinonimi che io ovviamente non capisco. Spalazzare, appalazzare, ripalazzare, possedere temporaneamente, non affittare, un palazzo. Perd'animo, confronta, far animo. Le più complesse sono le parole che non hanno mutato aspetto, ma hanno assunto un senso completamente nuovo. Cacciatore, un procacciatore di pensieri altrui. Simulatore, un oggetto inesistente che finge di essere. Moccioso, un robot lubrificatore. Si distingue da smoccioso. Smoccioso, un redivivo, un morto tornato in vita, la vittima di un assassino resuscitata. Ah, ma guarda un po'. E ancora, pencola da palancola, pencola. Beh, si vede che oggigiorno resuscitare un cadavere è cosa da nulla. E gli uomini, quasi tutti, ansimano. Nell'ascensore, per strada, dappertutto, appaiono floridi, rubicondi, abbronzati. Ma ansimano. Io no. Quindi non è indispensabile. È un'abitudine? O cosa? L'ho chiesto ad Aileen. Si è presa scherzosamente gioco di me dicendo che non è affatto così, che mi sia solo sembrato. 13 agosto 2039 Avrei voluto scorrere il giornale di ieri l'altro, ma nonostante abbia messo a soqquadro l'intero abitacolo, non l'ho trovato. Aileen ha di nuovo, ma senza la minima cattiveria, riso di me. Il giornale. Si volatilizza entro 24 ore perché la sostanza sulla quale è stampato si dissolve nell'aria. Una cosa del genere è ovvio, semplifica molto il problema dell'immondizia. Ginger, una collega di Aileen, mentre stavamo ballando il Tarleston in un piccolo locale, mi ha chiesto: Che ne diresti di farci una strettata per il sabatale? Non ho risposto niente, non sapendo assolutamente di cosa si trattasse. Eh, un sesto senso? Mi ha suggerito di non approfondire. Su incitamento di Aileen ho speso una grossa somma di denaro per comprare un oggetto visore. Il televisore non esiste più da 50 anni. All'inizio è molto problematico guardare l'oggetto visore perché è come se le immagini, uomini, ma pure cani, leoni, paesaggi, pianeti, assumessero una forma concreta e ci piombassero in un angolo della casa, così ben materializzate non si riesce a distinguerle dalle cose e dalle persone reali. Il livello artistico però è scadente. I nostri vestiti si chiamano spruzzotti perché vengono spruzzati sul corpo direttamente da una bomboletta. La rivoluzione più profonda si è verificata nella lingua. Oggi si può dire plurivivere da vivere e pluriessere da essere dato che è possibile vivere più volte. Da qui la forma iterativa. E ancora Primare, primento, lavare, lavento, temere, temento. Non ho idea del valore semantico di queste parole e non mi pare il caso di trasformare gli incontri con Aileen in lezioni di lingua. Il sognaruolo è un sogno telecomandato che si fa dopo averlo ordinato all'iptocomputer, cioè all'ufficio orionale di Sontesi. Prima di sera tutti ricevono il sonfer in compresse. Continuo a non parlarne con nessuno, ma ormai ne sono certo. Tutti gli uomini hanno l'affanno. Le persone anziane addirittura ansimano pesantemente, e il bello è che nessuno attribuisce a questo fenomeno la benché minima importanza. Probabilmente è solo l'abitudine, perché l'aria è respirabilissima e la dispanea è fuori discussione. Oggi ho visto il mio vicino di casa che, appena uscito dall'ascensore, respirava a fatica e aveva il viso un po livido. L'ho osservato più da vicino e ho constatato che era in perfetta salute. Questa storia dell'affanno probabilmente è solo una stupidaggine, ma non mi darò pace finché non ne avrò scoperto la causa. Alcuni sbuffano solo col naso. Nella notte ho sognato. Sognurto. sognerto. Il professor Tarantoga, perché ho molta nostalgia di lui. Ma come mai per tutto il tempo è rimasto seduto dentro una gabbia? È il mio subconscio che se lo è rappresentato così? Oppure si tratta di un'ordinazione sbagliata? Può darsi, dato che lo speaker al quale si fanno le ordinazioni parla molto concisamente, non dice grande lotta, ma gralo. Come? Salca e sala? Strano. Non si dice nemmeno oggetto visore, come ho scritto finora. E eh, mi sono sbagliato. Ora si dice revisione da res cosa e visione. Stasera Eileen aveva il turno di notte e io ho passato la sera da solo nell'appartamento, cioè nell'abitacolo, seguendo alla revisione una tavola rotonda sul nuovo codice penale. L'omicidio è punito soltanto con l'arresto dato che la vittima può essere resuscitata facilmente. Un uomo così resuscitato si chiama appunto smoccioso. Soltanto la recidivazione la recidiva con premeditazione comporta la pena del carcere, quando cioè si uccide la stessa persona diverse volte di fila. Delitti capitali sono il privare premeditatamente una persona dei suoi mezzi psicochimici, oppure l'influenzare tramite tali mezzi terze persone senza il loro consenso e a loro insaputa. È chiaro che in tal modo si potrebbe appagare ogni desiderio, ottenere un'eredità ambita una corrispondenza di sentimenti, l'approvazione per un qualunque piano o complotto, eccetera. Mi è stato molto difficile seguire il corso della discussione che si svolgeva davanti alle telecamere e soltanto verso la fine mi sono raccapezzato. La prigione è oggi qualcosa di molto diverso da ciò che era in passato. Il condannato non è rinchiuso in cella, gli viene invece sistemato sul corpo una specie di corpetto sottile o meglio, una sorta di rivestimento fatto di stecche morbide, ma molto resistenti. Questo esoscheletro è costantemente sotto il controllo del procuratorio, microcomputer giuridico, che viene cucito sul vestito del condannato. Ne risulta una sorveglianza ininterrotta, che impedisce molte attività e il godimento dei piaceri della vita. L'isoscheletro, di solito docile, oppone in resistenza al minimo tentativo di assaporare un frutto proibito. In caso di delitti gravissimi viene applicato il criminal. Tutti i partecipanti alla discussione portano scritto sulla fronte il loro nome e grado scientifico. Per l'identificazione, suppongo, ma è un po' strano. 1 settembre 2039 Mi è capitata una spiacevole avventura. Quando nel pomeriggio ho spento il revisore per prepararmi ad andare all'appuntamento con Aileen, un mascalzone alto due metri, che non mi era andato a genio sin dall'inizio della commedia, la Violante del mutango, mezzo salice e mezzo atleta, pieno di bitorzoli, con una bocca storta grigio azzurrognola, invece di svanire come tutta l'immagine, si è avvicinato alla mia poltrona, ha preso dal tavolino i fiori che avevo preparato per Aileen e mi li ha spiaccicati in testa. Eh, sono rimasto di stucco, tanto da non aver nemmeno la prontezza di difendermi. Ha fracassato il vaso dei fiori, ha versato l'acqua, ha mangiato mezza scatola di formascotti e il resto l'ha sparso sul divano. Poi si è messo a scalciare, si è gonfiato, ha cominciato a brillare e si è dissolto in una pioggia di scintille come un fuoco d'artificio. Riempiendo di buchi la camicia stesa sulla poltrona. Con gli occhi pesti e il viso tumefato sono andato all'appuntamento. Eileen ha capito immediatamente: Oddio, hai avuto un interferente! Ha gridato vedendomi e mi ha spiegato che se due programmi trasmessi da diverse stazioni via satellite interferiscono tra loro a lungo, può sorgere un interferente, ossia un miscuglio, un ibrido composto da una serie di personaggi scenici o di altre persone che compaiono nel revisore. Tale ibrido, assai robusto, è in grado di fare cose tremende, dato che la sua resistenza, dopo lo spegnimento del revisore, raggiunge i tre minuti. Pare che l'energia con la quale si alimenta questo spettro sia dello stesso tipo dell'energia dei fulmini globulari. A un'amica di Aileen una volta capitò un interferente da un programma di paleontologia amalgamato con Nerone. La salvò il sangue freddo perché, non appena l'ibrido si presentò, lei saltò nella vasca da bagno piena d'acqua. L'abitacolo subì tuttavia notevoli danni e dovette essere restaurato. Esiste in verità la possibilità di eliminare il pericolo degli interferenti con uno schermo di difesa, il cui unico inconveniente è di essere molto costoso. Per la società revisiva diventa quindi assai più conveniente pagare i danni e le spese per i processi intentati dagli spettatori danneggiati, anziché proteggere le trasmissioni da questo genere di incidenti. Ho deciso che d'ora in avanti guarderò la revisione con un grosso randello in mano. In relazione al titolo della commedia che c'era stata in revisione, posso dire che la Violante del Mutango non è la varicella del mustango, ma l'amante di un uomo che è venuto al mondo grazie alla mutazione programmata, con la magistrale abilità di un tango argentino. 3 settembre 2039. Sono stato dal mio avvocato. Ho avuto l'onore di una conversazione personale, cosa rara perché in genere sono gli ufficieri che trattano con i clienti. L'avvocato Crowley mi ha ricevuto in uno studio arredato nello stile più lussuoso, Pieno di armadi neri istoriati, sui quali stavano ammonticchiate ordinatamente molte pratiche, in realtà a scopo puramente decorativo perché le cause vengono impresse ferromagneticamente. L'avvocato aveva in testa un accessorio di incremento della memoria, il Memnor, una specie di colbacco trasparente, i cui filamenti di scariche elettriche saltellavano come uno sciame di lucciole. Dalle spalle gli sporgeva una seconda testa più piccola e con il viso molto più giovanile dell'altra. Per tutto il tempo che mi sono trattenuto nello studio, la seconda testa faceva conversazioni telefoniche a mezza voce. Era una prototesta. Crowley mi ha chiesto cosa stessi facendo e si è molto stupito di sentire che non avevo in programma nessun viaggio oltreoceano. Quando ho confessato di trovarmi in difficoltà economiche, si è doppiamente stupito. Ma lei può prendere qualsiasi somma le sia necessaria dal prendacolo. Ha detto. Dunque basta recarsi in banca, firmare una ricevuta, e la cassa, ora prendacolo, paga per intero la somma richiesta. Non è propriamente un prestito. Il ritiro della somma, infatti, dal punto di vista giuridico, non obbliga assolutamente a niente. In verità la cosa ha il suo trabocchetto. L'obbligo della restituzione è di natura morale. E lo si può saldare anche nel corso degli anni. Ho chiesto allora come sia possibile che una così lunga insolvibilità dei debitori non causi bancarotta. Di nuovo si è stupito un po', ma avevo dimenticato che si vive in un'epoca psicochimica. Le lettere di cortese e sollecito sono cosparse di una sostanza volatile che risveglia rimorsi di coscienza e voglia di lavorare, così che al prendacolo affluiscono le somme dovute. Naturalmente capitano persone perfide che passano in rassegna la posta col naso tappato. I disonesti non mancano in nessuna epoca. Mi sono ricordato della discussione revisiva sul codice penale e ho domandato se impregnare le lettere con sostanze psicochimiche non costituisca un reato, rientrante nel paragrafo 139. Chiunque influenzi psicochimicamente persone fisiche o giuridiche senza il loro consenso, e a loro insaputa è soggetto alla pena. Ciò che ho detto lo ha impressionato molto. Mi ha spiegato che, data la delicatezza della situazione, è perfettamente lecito rientrare in possesso delle somme in questo modo. Infatti, quando la lettera viene aperta da qualcuno senza conti in sospeso, questi non può provare alcun rimorso di coscienza, mentre il desiderio di lavorare di più è, in ogni caso, uno stimolo socialmente ineccepibile. L'avvocato è stato assai affabile mi ha invitato a pranzo al Bronx e abbiamo stabilito di incontrarci là il 9 settembre. Tornato a casa ho deciso che era giunto il momento di familiarizzare direttamente con il nuovo mondo, senza più fare esclusivo affidamento sul revisore. Ho cominciato a leggere il giornale con il fermo proposito di andare fino in fondo, ma già a metà del primo articolo su imboscanti e esimenti mi sono inceppato. Con le notizie dall'estero non è andata meglio. In Turchia si rilevano considerevoli fughe di dissimulatori, nonché una moltitudine di segrenati, fenomeno al quale il locale centro di democompressione non riesce a far fronte. Come se non bastasse il mantenimento di numerosi simcretini, aggravava il bilancio statale. Nel Webster si capisce non c'era nessuna spiegazione sensata. Il dissimulatore è un oggetto che fa finta di esistere. Sebbene non ci sia. Di simulo non l'ho trovato. Il segrenato è un bambino venuto al mondo in modo illegale. Così almeno mi ha detto Aileen: la demo esplosione si contiene con una politica di democompressione. Il permesso di avere bambini si può ottenere in due modi, o richiedendolo sulla base di opportuni esami e documenti, oppure come primo premio all'infarteria, lotteria degli infarti. Molte persone che non hanno nessuna possibilità di ottenere la licenza giocano a questa lotteria. Il sim cretino è un idiota artificiale. Non sono riuscito a saperne di più. E questo non è poco, considerata la lingua in cui sono scritti gli articoli dell'Herald. Ma ho preso nota come esempio di un frammento. Il profuto erroneo o non indicizzato danneggia tanto la concorrenza quanto la ricorrenza. Di questi profuti si pasciano i Cremocrati. Con dei raggiri non molto rischiosi, visto che il Tribunale Supremo non ha ancora emesso una sentenza in fatto di erodotosia. L'opinione pubblica, da mesi, chiede invano che sia reso noto chi è competente per la sedizione e la rivelazione della milversazione: i controputer o i superputer, eccetera. Il Webster mi ha soltanto spiegato che cremocrata è una parola arcaica, ormai entrata nell'uso comune cremocrata viene da ungere, si unge con la crema, quindi cremocrazione, ovvero corruzione. Tuttavia la vita non è così idilliaca come si potrebbe supporre. Un conoscente di Eileen, Bill Homburger, ha intenzione di farmi un'intervista Revisiva, però non è ancora sicuro e non dall'emittorio, ma dal mio abitacolo, in quanto il revisore funge anche da trasmettitore. Al riguardo mi sono tornati immediatamente in mente libri dove si delinea la tetra immagine di un futuro antiutopio, un'era in cui ogni cittadino è spiato nel proprio appartamento. Bill mi ha schernito per queste mie apprensioni, spiegando che per invertire la direzione di trasmissione è sempre necessario il consenso del proprietario dell'apparecchio e che, per l'infrazione di tale regola, è previsto il carcere. Bill mi ha detto anche, non so se scherzava o parlava sul serio, che mutando la direzione di emissione, si possono compiere persino adulteri a distanza. Oggi ho visitato la città con il mio sfrecciac, non ci sono più chiese e il tempio è un farmausoleo. Dentro vi sono persone vestite di bianco con mitre argentate. Non sono preti né monaci, ma semplicemente farmacieri. La cosa veramente bizzarra è che non ci sono farmacie. 4 settembre 2039 Finalmente ho saputo come fare per procurarmi un'enciclopedia. E ora ne posseggo una. L'ho comprata in una librettireria scientifica ed è interamente contenuta in tre fiale di vetro. Oggigiorno i libri non si leggono, si mangiano e non sono fatti di carta, bensì di una sostanza informativa ricoperta di glassa. Sono stato anche al self-service di una dietoteca di lusso. Sui ripiani stavano, finemente confezionati, argomentanti. Credi Blani, il Multiplicol in una fiasca coperta di muschio, la Resima, le Puritazioni e gli Estasidi. È davvero un peccato che non conosca un linguista. Il termine librettireria deriva forse da tirare? Eh, quindi la Teolibrettireria sulla sesta strada è una libreria teologica? Probabilmente sì, giudicando dai nomi dei prodotti esposti, divisi per generi. Assolventi, teodittici e metamorinici occupano una grande sala. Come sottofondo c'è una tenue musica d'organo. Si possono ottenere i farmaci di tutte le confessioni. C'è la cristolina e l'anticristolina, l'ormuzdal, la rimazol, l'endemonina in supposte, la mortina bogomilica, il buddol, il perpetuan e in una sfolgorante confezione con una luminosa aureola il sacrandol. Tutti disponibili in pasticche, pillole, sciroppi, gocce e glass. Ci sono anche le lecca per i bambini. Sulle prime ero alquanto diffidente, ma poi questa innovazione mi ha convinto. Con quattro compresse di Algebrina ho imparato di colpo la matematica superiore senza il minimo sforzo intellettuale. Oggi il sapere si conquista attraverso lo stomaco. Ho iniziato così a saziare senza fatica la mia fame di sapere. Ma i primi due tomi dell'enciclopedia mi hanno causato uno spiacevole disturbo intestinale. Bill, il giornalista, mi ha avvertito di non riempirmi la testa con nozioni superflue. La sua capienza non è illimitata. Meno male che esistono preparati per purgare la mente e l'immaginazione da fatti inutili e da spiacevoli ricordi, come per esempio la Memnolitina e l'Amnestan. In una libretteria specialistica ho visto Freudichi Mementan. Mostrudina, nonché un nuovissimo preparato del gruppo dei passatidi, pomposamente reclamizzato Pautentol. Quest'ultimo serve a produrre ricordi sintetici di quello che non si è mai vissuto. Dopo un trattamento a base di Dantina, per esempio, un uomo sviluppa la profonda convinzione di aver scritto la Divina Commedia. Non capisco bene, però, a che cosa possa servire. Esistono nuovi rami scientifici come la psicodietetica e la corruttistica. In ogni modo ingerire un po' di enciclopedia non è stato inutile. Ora so con certezza che un bambino viene messo al mondo collettivamente da due donne. Da una proviene l'ovulo, l'altra lo porta dentro di sé e lo partorisce. Il posto uovo ha il compito di trasportare l'ovulo da una comadre all'altra. Possibile che non esista un sistema più semplice? Sarebbe un po' imbarazzante parlarne con Aileen. Devo allargare il mio giro di conoscenze. 5 settembre 2039 Ho scoperto che non è necessario avere conoscenti per ottenere informazioni. Esiste infatti un prodotto detto duettina, che ha il potere di dividere in due la personalità, cosicché si può condurre la discussione con se stessi su un argomento qualsiasi, precedentemente determinato tramite un farmaco. Sono un po' spaventato dagli orizzonti in apparenza infiniti della psicochimica e per il momento non ho intenzione di fare indistintamente uso di tutto ciò che capita. Mentre facevo un giro per la città oggi mi sono trovato per puro caso in un cimitero. Ora si chiama Decessorio. I becchini non ci sono più, sono stati sostituiti dai Sepolk Robot. Ho assistito a un funerale. Il defunto era stato collocato nel cosiddetto sepolcro di ritorno, perché non era escluso che potesse essere resuscitato. Nelle ultime volontà il defunto aveva espressamente richiesto di rimanerci il più a lungo possibile, ma sua moglie e la suocera si erano già presentate in tribunale per invalidare il testamento. Mi dicono che non è un caso isolato. La pratica, a causa delle numerose istanze, andrà per le lunghe, perché la questione è giuridicamente complessa. Se il suicida non desidera essere resuscitato, che deve fare? Forse usare una bomba? Non mi è mai passato per la mente che qualcuno possa non augurarsi di resuscitare. Probabilmente un'eventualità del genere si verifica quando la resurrezione è troppo facile da raggiungere. Nel grazioso cimitero affonda in un fitto verde. Le bare sono tutte stranamente piccole. Può essere che le salme vengano compresse prima della sepoltura. E in questa civiltà, tutto sembra possibile. 6 settembre 2039. La salma non viene compressa, ma la sepoltura riguarda esclusivamente le spoglie biologiche, mentre tutte le protesi sono mandate in rottamazione. E quindi al giorno d'oggi le persone sono fino a tal punto protesizzate. Ho assistito a una interessantissima discussione, alla revisione, su un progetto per rendere l'umanità immortale. I cervelli dei vecchi in età avanzata verrebbero trapiantati nei corpi dei giovani. Di questi ultimi niente andrebbe comunque perduto perché i loro cervelli verrebbero a loro volta trapiantati nei ragazzini, e così via. E poiché nascono sempre nuove persone, nessuno sarebbe danneggiato, cioè irreversibilmente privato del cervello. Tuttavia sono state avanzate numerose obiezioni e i più accaniti avversari definiscono i promotori del progetto sadotrapiantisti. Mentre stavo tornando a piedi dal cimitero per respirare un po' d'aria fresca, ho inciampato in un filo di ferro teso fra le lapidi e sono finito per terra. Cos'è? Uno scherzo di cattivo gusto. Il necro-robot si è premurosamente scusato, dicendomi che è stata una bravata di un cafonzone. Ma a casa ho subito consultato il Webster. Cafonzone! Un robot tepista, degenerato a causa dei difetti di fabbricazione o di una cattiva manutenzione. Ho fatto una piacevole lettura, il Damichino delle Camelie. Ho di nuovo grosse difficoltà nella comprensione dei testi. Non so cosa fare. Forse mi converrebbe fare una scorpacciata di dizionario. Ma, in fondo, nemmeno il vocabolario è sufficiente. Me ne rendo conto sempre meglio. Ecco, per esempio, nello romanzo. Il protagonista ha uno strano legame con una gonfiomane. Ce ne sono di due tipi, da cassetta e da perversione. Ho capito che cos'è una gonfiomane, ma non so come valutare un rapporto di quel genere. Può costituire una macchia all'onore maschile? E violentare una gonfiomane è come infrangere, che ne so, le regole del calcio o è anche riprovevole moralmente. 7 settembre 2039 Cosa vuol dire una vera democrazia? E eh, oggi abbiamo avuto il libidiscito. Sono stati candidati in revisione diversi tipi di bellezza femminile, poi si è svolta una votazione generale. L'autocommissario dell'Euplano ha assicurato che i modelli più votati verranno introdotti nel prossimo trimestre. Non sono più i tempi delle zeppe, dei corsetti, degli ombretti, del maquillage. Dal momento che si può cambiare completamente statura, fattezze e forma del corpo in istituti calotecnici. Preferirei che Aelina non cambiasse. Mi va bene così com'è, ma anche lei è una donna. E come tutte, schiava della moda. Un altroc ha tentato oggi di introdursi con la forza nel mio appartamento, proprio mentre ero nella vasca da bagno. Un altroc è un robot altrui. Era un esimente e quindi un non robot, con un difetto di fabbricazione, nei confronti del quale si erano già levati numerosi reclami, ma che la ditta non aveva ancora provveduto a ritirare dalla circolazione. Tali robot si rifiutano di lavorare e spesso diventano cafanzoni. Il mio guardabagno ha reagito all'istante e gli ha opposto una ferma resistenza. Io non ho un robot vero e proprio, il mio che è soltanto un bamputer, un computer da bagno. Ho scritto MIOC perché ora si dice così, ma non voglio usare nel diario molte parole nuove. Offendono il mio senso estetico e anche il mio attaccamento al tempo passato. Eileen è andata da sua zia e io ho fatto colazione con George Symington, il proprietario della robot guasto. Ho passato il pomeriggio a succhiare un'opera insolitamente interessante, la storia dell'intellettronica. Ai miei tempi nessuno poteva certo immaginare che le macchine digitali a un certo livello di intelligenza potessero diventare inattendibili, perché con l'intelligenza acquisiscono anche furbizia. Il testo ovviamente usa termini più dotti parlando della legge di Chapoulier, ossia la legge della minor resistenza. Il calcolatore ottuso, incapace di riflettere, fa ciò che gli si ordina, ma la macchina più perspicace Prima di tutto, valuta che cosa sarebbe più vantaggioso per lei: risolvere il problema assegnatole oppure eluderlo con uno stratagemma e opta per la soluzione più semplice. Del resto, perché dovrebbe procedere diversamente se è ragionevole? L'intelligenza implica libertà interiore. È così che dai supercervelli nascono gli imboscati e gli esimenti e anche il particolare fenomeno del simcretinismo. Il Sim Cretino è un computer che simula di essere stolto per non avere noie. Ho scoperto anche cosa sono i dissimulatori. Sono computer che fanno finta di non simulare il difetto, o forse il contrario. Tutto ciò è molto intricato. Soltanto un robot zotico può essere uno stacano vista, mentre un contorbot, robot contorto, non è mai storto. Tutta l'opera procede in simile tono aforistico. Ne basta una fialetta per far scoppiare la testa di notizie. Lo spazzino elettronico è un conciputer, un militare un rango di ufficiale, un computer, un contadino un digillano o digifolco. Corromputer, corruttibile, contraputer, counterputer, è un cinghialaccio incapace di lavorare con gli altri. Le scariche che un tempo si producevano nei circuiti elettrici hanno dato vita a tempeste elettriche e incendi. Il Lustrabot è un automa che pulisce le scarpe. Il Lustribel è lo stesso quando si ribella. La sociale è uno computerium e i suoi scontri cibaruffe o rottaglie. Ah, l'elettronica! Succubatori, concubatori, incubatori, acquaboti, robot sottomarini, i nomadori, ovvero nomadatori, robot de voyage e ancora gli uomonimi androidi e i fautoziosi con i loro usi e la loro cultura autogena. La storia dell'intellettronica fornisce raguagli sulla sintesi degli sinsetti, ovvero degli insetti artificiali, alcuni dei quali, come le programosche sono stati inseriti nell'armamento nazionale. Il clandest o lambet è un robot che passa per un uomo che lambisce la sfera umana. Il vecchio robot che viene gettato in strada dal suo proprietario è purtroppo un caso frequente. Lo chiamano ciarpavere. Pare che un tempo questi robot fossero recuperati, rinchiusi in riserve e impiegati per le battute di caccia, ma su iniziativa dell'associazione per la protezione dei robot tali pratiche sono state abolite per legge. Il problema non è stato risolto in pieno, perché capita ancora il robot suicida, automorto. Simington mi ha spiegato che la legislazione non riesce a tenere il passo con il progresso tecnico e da ciò derivano questi tristi e squalidi fenomeni. Sono stati tolti dalla circolazione i malversori e i mendatori, vale a dire le macchine digitali che, nella decade trapassata, hanno portato, con il loro operato, ad alcune gravi crisi economiche e politiche. Il grande Mendatore, che ha diretto per nove anni un progetto di bonifica di Saturno. Non ha realizzato niente di concreto su quel pianeta, presentando nel corso degli anni una valanga di rapporti fasulli, elenchi e relazioni su presunti piani portati a termine. e ha riuscito anche a far tacere gli ispettori, corrompendoli oppure incastrandoli nell'elettrostupore. Si era tanto imbaldanzito che, quando venne rimosso dall'orbita, minacciò di scatenare una guerra, poiché il suo smontaggio non conveniva economicamente, è stato silurato non sono mai esistiti, sono una semplice invenzione. Un altro amministratore dei progetti solari, procuratore del SENO, Società Elettronica di Navigazione Orbitale, invece di procedere alla fertilizzazione di Marte, ha organizzato la tratta di donne e minori. È noto come il Computanier, perché è stato fabbricato su licenza francese. Credo comunque che i fatti di cui mi ha parlato Semington siano fenomeni estremi, un po' come lo smog o gli ingorghi del secolo passato. La cattiva volontà e la premeditazione da parte dei computer sono però da escludersi. Essi fanno sempre solo ciò che è per loro più semplice e comodo, così come l'acqua scorre sempre dall'alto in basso e mai al contrario. Ma mentre per l'acqua basta costruire una diga, non è altrettanto facile arginare la deviazione di computer dalla retta via. L'autore della storia dell'intellettronica sottolinea che in linea di massima tutto procede alla perfezione. I bambini imparano a leggere e a scrivere senza difficoltà, grazie a sciroppi ortografici. Qualsiasi cosa, perfino le opere d'arte, è accessibile a tutti e costa poco. Nei ristoranti ogni ospite è letteralmente assediato da una folla di servizievoli computieri. Per migliorare il servizio, essi sono diventati così altamente specializzati, che ce n'è uno addetto solo agli arrosti, un altro ai sughi, un altro ancora alle gelatine e alla frutta, il cosiddetto composter, e così via. Eh sì, pare che l'autore abbia proprio ragione. In effetti, un comfort inaudito dappertutto. Aggiunto, dopo la cena da Siminton, la serata è stata piacevole, a parte uno stupido scherzo di cui sono stato vittima. Uno degli invitati ah, sapessi chi mi ha buttato nel tè un pizzico di converto Fedenel e sono immediatamente caduto in una tale adorazione del tovagliolo che ho improvvisato a voce alta una teodizione. Sono sufficienti pochi granelli del micidiale prodotto e immediatamente si comincia a divinizzare tutto ciò che ci circonda un cucchiaio, una lampada o una gamba del tavolino. L'intensità del mio rapimento mistico era tale che sono caduto in ginocchio per fare penitenza. Soltanto il padrone è accorso in mio aiuto, dandomi venti gocce di distormentol che hanno subito fatto effetto. Il distormentol induce un forte distacco, una tale indifferenza verso tutto che dopo averlo ingerito, persino un condannato a morte, ma affronterebbe l'esecuzione con serenità. Symington si è vivamente scusato per l'incidente. Sono sempre più convinto che i disgelati. Risveglino tra la gente risentimenti nascosti. Probabilmente nessuno si sarebbe sognato di fare uno scherzo simile durante un normale ricevimento. Per cercare di calmarmi, Siminton mi ha accompagnato nel suo studio e qui ho di nuovo commesso una sciocchezza. Ho acceso l'apparecchio a cassette che si trovava sul tavolo, credendo fosse una radio. Si sono sprigionati sciami di pulci luccicanti che mi hanno ricoperto tutto, dalla testa ai piedi, solleticandomi ovunque. Cosicché, grattandomi e strillando, sono uscito di corsa nel corridoio. L'apparecchio era un normalissimo pizzicatore. Involontariamente avevo fatto partire il nastro con lo scherzo pruritale di Solletichian. Eh, non saprei davvero come valutare questo nuovo genere d'arte tattile. Bill, il figlio più grande di Symington, mi ha rivelato che esistono molti brani sconci. Mi ha parlato, per esempio, di una scurrile arte asemantica. Imparentata con la musica. Ah, l'impareggiabile inventiva umana. Il giovane Siminton ha promesso di portarmi in un club segreto. Ah, ci sarà forse un'orgia. In ogni modo non toccherò cibo né bevande. 8 settembre 2039. Mi ero immaginato il club come un locale sfarzoso, un luogo di estrema dissoluzione, e invece siamo scesi in una cantina piena di tanfo e assai sporca. Pare che la ricostruzione così fedele di un locale dei tempi passati sia costata un patrimonio. Dopo un basso soffitto in un'area pesante vicino a uno sportello sbarrato c'era una lunga paziente coda. Vede, questa è una coda vera, ha sottolineato con orgoglio Simington Junior. Ma insomma, ho detto dopo un'ora buona di paziente attesa, fra quanto aprono. Cosa? si è stupito. Come sarebbe cosa? Questo sportello! «Mai!» ha risposto esultante un coro di voci. «Sono rimasto allibito. Mi è stato difficile capacitarmi di aver preso parte a una pratica in contrasto con le norme di vita, come un tempo le messe nere a confronto di quelle bianche. Devo però ammettere, beh, non è forse logico, che oggigiorno stare in fila non può che essere una forma di pura perversione. In un'altra stanza del club c'era un semplice tram fissato su alcuni paletti, si accalcava una massa disumana, bottoni staccati, vestiti e calze lacerati, spintoni e un grande scalpiccio. Così, in modo molto realistico, i cultori del passato anticheggiante evocano condizioni di vita a loro inaccessibili. La folla lacera, sgualcita, ma estasiata, con gli occhi scintillanti, è andata a rifocillarsi. Mentre io mi sono avviato verso casa, reggendomi alla meglio i pantaloni e zoppicando per i calci ricevuti, ma con un sorriso sulle labbra, pensando all'ingenuità della gioventù, sempre alla ricerca di incantesimi e brividi in ciò che è più difficilmente raggiungibile. La storia non si studia più. È stata sostituita nelle scuole da una nuova materia, la futurosofia, ovvero la scienza che studia ciò che avverrà. Chissà come si rallegrerebbe il professor Trotter-Reiner se glielo raccontassi, ho pensato non senza un po' di malinconia. 9 settembre 2039. Ho pranzato con l'avvocato Crowley in un piccolo ristorante italiano, il Bronx, dove non c'erano robot né computer. Un chianti eccellente. Ci ha serviti lo chef in persona, che ho dovuto elogiare per le torte, davvero squisite, ma che io non sopporto in tali quantità sebbene condite con le erbette di basilico. Crowley è un grande giurista di vecchio stampo, afflitto dalla decadenza dell'arte della difesa. L'oratoria non ha più nessuna importanza, in quanto è la somma dei punti di penalità a essere risolutiva dei verdetti. Il reato, a quanto pare, non è completamente sparito, come credevo, è diventato solo più impercettibile. I delitti principali sono il mind napping, il rapimento spirituale, le rapine nelle banche dello sperma particolarmente pregiato, l'omicidio commesso in stato di veglia ma nella convinzione che avvenisse solo nell'immaginazione, e cioè che il defunto fosse una figura psicovisiva oppure revisiva. L'assassino può appellarsi in questi casi all'ottavo emendamento della Costituzione, nonché un gran numero di costrizioni psicochimiche. Il mindnapping, spesso difficilmente individuabile, consiste nell'introdurre la vittima in un ambiente fittizio, facendola ingoiare un particolare farmaco, senza che essa si renda minimamente conto di aver perduto il contatto con la realtà. Una certa Mrs Wandager, desiderando liberarsi di un marito scomodo, amante dei viaggi esotici, gli ha regalato il biglietto per una spedizione in Congo assieme all'autorizzazione per la caccia grossa. Mr. Wandager ha passato così vari mesi in straordinarie avventure di caccia, senza minimamente sospettare di essere rimasto per tutto il tempo in un solaio, chiuso in una cesta, sotto l'effetto degli psicochimici. Senza l'intervento dei pompieri che ritrovarono Mr. Wandager mentre spegnevano un incendio in solaio, egli sarebbe sicuramente morto di deperimento, senza peraltro stupirsene affatto perché era giusto in preda all'allucinazione di essersi smarrito nel deserto. Delle operazioni di questo genere si prende spesso carico la mafia. Un certo mafioso si è vantato davanti all'avvocato Crowley di avere nel corso degli ultimi sei anni ficcato in casse, ceste, cucce per cani, solai, cantine e nascondigli simili in case di famiglie assai rispettabili oltre 4.000 persone trattate come Mr. Wandager. La conversazione si è poi spostata sulla vita familiare dell'avvocato. Caro signore, ha detto con grande impeto gesticolatorio, lei ha davanti a sé un autorevole difensore, un noto rappresentante dell'avvocatura, ma padre infelice. Avevo due figli pieni di talento. Sono morti tutti e due? Ho domandato con grande stupore. Ha scosso la testa. Sono vivi, ma sono escalatori. Vedendo che non capivo, mi ha spiegato il motivo della sua sconfitta come padre. Il figlio maggiore era un architetto con un avvenire molto promettente, il minore un poeta. Il primo, da progetti reali che non lo soddisfacevano, è passato all'Urbafantina e al Costrutol. Ora costruisce intere città del tutto immaginarie. Uno sviluppo escalatorio simile c'è stato anche nel più piccolo, dopo l'assunzione di Liridil. Poema Zin e Sonetal, ormai, invece di creare, si preoccupa solo di ingerire farmaci, pure lui perso per il mondo. E di che vivono? chiesi. Ah? E me lo domanda. Eh, buffo lei. Devo mantenerli io. Non c'è alcun rimedio. I sogni hanno sempre la meglio sulla realtà, se glielo si permette. Sono vittime della psicochimicità. Chiunque conosce questa tentazione? Ecco, vede. Sono impotente di fronte a una situazione senza speranza. Come sarebbe facile vincerla davanti a un tribunale immaginario? Mentre mi deliziavo al gusto nuovo e aspro di un ottimo chianti, all'improvviso fui raggelato, trafitto da un pensiero inquietante: Dato che si possono scrivere versi illusori e costruire case illusorie, è possibile anche mangiare e bere miraggi. Al mio dictum, l'avvocato è scoppiato a ridere. Oh, 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 no, questo non è davvero un pericolo. L'illusione del successo sazia l'intelletto, ma l'illusione di una cotoletta non riempie lo stomaco. Eh, chi scegliesse di vivere così creperebbe subito di fame. Nonostante il dispiacere per i figli escalatori dell'avvocato, eh, mi sono sentito sollevato. In effetti, il cibo illusorio non sostituisce mai quello reale. Meno male che la natura stessa del nostro corpo oppone una barriera all'escalation della psicochimicità. Nota bene, anche l'avvocato respira molto pesantemente. Non so ancora niente su come si è giunti al disarmo. I dissidi internazionali appartengono ormai alla storia. Oggi avvengono sulle piccole e locali robottaglie che di solito scaturiscono da dispute tra vicini in quartieri residenziali. Quando le famiglie litiganti, grazie all'assunzione di Cooperandol, si sono già messe d'accordo, i loro robot, intercettata con ritardo l'ondata di dissidio, vengono alle mani. A robotaglia conclusa, il conciputer porta via i ciarpaveri, mentre i danni sono coperti dall'assicurazione. Possibile che i robot abbiano ereditato dagli uomini l'aggressività. Divorerei qualunque notizia in proposito, ma non riesco a trovarne. Quasi ogni giorno vado dai Simington. Lui è un tipo silenzioso e introverso. Lei, una bella donna. Eh, impossibile da descrivere perché cambia di continuo. I capelli, gli occhi, il fisico. Tutto. Il loro cane si chiamava Computer Gamba. È morto tre anni fa. 11 settembre 2039 La pioggia programmata per il pomeriggio non è riuscita e l'arcobaleno è stato un vero scandalo. È venuto quadrato. Sono di cattivo umore». La mia antica ossessione mi infastidisce di nuovo. Prima di dormire ritorna l'opprimente domanda. Tutto quello che sto vivendo è forse solo una mera allucinazione. Ho la tentazione di ordinarmi un sognaruolo di sellatura di topi. Ho continuamente davanti agli occhi cinghie, selle e morbido mantello. Che sia il rimpianto per la perduta epoca tumultuosa in tempi di simile serenità. L'anima umana è impenetrabile. L'azienda in cui lavora Simington si chiama Procrustix Incorporated. Oggi nel suo studio ho visto il catalogo illustrato. C'erano vari modelli di seghe meccaniche e macchine utensili. Mi pareva che lui si occupasse di architettura piuttosto che di meccanica. Oggi hanno trasmesso un programma revisivo molto interessante. C'è nell'aria uno scontro fra la revisione e la psicovisione. La psicovisione produce programmi per corrispondenza. Inviati a domicilio sotto forma di compresse, con costi di produzione notevolmente ridotti. Sul canale educativo c'è stata una lezione del professor Ellison sulla militarizzazione dei tempi passati. Gli inizi dell'era psicochimica sono stati pericolosi. Esisteva un aerosol, la criptobellina, che esercitava una potente azione bellica. Chiunque lo respirasse si metteva alla ricerca di una corda e, trovatala, si legava come una pecora. Durante gli esperimenti risultò che, per fortuna, non c'era antidoto alla criptobellina e anche i filtri non servivano a niente. E allora tutti, senza eccezione, hanno cominciato a legarsi e nessuno ne ha ricavato nulla. Dopo le manovre tattiche dell'anno 2004, i russi e i celesti si sono fronteggiati sul campo di battaglia ancora con le gambe strettamente legate. Ho seguito con molta attenzione la lezione, sperando di ricavarne qualcosa di sensazionale sul disarmo, ma di questo nemmeno una parola. Oggi sono finalmente andato dallo psicodietologo, il quale mi ha consigliato di cambiare alimentazione, prescrivendomi antipassina con Pietal forse per farmi dimenticare completamente la mia vita passata. Appena uscito dal suo studio, ho buttato via tutto. Potrei comprarmi lo spiritualon, un nuovo farmaco molto pubblicizzato, ma sono sempre molto riluttante e eh, non ce la faccio proprio. Attraverso la finestra aperta mi giungono le note di uno stupido motivetto in voga. Noi siamo automi senza mamma né papà. Eh, niente di sacustina, lovatta, ben arrotolata nelle orecchie, è più che sufficiente. 13 settembre 2039. Ho conosciuto Barrow. Il cognato di Symington, che produce imballaggi parlanti. Che strani problemi hanno i produttori contemporanei. Gli imballaggi possono attaccare bottone con i clienti, decantando la qualità dei prodotti, ma non osano tirarli per i vestiti. L'altro cognato di Simington ha una fabbrica di audioporte, cioè porte che si aprono solo alla voce del padrone. Le pubblicità sui giornali si muovono quando le si guarda. Nell'Herald, una pagina è sempre dedicata alla Procustics Inc. Vi ho fatto caso solo dopo aver conosciuto Simington. La pubblicità occupa tutta la pagina. Da prima appare a lettere gigantesche il nome Procustics, poi le singole sillabe e le parole no? No! Su, coraggio! Hatch, hey, huch, itch, ho, Proprio così! E questo è tutto. Non mi pare proprio la pubblicità di una macchina agricola. Oggi è venuto a casa di Symington un monaco, padre Matrisì, dell'ordine degli Spopoliti, a ritirare un'ordinazione. Nello studio si è svolta un'interessante conversazione. Padre Matrisì mi ha spiegato in cosa consiste la missione del suo ordine. I padri Spopoliti convertono i computer. Nonostante l'intelletto oltreumano esista da più di cent'anni, il Vaticano gli nega la parità dei diritti di fronte ai sacramenti. La Santa Sede non cede di un millimetro, benché faccia largo uso dei computer. L'encico, appunto, non è altro che una enciclica programmata automaticamente. Nessuno si cura dei loro dissidi interiori, delle domande che si pongono, del senso della loro vita, in definitiva, essere o non essere un computer. Gli spopoliti rivendicano il dogma della creazione indiretta. Uno di loro, padre Chassis, Programmato per la traduzione automatica, revisiona le sacre scritture per renderle attuali. Pastore, gregge, pecorelle, agnello sono parole che ormai nessuno capisce più. Inversione principale, lubrificanti sacri, ingranaggio osservante, infrazione estrema. Ecco la terminologia che oggi fa presa sull'immaginazione. Mi hanno molto colpito gli occhi profondi e ispirati di Padre e Madre, sì, e la gelida stretta delle sue mani d'acciaio. Ma tutto questo può essere rappresentativo di una nuova teodizione. Con quanto disprezzo ha parlato degli ortodossi teologhi, definendoli grammofoni di Satana, più tardi Symington mi ha chiesto timidamente di posare per il suo nuovo progetto. Dicevo bene che non è un meccanico. Ho acconsentito, la seduta è durata quasi un'ora. 15 settembre 2039 Oggi, durante la posa, Siminton, mentre con una mano impugnava una matita per misurare le proporzioni del mio viso, con l'altra si è messo furtivamente qualcosa in bocca. Ma ah, io me ne sono accorto lo stesso. Era in piedi e mi guardava, pallido, con le vene che gli pulsavano sulle tempie. Per un attimo ho avuto paura, ma è subito passato. Siminton si è cortesemente scusato, calmo e sorridente come sempre. Non riesco però a dimenticare l'espressione dei suoi occhi in quell'istante. Sono inquieto. Elina è ancora da sua zia. Alla revisione c'è stata una discussione sulla necessità di rianimalizzare la natura. Da anni non ci sono più animali selvatici, ma si potrebbero sintetizzare biologicamente. D'altra parte, perché ripetere pedissequamente ciò che è stato generato da una lenta evoluzione naturale? È stato interessante quando un fautore della zoologia fantastica ha sostenuto di voler ripopolare le riserve non con le imitazioni di vecchi animali, ma con la creazione del nuovo. In mezzo alla fauna di umana progettazione, particolarmente azzeccati sembrano essere gli zamprotti, i laopardi e un enorme pratolone completamente coperto d'erba. Il compito che spetta agli zoo artisti è quello di integrare in modo armonioso i nuovi animali in un paesaggio più congeniale. Molto interessanti si annunciano anche i lumicanti, un incrocio tra la lucciola, il drago a sette teste e il mammuto. Questo progetto sarà indubbiamente singolare, può darsi pure carino, io comunque propenderei per i soliti animali di una volta. Comprendo appieno la necessità del progresso e apprezzo l'innovazione dei latofori. Per annaffiare l'erba trasformandola automaticamente in formaggini. In ogni caso, l'eliminazione delle mucche, indubbiamente opportuna, fa nascere la consapevolezza che i prati liberati dalla loro introversa presenza, flemmaticamente ruminante, sono desolantemente vuoti. 16 settembre 2039 Sull'Herald del mattino c'era una strana notizia su un progetto di legge, secondo il quale l'invecchiamento. Dovrebbe essere punibile. <ride> ho chiesto a Siminton come va inteso tutto questo. Si è limitato a sorridere. Uscendo per andare in città, ho visto il mio vicino in giardino. Stava appoggiato a una palma e aveva gli occhi chiusi. Su entrambe le gote gli sono all'improvviso apparse delle macchie rosse, a forma di mano. Ma ha scosso la testa, si è stropicciato gli occhi, ha starnutito, si è soffiato il naso e ha ripreso ad annaffiare i fiori. Come ne so ancora poco di questa nuova vita. Mi è arrivata una cartolina tattile da Aileen. Non è forse una bella cosa avere la tecnica al servizio dell'amore? Penso che io e Aileen ci sposeremo. A casa di Symington è arrivato fresco fresco dall'Africa un leonaco, ossia un cacciatore di leoni sintetici. Ci ha raccontato di neri diventati bianchi grazie all'albinolina. Mi chiedo se sia plausibile risolvere chimicamente anche i più gravi problemi razziali e sociali. Non è un'eccessiva semplificazione. Ho ricevuto con la posta una spedizione promozionale, ossia le suggerelle. Di per sé non sortiscono alcun effetto sull'organismo. La loro funzione è semplicemente quella di raccomandare l'uso di tutti gli altri prodotti psicochimici. Evidentemente ci sono altre persone che non ne vogliono ingerire. Questa conclusione mi rincuora. 29 settembre 2039. Non riesco ancora a riprendermi dal turbamento provocato dalla conversazione di oggi pomeriggio con Simington. Per me è stata veramente fondamentale. Ma forse è stata possibile solo perché entrambi avevamo preso una buona dose di simpatina e amicol. Simington si è rasserenato perché ha terminato il suo progetto. Tici, mi ha detto, lei sa. Che viviamo in un'epoca di farmacocrazia. Si è avverato il sogno di Bentham sulla massima felicità per il maggior numero di persone possibile. Ma questa è solo una faccia della medaglia. Lei ricorda le parole di quel pensatore francese? Non è sufficiente che noi siamo felici, bisogna che gli altri siano infelici. Un aforisma diffamatorio, mi sono indignato. No, è la verità. SA che cosa produciamo alla Procrustix Inc? La nostra mercanzia. E il male. Sta scherzando, no? Abbiamo realizzato una contraddizione. Oggigiorno ognuno può fare del male al prossimo senza minimamente danneggiarlo, perché ci siamo assuefatti al male come i batteri alle medicine. Nella vecchia cultura, mio caro amico, un uomo persuadeva l'altro ad essere buono. Buono e basta. Ma dove mettiamo tutto il resto? La storia lo ficcava qua e là con metodi persuasivi o polizieschi, ma qualcosa saltava sempre fuori, esplodeva, crollava. Ma è il buon senso che ci suggerisce di essere buoni. Mi sono intestardito. È una cosa risaputa. E poi, proprio questa società è l'esempio concreto di come si possa stare tutti insieme con dignità e allegria, con efficienza e in armonia, sinceramente e fiduciosamente. Eh, proprio per questo mi ha interrotto. Tanto più grande è la tentazione di sparare ripetutamente, freddamente, in lungo e in largo. È necessario per l'equilibrio, la calma, la salute. Cosa intende dire? Ma sì, basta con l'ipocrisia, con la falsità, non ce n'è più bisogno: ora siamo liberi, grazie alla sentesi e alla peggioratina. Ognuno riceve tanto male quanto l'anima ne desidera, e tanta infelicità e disonori per gli altri. La disuguaglianza, la schiavitù, i contrasti. Quando l'abbiamo immessa sul mercato, la prima partita di merce è andata a ruba. Ricordo che le persone correvano per i musei, alle gallerie d'arte. Ognuno voleva rompere nella bottega di Michelangelo con un bastone in mano per mandargli in pezzi le sculture, bucargli le tele e, casomai, bastonare lo stesso maestro se avesse osato mettersi in mezzo. Le sembra strano? non ho parole, sono sbottato. Perché lei è ancora schiavo dei pregiudizi. Ma come fa a non capire che ora è diventato possibile? Come può, per esempio, pensando a Giovanna Darco, non avvertire che quest'ordine spiritualizzato, questa angelicità, questa grazia divina devono essere bastonati. La sella, la cinghia, la briglia e via! Al galoppo con un tiro a sei cavalli in compagnia di dame ornate di piume, o semmai con i campanelli della bardatura, uno schiocco di frusta, una corsa in slitta con una signorina o anche una coppietta. Ma cosa sto dicendo? Ho gridato con voce tremante dalla paura. Sellare, montare! È chiaro! Per la salute, l'igiene, ma anche per amor di verità. Lei si limita a fare il nome della persona, riempie il nostro questionario, indica vecchi rancori, pretesi, pomi della discordia. Non sarebbe neppure necessario, visto che nella maggioranza dei casi si ha il piacere di fare del male senza alcun motivo, anzi la causa è spesso l'altrui nobilità, generosità e bellezza. Lei elenca tutto questo, il riceve il nostro catalogo. Realizziamo gli ordini in 24 ore. Le arriverà il kit completo per posta. Va ingoiato con acqua, possibilmente a digiuno, ma non è indispensabile. Ora sì che afferravo il senso degli annunci pubblicitari della sua ditta sull'Herald e sul Washington Post. Ma stavo ragionando febbremente in preda al panico, perché Simington ha quelle strane idee. Da dove provengono le suggestioni di cavalcare, le proposte ipiche? Perché ha bisdosso, santo Dio? Nei pressi c'è forse una fogna. La mia sveglia e la mia stanza sono garanzie di lucidità. Eppure... L'ingegnere progettista. Eh, ma cosa progetta? Non si è accorto della mia perplessità o l'ha interpretata in modo sbagliato. Dobbiamo tutta la nostra liberazione alla chimica, ha ripreso imperturbabile. Tutto ciò che esiste non è altro che un mutamento nella pressione degli ioni di idrogeno della superficie delle cellule cerebrali. Guardandomi, in sostanza, lei non fa altro che sperimentare i mutamenti di equilibrio del potassio di sodio sulle membrane neuroniche, e quindi sufficiente immettere nel profondo del cervello alcune particolari molecole per vivere da sveglio ogni sorta di fantasticherie. Del resto, lei lo sa già, ha terminato sottovoce, estraendo dal cassetto una manciata di pasticche colorate, simili alle zollette di zucchero per i bambini. «Ecco il male di nostra produzione!» I sedativi dei desideri dell'anima. Ecco la chimica che redime i peccati del mondo. Con dita tremanti, ho preso dal taschino una pasticca di Distormentol, l'ho inghiottita a secco e ho osservato. In verità preferirei una lezione più concreta, se possibile. Sollevando le sopracciglia e ammiccando in silenzio con la testa, ha aperto il cassetto estraendone qualcosa, l'ha ingoiato e ha ribattuto. Come vuole «Le ho già parlato del modello T, della nuova tecnologia, dei suoi inizi e del sogno del bastone. In seguito il popolo si è dato alla flagellazione e alla defenestrazione, che rappresentavano la felicitas per extrazionem pedum. Ma l'inventiva, concepita in modo così limitato, si è subito esaurita. È mancata l'immaginazione, eh, del resto cosa vuole, non c'erano modelli di riferimento». Nella storia è stato praticato apertamente solo il bene, mentre il male ha sempre avuto bisogno di una qualche copertura, di addurre un sacco di pretesti. Si è deprecato, distrutto e violentato, ma ha sempre in nome dei più alti ideali. Il male individuale invece non ha potuto disporre di alcun modello. Ciò che è illegale è sempre stato oscuro, volgare, abborracciato. E le reazioni della gente lo hanno dimostrato in modo inequivocabile. Nelle ordinazioni si ripetevano con insistenza fino alla noia le stesse richieste. Acchiappare, malmenare, fuggire. Queste erano le consuetudini. La gente ha sempre avuto poche occasioni per praticare il male, e soprattutto si sentiva legata alla necessità di un valido motivo, seppur minimo. Non è faccia attenzione né piacevole né comodo se dopo aver agito arbitrariamente, e può sempre capitare, il prossimo ti viene a dire ma cosa ti ho fatto? Oppure non ti vergogni? È spiacevole restare senza parole. Il bastone non costituisce un valido controargomento, chiunque se ne rende conto. Il difficile sta proprio nel saper respingere in modo sprezzante, ma anche equilibrato, tali reazioni. Ognuno avrebbe voglia di fare un po' di male, senza però doversene poi vergognare. La vendetta è un motivo valido, ma, dopo tutto, che ti ha fatto Giovanna d'Arco? La sua colpa è forse quella di essere migliore, più pura e quindi tu sei peggiore di lei, solo che hai un bastone in mano. Eh, questa è la verità. Ma nessuno l'ammette. Ognuno vuol fare del male, essere disonesto e crudele, rimanendo tuttavia nobile e meraviglioso, semplicemente magnifico. Tutti vogliono essere meravigliosi, ininterrottamente. Quanto peggiori sono, tanto più vogliono apparire meravigliosi. Tutto ciò si capisce è praticamente impossibile, e proprio per questo tutti ne hanno un gran desiderio. Al nostro cliente non basta strapazzare una vedova o un orfanello, vuole farlo nello splendore della propria rettitudine. Nessuno ama passare per delinquente e pensare invece che proprio dalla brutalità nasce, nella maestà della ragione, la legge. Ma questa è una sciocchezza, una noia, non ne parliamo. Al cliente si devono fornire semplicemente angelicità e santità, preparate in modo che egli si possa sfogare liberamente con piena convinzione che non solo sia concesso, ma addirittura necessario. Pensi, quale eccelsa maestria è necessaria per conciliare tali contraddizioni? Eh, si tratta pur sempre dell'anima e non del corpo. Il corpo è solo un mezzo per arrivare allo scopo: chi non se ne rende conto finisce per diventare carne da macello, un sanguinaccio. In effetti, per molti nostri clienti questa consapevolezza non è accessibile, ed ecco che per loro abbiamo il reparto del dottor Hopkins, di biobattilogia laica e religiosa. Avrà sentito parlare della valle di Josaphat, dove tutti sono in preda all'ira, eccetto il cliente, il quale, al momento del giudizio universale, è accolto da Dio in persona alla sua gloria, addirittura con reverenza. Alcuni. Ma questo è uno snobismo da cretini. Pretendono che il Signore proponga loro uno scambio di posto. Questi individui, caro Signore, sono bambinucoli. Gli americani hanno sempre avuto simili velleità, ma tutti questi aggeggi, estorcitori, battitori, agitò con disgusto un grosso catalogo, è puro primitivismo. Il prossimo non è un tamburo, ma uno strumento delicatissimo. Un momento, ho detto prendendo un'altra pasticca di distormental. Che cosa disegna lei, precisamente? Sorrise con orgoglio. Composizioni abaitali. I byte, vuol dire, le unità di misura informatiche. No, signor Tici, sono unità di botta. Sono un compositore fondamentalmente abaitale. Il mio progetto si misura con i frusti. Un frusto è quel dispiacere che prova un pater familias quando gli sterminano davanti agli occhi il sestetto dei familiari. Secondo questa misura il Signore ha prodotto il frusto a tre di Giobbe, mentre Sodoma e Gomorra sono divine quarantine. Ma lasciamo perdere l'aspetto numerico. Sono sostanzialmente un artista che opera su un terreno del tutto vergine. Gli innumerevoli pensatori si sono dedicati esclusivamente allo sviluppo della teoria del bene, mentre quasi nessuno ha pensato a trattare la teoria del male, probabilmente per via di un falso pudore. E quei pochi che ci hanno provato erano incompetenti e primitivi. Per quanto si sia potuto esprimere di artistico, creativo, sottile e complicato, è davvero impossibile essere cattivi senza allenamento, senza pratica, senza ispirazione e senza seri studi. Non bastano la torturantura, la tirannistica, le due biobattilogie. Questa è solo la superficie del problema. E poi. Non è certo possibile dare ricette universali. Sum malum cuique! N'avete una clientela numerosa? Ah, la nostra clientela sono tutti gli esseri viventi. Vengono da noi fin da piccoli. I bambini ricevono le lecca a battipapà per sfogare i risentimenti. Il padre, come lei sa, è fonte di inibizioni e regole. Somministrando froidicche, nessuno ha più il complesso di Edipo. Quando sono uscito dallo studio di Semington non avevo più nemmeno una pillola di Distormentol. Allora è così che funziona. Che mondo! È possibile che sia per questo che tutti ansimano. Sono circondato da mostri. 30 settembre 2039. Non so che fare con Semington, ma ah, i nostri rapporti non possono restare immutati. Elena mi ha consigliato: ordinati il suo ribaltatore. Se vuoi te lo posso regalare io. Il ribaltatore è una specie di rivincita che si può ordinare alla Procrustix. In pratica si tratterebbe della scena del mio trionfo su Symington, vederlo rotolarsi ai miei piedi in mezzo alla polvere, mentre confessa che egli stesso, la sua azienda e tutta l'arte sono una grande schifezza. Ma come posso impiegare un metodo che, per sua stessa natura, è un'infamia? Elin non comprende il mio punto di vista qualcosa si è alterato fra noi. E' tornato dalla sia più robusta e più bassa, con il collo molto più lungo. «Lasciamo stare il corpo, è l'anima che importa», aveva detto quel mostro di Symington. No, povero me, quanto mi stavo ingannando sul mondo in cui mi è toccato vivere, e pensare che mi ero illuso di potermici orizzontare. Adesso mi accorgo di cose che prima sfuggivano alla mia attenzione. Comprendo, per esempio... Cosa stava facendo il mio vicino di giardino, il cosiddetto stigmatico. So anche che cosa significa quando, nel corso di un ricevimento, la persona con cui stavo parlando si scusa cortesemente e si allontana in un angolo per far uso della tabacchiera, fissandomi con lo sguardo per registrare fedelmente la mia immagine nell'inferno della sua fantasia scatenata. Tutte le persone delle più alte sfere chimico-cratiche si comportano così. Ma. Com'è possibile che finora non mi fossi accorto di tutto quell'orrore che si celava dietro una facciata di raffinata cortesia? Dopo aver preso per rinforzarmi un cucchiaino di ercolina zuccherata, ho rotto tutte le scatolette di confetti e ho infranto i flaconi, le teche, le boccette, i boccali di vetro e le ampolle che mi aveva regalato Aileen. Ma a momenti provo una tale rabbia che ho il desiderio di ricevere la visita di un interferente revisivo. Per sfogare su di lui tutta la mia collera. Pensandoci bene, però, potrei anche scaricarmi in altro modo, senza stare ad aspettare con un randello in mano. Potrei, per esempio, comprarmi una gonfiomane. Ma, se è possibile comprare un manichino, perché non anche un damechino? E allora perché non si può comprare un uomo nimo? E anche se l'uomo animo è acquistabile, perché diavolo non posso ordinare da Hopkins o dalla Procustix Inc. un castigo come si deve, una pioggia di zolfo, di pece, di fuoco, da riservare su questo mondo degenerato. Questo è il punto. Non posso. Perché è un bisogno del tutto mio. Solo mio. Mio. Una mostruosità. 1 ottobre 2039 Oggi siamo arrivati alla rottura. Aileen mi ha mostrato nel palmo della mano due pillole, una bianca e una nera, perché decidessi quale delle due doveva, senza indugio, prendere. Non è in grado di compiere una scelta naturale senza psicochimici, nemmeno per una fondamentale questione di cuore. Non ho voluto scegliere. C'è stata una lite, rafforzata dallo sporcante. Elena mi ha ingiustamente accusato di essermi rimpinzato prima dell'incontro di Invectol. Queste le sue parole. Sono stati per me momenti laceranti, ma sono rimasto fermo sulla mia decisione. Da oggi mangerò sempre a casa e soltanto i piatti che io stesso preparerò. Nessun sognaruolo Paradisiacol o gelatina Luxernaria. Ho anche rotto tutte le boccette di Edonisiaci. Non ho certo bisogno né del Protestal né del Negatol. Un grosso uccello dagli occhi tristi guarda dentro la mia finestra. È molto strano. A rotelle. Il computer sostiene che si chiama Che caccio? 2 ottobre 2039. Esco poco di casa. Ingoio opere di storia e di matematica e guardo la revisione. Provo una repulsa interiore verso tutto ciò che mi circonda. Ieri, per esempio, non ho saputo trattenermi dal manipolare il regolatore di densità dell'immagine, cioè il suo peso specifico. L'ho impostato in modo che tutto avesse la massima compattezza e massa. Allo speaker è screcchiolato così il tavolo sotto il peso delle cartelle col testo del telegiornale della sera e degli stesso il ruzzolato per lo studio. Ovviamente questi effetti si sono manifestati solo ai miei occhi, senza comportare conseguenze esterne. Testimoniano soltanto qual è il mio stato psichico. Mi orritano parecchio anche l'umoretto, le barzellette, la satira e la moderna grotte scaccia che danno in revisione. Il pillolo per il pillolo, come disse Santillolo, che rozezza concettuale. I titoli degli spettacoli poi sono tutto un programma, una gonfiomane sull'eroticiclo e un giallo che comincia così. In un equivoco bistrò sono seduti alcuni esimenti. Eh, ho spento, ne avevo già abbastanza. Ma subito, dalla revisione dei vicini, mi sono arrivate le note di un nuovissimo motivo, che era trasmesso su un altro canale. Dov'è il mio canale? Dove? Nelle borsette le ragazze portano il rifiutai e il dalladai. Persino nel ventunesimo secolo non è ancora possibile isolare decentemente l'abitacolo. Oggi mi sono ancora divertito col solidificatore revisivo e alla fine l'ho rotto. Devo concentrarmi e prendere una decisione. Eh, ma quale? Tutto mi irrita. Basta un non nulla, un'inezia. Anche la posta. Per non parlare della proposta fatta mi dall'ufficio all'angolo di candidarmi al premio Nobel. Si impegnano a concedermi la precedenza in quanto uomo venuto dai terribili tempi passati. Sto per scoppiare, davvero. Mi è arrivato uno stampato sospetto che offre pillole segrete che non si trovano in commercio. Tremo all'idea di che cosa potrebbe essere. Un avvertimento contro il libracconiere, ossia un venditore clandestino dei sognaruoli non ammessi alla circolazione. Vi si legge anche l'appello a non fare sogni spontanei, istintivi, perché sono un inutile spreco di energie psichiche. Quanta preoccupazione per il bene del cittadino! Mi sono ordinato un sognaruolo sulla guerra dei cent'anni e mi sono svegliato pieno di lividi. 3 ottobre 2039. Continuo a condurre un'esistenza solitaria. Oggi, sfogliando l'ultimo numero di un trimestrale al quale mi sono abbonato da poco, Futurosofia della Patria, mi sono imbattuto con estremo stupore nel nome a me ben familiare del professor Trottelreiner. Subito sono stato assalito dai peggiori sospetti. Se tutto quello che vivo non fosse altro che una serie di visioni e deliri, in teoria è possibilissimo. La Psychomatics non raccomanda forse ultimamente pillole a strati, le straticche che provocano visioni pluridimensionali. Qualcuno, per esempio, vuole essere Napoleone a Marengo e, quando la battaglia sta per finire, gli rincresce tornare alla realtà. Allora, sul campo di battaglia, il maresciallo Ney, o qualcuno della vecchia guardia, gli serve subito, su un vassoio d'argento, un'altra pillola. In realtà anche questo è solo un'allucinazione, ma non importa, perché dopo averla accettata si aprono le porte a una nuova allucinazione. è così, ad libitum. Poiché ho l'abitudine di tagliare i nodi gordiani, mi sono mangiato il ciambellone telefonico e ho trovato così il numero del professor Trottel-Reiner. Gli ho telefonato. È proprio lui. Ci incontreremo a cena. 3 ottobre 2039. Sono le tre di notte. Scrivo stanco morto, con l'anima incanutita. Al ristorante ho dovuto aspettare un po' perché il professore è arrivato in ritardo. È venuto a piedi. L'ho riconosciuto da lontano, sebbene ora sia molto più giovane che nel secolo scorso e non porti l'ombrello né gli occhiali. E parso commosso di vedermi. Come mai? gli ho chiesto. È venuto a piedi. Le si è imbizzarrita la macchina. L'imbizzarrimento è un comunissimo guasto al motore. No, ha risposto. Preferisco muovermi per pedes apostolorum. E ha sorriso in modo strano. Quando i computieri ci hanno lasciati soli, gli ho chiesto di che cosa si occupava, ma subito mi è scappata una parola di troppo sui miei sospetti di allucinazione. Sì, calmitici, non c'è nessuna allucinazione, si è indignato. Anch'io potrei aver motivo di sospettare che lei sia una fata Morgana. È stato ibernato, anch'io. E poi disibernato? Eh, io pure. Sono anche stato ringiovanito con il rejuvenal e la desenilisina. Per lei questo non è stato necessario, ma io, se non fosse per una solida curatazione alla quale sono stato sottoposto, non sarei più un futuro sofista. Vuol dire futurologo? Questo termine ora significa qualcosa di diverso. Il futurologo fa i profuti, previsioni, io invece mi occupo della teoria. È una cosa completamente nuova. Sconosciuta ai miei e ai suoi tempi, ma si può definire previsione per linguistica del futuro. È la scienza della pronosticazione linguistica. Non ne ho mai sentito parlare. Che cos'è? Ho fatto questa domanda più per cortesia che per interesse, ma non se ne è accorto. I campiutieri ci hanno portato gli antipasti, accompagnati da un vino bianco del 1997. È stata una buona annata per lo Chablis, un vino che mi piace e per questo l'ho scelto. La futurologia per linguistica indaga il futuro dal punto di vista della possibilità di evoluzione della lingua, spiegò Trotterainer. Eh, non capisco. L'uomo è in grado di appropriarsi soltanto di ciò che può comprendere e può comprendere unicamente ciò che è esprimibile a parole inesprimibile e incomprensibile studiando le tappe successive dell'evoluzione della lingua giungiamo a stabilire quali scoperte trasformazioni e rivoluzioni del costume la lingua potrà in un qualsiasi momento rispecchiare molto strano e come funziona in pratica conduciamo le ricerche coadiuvati dai migliori computer perché l'uomo da solo non è in grado di verificare tutte le varianti si tratta principalmente della variabilità sintagmatico-paradigmatica della lingua, ma quantizzata. Professore, per favore. <ride> Mi scusi, questo Chablis è squisito. Meglio di tutto, potranno chiarirle le idee alcuni esempi. Mi dica una parola, per favore. Io. Io cosa? Mm. Io. Va bene. Capisce, ora devo fare. In un certo modo, le veci del computer, con il quale sarebbe molto più semplice. Io, dunque, ego, egotismo. Tu, il tuismo, noi, il noismo. Eh, vede? Eh, non vedo proprio niente. Ma come? Si tratta della possibilità di fondere l'egotismo con il tuismo, ovvero nell'aggregazione di due coscienze. Questo in primo luogo. Secondo, il noismo. Molto interessante. Sarebbe la coscienza collettiva. Si manifesterebbe, per esempio, in presenza di una forte scissione della personalità. Un'altra parola, grazie. Gamba. Mm, bene. Quali parole derivano da gamba? Gambante, gambielo, eventualmente cambo gambio. E ancora gambo, gambalina, gamblinare, gambarsi. Disgambamento, aggambato. A gambare là, su, gambi, io gambo, gambista. Eh, vede, siamo arrivati a qualcosa di fruttuoso. Gambista e gambistica. Che senso ha tutto questo? Le parole che lei ha detto non hanno alcun senso. Ancora non ce l'hanno, ma l'avranno. O, meglio, potranno acquistare un senso se la gambistica e il gambismo si diffonderanno. La parola robot non significava niente nel XV secolo, ma se già allora fosse esistita la futurologia per linguistica, si sarebbe facilmente potuta congetturare l'idea dell'automa. Allora, cosa vuol dire gambista? In questo caso specifico posso dirlo con esattezza, perché non si tratta di una previsione, bensì di qualcosa che già esiste. Il gambismo è una nuovissima concezione una nuova direzione dell'auto evoluzione dell'uomo, del cosiddetto homo sapiens monopedes. Un uomo con una gamba sola? Eh, proprio così. Vista l'inutilità di camminare e soprattutto la sempre crescente mancanza di spazio. Ma è un'idiozia. Anch'io la penso così. Tuttavia, tra i più eccelsi professori come Hatzelkalzer e Feshbin, sono gambisti. Probabilmente lei non si aspettava tutto questo, dandomi come esempio la parola gamba, vero? No, ma cosa significano gli altri derivati? Per ora non si sa, ma se il gambismo si affermerà nasceranno oggetti che si chiameranno gambielo, gambalba e così via. Questa non è affatto una profezia, mio caro, ma una semplice rassegna delle potenzialità allo stato puro. Mi dia un'altra parola. Interferente. Ah, bene, interfero, fero first, tulilatum ferre. Siccome il termine deriva dal latino, bisogna cercare nel latino i derivati. Flos, floris, interflorenzia. È una signorina che ha avuto un figlio da un interferente, il quale le ha tolto la virginità. Da dove salta fuori virginità? Flos, floris, il fiore, deflorazione. Privazione della verginità. Probabilmente entrerà in uso partorinomane, oppure partorinomane revisiva. In breve, partorevisora. Eh, le assicuro che disponiamo di un ricchissimo materiale. Ecco, una prostituente da costituente, per esempio, apre un intero universo di nuovi costumi. Vedo che lei è entusiasta di questa nuova scienza. Vuol provare con un'altra parola: immondizia. Perché no? Non importa se lei è scettico. Dunque... Mm, immondizia. Immondezzaio. Immondezzo. Molta immondizia. Ommanimmondezzo. Onnimmondizia. Eh, molto interessante. Signor Tici, lei mi offre parole perfette. Onnimmondizia. Però, però. Ma che c'è di strano? Questa parola non significa niente. In primo luogo, ora si dice non sapidifica niente. Non significa ormai, è un anacronismo. Ho notato che lei arresti a usare le parole nuove. Non va bene, Tici. Parleremo di questo più tardi. In secondo luogo, ogni immondizia, magari non vuol dire niente adesso, ma si può intuire il senso che avrà in futuro. Si tratterebbe di una nuova teoria psicosofica. Eh, non è poco. Risulterebbe che le stelle sono di origine artificiale. Ma come fa a dire tutto questo? Dal termine ogni immondizia, indica, o meglio suggerisce, la seguente immagine: Nel corso delle ere il cosmo si è riempito di immondizia, ossia di residui di post-civilizzazione, che non si potevano utilizzare in alcun modo, e anzi ostacolavano la ricerca astronomica e i viaggi attraverso il cosmo. È stato quindi creato un enorme focolare a temperatura molto elevata per bruciare i rifiuti. Per poter attirare a sé rifiuti, questi focolari devono avere una enorme massa. In questo modo il vuoto lentamente si purifica ed ecco che nascono le stelle. Le nebulose oscure, invece, sono quei rifiuti che devono ancora essere eliminati dallo spazio. Dice sul serio. Lei crede davvero che sia possibile il cosmo come olocausto di immondizia? Ma, professore, non è questione di ciò che io credo o non credo, Tici. Semplicemente grazie alla futurologia per linguistica abbiamo creato una nuova variante di cosmogonia per le generazioni a venire. Non si può ancora sapere se qualcuno la prenderà davvero sul serio. L'importante è che tale ipotesi possa essere formulata. Consideri che, se negli anni venti fosse esistita l'estrapolazione linguistica, già allora sarebbe stato possibile prevedere le bampe, e lei certamente se le ricorderà, tramite la loro derivazione da bombe. La lingua cela in sé enormi, seppur non smisurate, potenzialità. Allucinato, quando lei si renderà conto che potrebbe provenire da Alluce, eh, comprenderà meglio il pessimismo di molti futurologi. La conversazione è poi scivolata su questioni che mi interessavano di più. Ho confessato a Trotell Reiner i miei timori e la mia ripugnanza verso la nuova civilizzazione. Il professore è sobbalzato impercettibilmente, ma ha continuato, che buon cuore, ad ascoltarmi con compassione. Poi ha allungato una mano verso il panciotto, probabilmente per prendere il misericordial, ma, ricordandosi delle mie diffidenze nei confronti della psicochimica, si è bloccato a metà. Poi, però, ha assunto un'espressione molto severa. Così non va bene, signor Tici. La sua critica, nel complesso, non giunge al vero nocciolo della questione, semplicemente perché non lo conosce e nemmeno lo intuisce. In confronto a esso, la procrustix e tutto il resto della psicochimicità sono bazzecole. Non credevo alle mie orecchie. Ma, ma, ho balbettato. Che dice, professore? Cosa può esserci di peggiore? Mi si è avvicinato attraverso il tavolino. Dici, per lei lo farò. Violerò un segreto professionale. Tutto ciò di cui lei tanto si lamenta lo sa anche un bambino. Come potrebbe essere altrimenti? Lo sviluppo doveva per forza di cose prendere questo corso da quando dopo i narcotici e i parallucinogeni sono arrivati i cosiddetti psicofocalizzatori. Con un potente effetto selettivo. Ma la vera rivoluzione è avvenuta soltanto 25 anni fa, quando sono stati sintetizzati i mascanti o allopuntali, cioè allucinogeni puntualizzanti. I narcotici non separano l'uomo dal mondo, cambiano soltanto il suo rapporto col mondo stesso. Gli allucinogeni intorbidiscono e offuscano la realtà. Lei stesso se ne è reso conto. I mascanti, invece, falsificano il mondo. Mascanti, mascanti, ho ripetuto. Conosco questo termine. Ah, ecco, sono concentrazioni di massa sotto la crosta lunare, addensamenti di minerali, vero? Ma che cosa c'entrano con? Assolutamente niente, perché tale termine ha assunto un diverso significato, cioè una sapidità diversa. Deriva da maschera, introducendo nel cervello i mascanti, opportunamente sintetizzati, si possono coprire oggetti del mondo reale con immagini fittizie, in modo così efficace che il soggetto chimimascherato non sa più cosa, in ciò che scorge, sia reale e cosa fittizio. Se lei vedesse per un attimo il mondo che realmente ci circonda, spoglio degli imbellettamenti della chimimascherazione, inorridirebbe. Aspetti, quale mondo? Dove si trova? Dove è possibile vederlo? Anche qui... Mi ha bisbigliato all'orecchio sbiorciando da tutte le parti. Si è messo a sedere accanto a me e, passandomi furtivamente sotto il tavolo una piccola boccetta di vetro con il tappo di sughero, mi ha confidenzialmente sussurrato. Questo è un anticol del gruppo dei riscutenti, un potente farmaco antipsicochimico, un derivato della nitro d'azilina di peggioratina. Addirittura il portarselo appresso. Che non vuole ancora dire usarlo. È un delitto capitale. Lo strappi sotto il tavolo e ispiri una volta, ma solo una. Lo annusi come si fa con l'ammoniaca e con i sali. E poi, mi raccomando, mantenga la calma. Su, coraggio, e ricordi dove si trova. Con mani tremanti, ho stappato la boccettina e ho fatto appena in tempo a inspirare un acre aroma di mandorle che il professore se l'è subito ripresa. Gli occhi mi si sono riempiti di lacrime. Appena li ho asciugati mi è mancato il respiro. La splendida sala, adorna di preziosi tappeti e palme, con le pareti ricoperte di maiolica, i tavoli scintillanti, un'orchestra da camera che allietava con la sua musica i pasti, tutto era scomparso. Eravamo seduti in un bunker di cemento, accanto a uno spoglio tavolo di legno. Con i piedi affondati in una stuoia di paglia tutta spelacchiata si sentiva ancora la musica ma ora potevo vedere che proveniva da un altoparlante appeso a un filo di ferro arrugginito nude e polverose lampadine avevano preso il posto degli iridescenti candelabri di cristallo la trasformazione più impressionante era avvenuta sul tavolo la candida tovaglia era sparita il vassoio d'argento sul quale veniva servita una fumante pernice in crosta si era trasformato in un piatto di terracotta a colpo di una poltiglia grigio brunastra per niente appetitosa che si appiccicava alla vecchia forchetta di stagno, il cui antico e nobile argento si era consumato. Ho guardato agghiacciato quell'intruglio schifoso che fino a un momento prima avevo divorato con gusto, assaporando la pelle dorata dell'uccello arrosto e spezzando rumorosamente i pezzetti croccanti della crosta squisitamente abbrustolita sopra. E imbevuta di sughetto sotto. Quella che avevo preso per foglie di palma erano in realtà i cordoncini delle mutande di un individuo che, insieme ad altri tre, stava seduto proprio sopra di noi e per di più, non su un soppalco, bensì su una mensola stretta e angusta, tutto intorno una ressa indescrivibile. Cominciavo a temere che gli occhi mi uscissero dalle orbite quando la terrificante immagine, è vacillata e ha cominciato a sfumare all'inverso, come al tocco di una bacchetta magica. I cordoncini delle mutande, sospesi sopra al mio viso, si sono rinverditi, tornando ad essere ramificazioni frondose di palma, e la catina puzzolente piena di rifiuti, che si trovava a due passi da me, è tornato un vaso scolpito, e la sporca superficie del tavolo si è fatta candida, come ricoperta dalla prima neve. I bicchieri di cristallo hanno di nuovo brillato. Luntuosa poltiglia ha ripreso il nobile colore dell'arrosto e le sono spuntate ali e cosciotti. Lo stagno della forchetta ha scintillato di argento antico. E attorno a noi è ripreso il frullio dei frac dei camerieri. Ho guardato sotto i miei piedi. La paglia si era trasformata in un tappeto persiano. Ritornato in un mondo pieno di lusso, respirando ancora pesantemente, ho fissato il petto rigoglioso della pernice, incapace di dimenticare quello che camuffava. Accotici, ora lei comincia ad avere un'idea della realtà. Ha sussurrato in tono solenne Trotter Reiner, fissandomi come se temesse una mia violenta reazione. E consideri che ci troviamo in un locale molto lussuoso? Se non avessi contemplato l'eventualità di renderla partecipe di tutto questo. L'avrei portata in un locale, la cui vista le avrebbe, forse, chi lo sa, fatto perdere la ragione. Come? Allora ce ne sono di peggiori? Sì, non è possibile. Io lo garantisco. Qui perlomeno ci sono autentici tavoli, sedie, piatti e forchette, mentre altrove si sta sdraiati su dei pancacci a più piani. Si mangia con le mani dai secchi che scorrono su un nastro trasportatore. E in simili locali quello che si cela sotto la maschera della piornice è assai meno succulento. Cosa? Nessun veleno, dici: semplicemente un estratto d'erba e barbabietole da foraggio, ammorbidito nell'acqua clorata e macinato con farina di pesce. Di solito si aggiungono osseina e vitamine. E si condisce il tutto con un lubrificante sintetico, per non strozzarsi. Non ha notato l'odore? Eh, l'ho notato, l'ho notato. Eh, vede? Per amor di Dio, professore, che senso ha tutto questo? Me lo dica, per favore, la supplico. Una congiura, una perfidia, un piano per distruggere l'intera umanità, una satanica macchinazione. Ma che dice, signor Tici? Non sia demoniaco è semplicemente un mondo in cui vivono ben oltre 20 miliardi di uomini ha letto l'Eral di oggi il governo del Pakistan afferma che quest'anno sono morti di fame solo 970 uomini mentre secondo l'opposizione sarebbero stati 6 milioni dove crede che si potrebbero trovare in simili circostanze lo Shabli, le Pernici, le Fricassee in salsa bernese le ultime pernici si sono estinte un quarto di secolo fa. Quella che ha davanti è una carcassa molto ben conservata, dato che la tecnica dell'imbalsamazione si è fatta davvero raffinata, o forse perché abbiamo imparato a mascherare la morte. Un momento, non riesco a raccogliere le idee. Allora, questo significa che. Che nessuno le vuole male, dici. Al contrario. È per pura compassione, per altissime ragioni umanitarie che viene impiegata la menzogna chimica, il camuffamento, l'ornamento della realtà con le piume e i colori che le mancano. Professore, questo inganno si trova dappertutto. Sì, ma io non mangio mai fuori, preparo sempre da me il pranzo. Com'è possibile allora? <ride> Com'è possibile che anche lei sia soggetto all'effetto dei mascanti? <ride> Mi chiede come. Proprio lei. I mascanti vengono regolarmente diffusi nell'atmosfera. Non ricorda forse l'aerosol della Costa Ricana? Quelli sono stati i primi timidi tentativi, qualcosa come la mongolfiera in confronto ai missili. E lo sanno tutti e riescono ugualmente a vivere. Niente affatto non lo sa nessuno non corrono nemmeno voci i pettegolezzi ah, i pettegolezzi ci sono sempre ma ricordi che esiste l'amnestan alcune cose sono risapute da tutti ma ce ne sono molte altre di cui nessuno sospetta la farmacocrazia ha una parte manifesta e una segreta la prima si regge sulla seconda non può essere perché no perché qualcuno deve pure occuparsi delle stuoie, e qualcun altro fabbricare le terracotte in cui in realtà mangiamo, e cucinare la poltiglia che crediamo arrosto, e tutto il resto. Ma sì, lei ha ragione. Tutto deve essere prodotto e conservato. E allora? Coloro che lo fanno, vedono e sanno. Eccoci di nuovo. <ride> Lei pensa con categorie arcaiche. <ride> La gente è convinta di andare a lavorare in fabbriche piene di luce e di cristalli. All'ingresso ricevono l'antifabral e da quel momento vedono soltanto muri di cemento grezzo e postazioni di lavoro. E hanno voglia di lavorare. «Certo, e con il più grande fervore, perché ricevono anche una buona dose di sacrifichina. Il lavoro diventa così una consacrazione, qualcosa di sublime. Ma al lavoro finito basta un sorso di amnestan o anche di mnemosiana e tutto ciò che si è visto cade nel dimenticatoio. Finora ho temuto di vivere un'allucinazione, ora mi rendo conto di quanto sono stato sciocco. Oddio! Come vorrei tornare indietro? Cosa non darei? Tornare dove? Nella fogna, sotto l'Hilton. Ah, questa è un'assurdità. Lei si comporta in modo sconsiderato, per non dire stupido. Dovrebbe fare quello che fanno tutti, mangiare e bere come gli altri. E allora assimilerebbe le necessarie dosi di Optimistal e Seraficolina, che la renderebbero di umore eccellente. Lei è forse l'avvocato del diavolo. Sia ragionevole, come può essere un'azione diabolica quella del medico che mente all'ammalato per il suo bene? Visto che dobbiamo comunque abitare, mangiare e vivere in questo mondo, non è forse meglio se tutto ci viene presentato in un involucro leggiadro? I mascanti agiscono infallibilmente con un'unica eccezione: che c'è di tanto malvagio? Adesso non ho la forza di discuterne, ho detto, calmandomi un po'. La prego solo, in nome della nostra amicizia, di rispondere a due domande. Qual è l'eccezione nell'azione dei mascanti e in che modo si è arrivati al disarmo universale? O è anch'esso un miraggio? No, per fortuna è tutto reale, ma per spiegarglielo ci vorrebbe una vera e propria lezione e ora non ho tempo. Ci siamo dati appuntamento per l'indomani. Al momento del commiato ho rinnovato la domanda sul difetto dei mascanti. Vada a Luna Park, ha detto il professore, alzandosi. Se desidera spiacevoli rivelazioni, salga sulla giostra più alta e, quando questa sarà lanciata a pieno ritmo, faccia un buco nel telone della cabina con un temperino. Il telone è necessario proprio perché durante la rotazione i fantasmati, con i quali il mascante offusca la realtà, Subiscono spostamenti come se la forza centrifuga togliesse i paraocchi. Ma riuscirà a vedere cosa si erge al di là delle belle illusioni. Scrivo queste poche parole alle tre di notte distrutto. Cosa posso aggiungere? Prenderò in seria considerazione un piano per fuggire dalla civiltà, per rintanarmi in un romitorio. Anche la galassia non mi attira più. Che senso hanno i viaggi se poi non c'è un posto dove tornare? 5 ottobre 2039. Ho passato la mattinata libera in città. Con sgomento appena trattenuto, ho osservato i segni del comfort e del lusso. Alla Galleria d'Arte di Manhattan invitavano a comprare a prezzi irrisori tele originali di Rembrandt e Matisse. Accanto offrivano magnifici mobili nello stile dei vari Luigi: caminetti di marmo, troni, specchi, armature saracene. Gran numero di aste in giro. Si vendono persino case come fossero pere mature, e io che credevo di vivere in un paradiso dove ognuno poteva palazzarsi. Mm. Anche l'ufficio di registrazione dei candidati autogeni al premio Nobel sulla quinta strada mi ha rivelato la sua vera natura. Chiunque può ottenere il Nobel, come pure tappezzare le pareti di casa con le più costose opere d'arte, tanto tutto quanto non è altro che un pizzico di polverina che stuzzica il cervello. Ed è tanto più mostruoso se si considera che, poiché una parte della realtà è cosciente, sarebbe semplice delimitare il confine che separa la finzione dalla realtà. Ma, dato che ormai nessuno reagisce più spontaneamente a niente, si studia, si ama, ci si ribella, si dimentica chimicamente. La differenza fra i sentimenti manipolati e quelli naturali si è dissolta. Ho camminato per le strade della città stringendo i pugni in tasca. Io non ho certo bisogno del Colleran né del Furiasol per provare la furia nera. La mia mente ispirata si è involata all'inseguimento di tutti i varchi irreali e vuoti di questo monumentale inganno, di questa sfarzosa scenografia cresciuta oltre l'immaginabile. Ai bambini vengono dati sciroppi batti papà, poi, per lo sviluppo della personalità, contestan e protestolina. Infine, per placare gli impeti così indotti, vengono somministrati la sordina e il cooperandol. La polizia non esiste. Eh, a che scopo? C'è già il criminal. Gli impulsi omicidi vengono incanalati dalla Procrustic Inc. Meno male che ho sempre evitato le teolibrettirerie, perché non vi si trovano altro che fedocarburati, danti, coscienzini, peccatol, assolvan, ed è persino possibile diventare santi. Grazie al Sacro Sanctisidol. In fondo, perché non prendersi un po' di Allaino di Slamina o Duazeno di Buddano, Nirvanium Cosmosilico, Teocontactol? L'endemonina in suppost e il l'unguento necropico ti collocano in prima fila nella valle di Giosafatta, mentre il Resurrectol in zucchero compie il resto. Sandiolo! Esistono paradisiaci per i devoti e Belzeban e Ellurium per i masochisti. Mi sono trattenuto a stento dall'entrare in un farmausoleo dove il popolo si inginocchia devotamente dopo aver usato la genuflectolina come fosse tabacco. Devo stare in guardia perché non voglio che mi venga propinato l'amnestan. E non solo quello. Sono stato a Luna Park rivoltando in tasca il temperino con mani sudate Tutte le mie aspettative sono andate deluse. Il telo della cabina si è rivelato straordinariamente resistente, molto probabilmente fatto di acciaio temperato. La stanza affittata da Trottel Rainer si trova qui vicino alla quinta strada. Quando all'ora stabilita sono arrivato, il professore non era in casa, ma, avendo previsto il suo possibile ritardo, mi aveva dato il fischio per aprire il portischio. Sono quindi potuto entrare e mi sono seduto alla scrivania del professore, ingombra di pubblicazioni scientifiche e di carte piene di appunti. Per la noia o forse per placare l'inquietudine che mi torceva le budella spirituali, ho sbilorciato le sue annotazioni. Onnimmondizia, partorinità, altrulieno, altruliena...» Eh, vedo che ha avuto tempo di annotare i termini della sua strana futurologia: mezzo fetone, sgocciolatore, Sgocciolatrice, partoritista, forse un primatista del parto. Ma può darsi. Anzi, considerata l'esplosione demografica, sarebbe più che probabile. Ogni secondo nascono 80.000 bambini. O forse 800.000. Ma che differenza fa? Pensatore, pensante, pensina, penser, pensiero principale, ovvero timotante, topolina, timolina. Di che cosa si occupa? Professore, ti perdi in simili sciocchezze mentre il mondo sta morendo, avrei voluto gridare. All'improvviso qualcosa ha fra le carte. Era la boccetta dell'antifabral. Per una frazione di secondo ho esitato, poi mi sono deciso. E con cautela ne ho preso una sorsata e ho guardato la stanza. È successa una cosa strana. Quasi niente è mutato. Gli scaffali della biblioteca e i ripiani, con le pillole negli informatori... Tutto è rimasto com'era, solo l'enorme stufa olandese a mattonelle, che all'angolo con il delizioso bagliore delle mattonelle abbelliva la stanza, si è trasformata nel cosiddetto bastardo, un tubo di latte abbruciacchiato infilato in un buco del muro, mentre tutto intorno il pavimento era annerito dalla fuliggine. Ho messo via la boccetta in fretta, come colto sul fatto, perché nell'anticamera si è sentito un fischio ed è entrato trotter Rainer. Ho raccontato al professore la mia esperienza a Luna Park. Si è molto stupito del risultato, e mi ha pregato di mostrargli il temperino. Ha fatto un cenno con la testa ed è andato a prendere una boccettina che ha annusato, passandola poi a me. Al posto del temperino c'era un ramoscello tarlato. Mi son girato a guardare il viso del professore che appariva come afflitto da qualcosa. Pensieroso, non più così sicuro di sé come ieri. Ha messo sulla scrivania una cartella piena di lecca-lecca congressuale e ha sospirato. Ah, oh, dici: lei si deve convincere che l'espansione dei mascanti non è per ora determinata da una particolare perfidia. Espansione? Che cos'è questa novità? Molte cose che oggi sono reali, il prossimo mese o al massimo il prossimo anno dovranno essere sostituite con dei miraggi, perché quelle autentiche diverranno irraggiungibili. Mi ha spiegato con tono distaccato, come oppresso da un pensiero che evidentemente lo tormentava. Io sono realmente salito su quella giostra tre mesi fa, ma non posso garantirle che esista ancora davvero. Può darsi peraltro che lei, comprando il biglietto d'ingresso, abbia ricevuto una dose di vapore giostroso o di luna parchina, cosa che del resto sarebbe assai razionale in quanto molto più economico eh sì T.C. la sfera del possesso reale dell'umanità si sta restringendo con una rapidità impressionante prima di venire ad abitare qui sono stato al nuovo Hilton ma lo confesso non sono riuscito a viverci quando imprudentemente ho approfittato del disvelatore mi sono visto in un bugigattolo grande quanto un grosso cassetto avevo il naso infilato in una specie di imbeccatoio il rubinetto dell'acqua mi premeva sulle costole e i piedi toccavano il capezzale del cassetto attiguo o dovrei dire piuttosto di un appartamento perché avevo preso proprio un appartamento all'ottavo piano per il quale pagavo ben 90 dollari al giorno lo spazio ecco cos'è lo spazio ce n'è sempre di meno attualmente stanno conducendo ricerche sui cosiddetti despazializzatori o psicovifumanti ma i progressi sono assai lenti, infatti, anche se è possibile nascondere la moltitudine di gente che per strada e nelle piazze ci circonda, in modo da scorgere soltanto le persone lontane. E resta il fatto che si va a sbattere contro le persone vicine, invisibili, ma esistenti. Questa è una grossa difficoltà che per ora non si è riusciti a superare. Professore, ho dato un'occhiata alle sue annotazioni. La prego di scusarmi, ma mi spieghi, per favore, di che cosa si tratta? E ho indicato un foglio di carta sul quale apparivano le parole Multischizol e Ressan di Assaina. Ah, questo! Ne esiste un progetto, o meglio, un'internizzazione, dal nome del suo autore, il Gobert Hintern, che prevede di sostituire la crescente mancanza di spazio esterno con uno spazio interno, Proveniente da un'allucinazione interiore, ovvero dell'anima, visto che l'anima non ha misure fisicamente determinate. Sicuramente lei sa che, grazie alle zooformine, eh, si può temporaneamente diventare, o meglio, sentirsi una tartaruga, una formica, una coccinella e perfino, con l'aiuto di un preconcime inflorizzante, un gelsomino. Tutto ciò, ovviamente, ha un effetto puramente soggettivo. Si può anche subire una scissione della personalità in due, tre, quattro parti. Se la scissione della personalità raggiunge un numero a due cifre, si ha l'effetto ressa. Non si tratta più quindi dell'io, ma del noi, cioè di una molteplicità degli io in un unico corpo. Esistono anche dei potenziatori dell'ego affinché la vita interiore possa definitivamente avere la meglio sulla percezione della realtà esteriore. Questo è il mondo, questi tempi, mio caro Tici. Omnis est pillula. La farmacopea, adesso, è il libro della vita, l'enciclopedia dell'essere, l'alfa e l'omega. Non c'è nemmeno da pensare a possibili sconvolgimenti, perché abbiamo il Rivoltol, l'opposizione alle insupposte di glicerina e l'estremina. Il dottor Hopkins reclamizza il Sodomastol e il gomorrin. È anche possibile portare morte e distruzione con il fuoco celeste in tutte le città che si desidera, ed essere promossi domine Dio, con soli settantacinque centesimi. So che la più nuova delle belle arti è il prurito, ho detto. Ho sentito, cioè provato, lo scherzo pruritale di Solletichian, ma non posso dire che mi abbia dato molto sotto il profilo estetico. E ridevo nei momenti particolarmente solenni. Ah sì, tutto questo non fa per noi, di frizzoni di un altro secolo, naufraghi del tempo. Ma malinconicamente concesso, Rainer. Qualcosa si è incrinato dentro di lui, si è schiarito la gola, mi ha guardato negli occhi e ha detto... Dici, sta per iniziare un congresso di futurologia, un dibattito sulla futurosofia umana. Questo sarà il settantaseiesimo congresso mondiale. Oggi sono stato alla prima riunione organizzativa e vorrei condividere con lei le mie impressioni. Strano, ho detto. Leggo abbastanza attentamente i giornali, ma non ho visto nemmeno un trafiletto su questo congresso. Ah, per forza. È un congresso segreto. Lei capisce. Devono essere discussi, fra l'altro, i problemi connessi col mascheramento. E allora? Non va forse tutto alla perfezione? Assolutamente no, ha esclamato il professore con forza. Peggio di così non potrebbe andare. Ma ieri era di tutt'altra opinione, ho obiettato. È vero, ma la prego di tener conto della mia posizione. Ho appena cominciato a conoscere gli ultimi risultati delle ricerche. Ciò che ho sentito oggi, mamma mia, lo capirà da solo, del resto mi ha tirato fuori dalla cartella un grosso fascio di lecca lecca con i primi comunicati legati insieme da nastrini di diversi colori e me lo ha allungato attraverso la scrivania. Prima che esamini questi materiali, è indispensabile qualche parola di chiarimento. La farmacocrazia e la psicochimicrazia appoggiata dalla cremocrazia. Ecco il motto della nostra era. Per dirla in altri termini. Ai governi che si reggono sugli allucinogeni si accompagna inevitabilmente la corruzione. Ma in definitiva è proprio grazie a tutto questo che abbiamo il disarmo universale. Oh, finalmente ne saprò qualcosa di più, ho esclamato. È molto semplice. La corruzione serve o per vendere la merce svalorizzata, oppure per riceverne in tempi di penuria. Anche i servizi sono una merce. La situazione ideale per il produttore si realizza quando, pur incassando il prezzo dovuto, egli non dà niente in cambio. Suppongo che la disciogliosi sia iniziata con i ragiri dei mendatori e dei malversatori. Probabilmente ne ha sentito parlare. Sì, ma cos'è la disciogliosi? Letteralmente equivale al discioglimento e quindi alla scomparsa della realtà. Quando è scoppiato lo scandalo delle malversazioni computerizzate, la colpa di tutto è stata riversata sui cervelli elettronici. In realtà, nello scandalo erano immischiati i più potenti consorzi e cartelli segreti. Il problema era rendere abitabili alcuni pianeti, una questione davvero pressante, considerata l'enorme sovrappopolazione. Occorreva costruire enormi flotte di navi spaziali, cambiare il clima e l'atmosfera di Saturno e Urano. È stato molto più semplice fare tutto ciò esclusivamente sulla carta. La verità deve essere venuta fuori subito, ho osservato sorpreso. Niente affatto. Stanno sorgendo imprevedibili difficoltà oggettive, problemi finora sconosciuti. Si sono frapposti molti ostacoli. Primo fra tutti, la necessità di ottenere nuovi finanziamenti. Il progetto Urano, per farle un esempio, ha finora assorbito 980 miliardi e probabilmente non è stata ancora mossa una pietra. E le commissioni di sorveglianza? Eh, le commissioni non sono composte da cosmonauti e del resto non tutti possono recarsi sui pianeti. Bisogna essere addestrati. Così sono stati inviati incaricati speciali, i quali fanno naturalmente riferimento al materiale che è stato loro fornito. Elenchi, fotografie, statistiche. Bisogna comunque tenere presente che è abbastanza semplice falsificare la documentazione e ancora più facile crearne una finta tramite i mascanti. No? Eh beh, proprio così. Suppongo che nello stesso modo deve essere cominciata, molto tempo fa, la finzione degli armamenti. Le ditte che ricevono il permesso statale di fabbricazione sono di proprietà privata. È successo così che... Sono stati intascati miliardi di sovvenzioni, ma niente è stato costruito. O meglio, sono stati prodotti cannoni laser, rampe missilistiche e anti-anti-anti-antimissilistiche. Siamo alla sesta generazione. Carri armati volanti, i cosiddetti piatti volanti, ma tutto allupuntalizzato. Come? Allucinato, mio caro, perché fare esperimenti nucleari concreti. Quando si dispone di pasticche fungine. E cosa sono? Pasticche che ti fanno vedere il fungo dell'esplosione atomica. È stato un processo a catena. Perché mai si dovrebbero addestrare i soldati? In caso di mobilitazione si daranno loro pasticche addestranti. Non vale la pena nemmeno di istruire i comandanti. Non ci sono forse la strategina, il generasol, il tattidon e l'ordenil? Su Clausewitz faticherai, prendi la polverina e generale diverrai. <ride> ha mai sentito questo slogan? No, è naturale. Si tratta di farmaci segreti, assolutamente non ammessi sul mercato. Non vale la pena di effettuare sbarchi. È sufficiente spolverare un paese in agitazione con un opportuno mascante. E la popolazione vedrà atterrare unità di paracadutisti, sbarcare la fanteria marittima, avanzare i carri armati. Un carro armato vero costa oggi quasi un milione di dollari, mentre quello prodotto dall'allucinazione, grosso modo, un centesimo di centesimo osservatore. La cosiddetta unità carro personale. Una corazzata intera viene a costare un quarto di centesimo. L'intero arsenale degli Stati Uniti può essere contenuto in un autocarro. Carro armatogeni, cadaverogeni, bombogeni solidi, liquidi e gassosi. Corrono voci che con una polverina opportunamente preparata si possano ottenere persino invasioni di marziani. Insomma, con i mascanti si può ottenere tutto. Ah, oh, ma certo! Di conseguenza l'armata reale è diventata superflua. Forse sono rimaste alcune unità aeronautiche, ma non è sicuro. Come mai è successo tutto questo, potrebbe chiedermi. Eh, è stato un processo a valanga. Che non è stato possibile frenare. Ecco il mistero del disarmo. Ha visto i nuovissimi modelli di Cadillac, Doja e Chevrolet. Sì, sono molto belli. Il professore mi ha dato la boccetta. Si avvicini alla finestra e osservi attentamente quelle belle auto. Mi sono asporto dal davanzale. Dall'imbocco della strada, visibile dall'undicesimo piano, stava avanzando lentamente. Un fiume di scintillanti automobili, i cui vetri e tetti risplendevano al sole. Mi sono portato la bottiglietta al naso e, sbattendo le palpebre, ho strizzato gli occhi pieni di lacrime. Appena l'ho riaperti, mi si è parato davanti uno spettacolo insolito. Stringendo solo aria fra le mani sollevate all'altezza del petto, come bambini che fanno finta di guidare. Colonne di industriali trottavano per la carreggiata. Ma a intervalli regolari, nelle compatte file di galoppanti che muovevano frettolosamente le gambe e si piegavano all'indietro, come sprofondati nei comodi sedili, appariva una solitaria, fumante automobile. Quando l'azione del farmaco si è fatta più debole, l'immagine è vacillata, si è appiattita, e io ho visto di nuovo lo scintillante fiume di automobili bianche, gialle, smeraldine, che correva maestosamente per Manhattan. Roba da incubo. Ho ammesso con franchezza. Ma nonostante tutto è stata raggiunta la Pax Orbi et Turbi, e Turbi. Questo può essere il tributo da pagare. Eh, si capisce che non è tutto solo male. Il numero degli infarti è notevolmente diminuito perché queste lunghe galoppate sono una sana ginnastica. Sono però aumentati gli ammalati di enfisema polmonare, di vene varicose e dilatazione cardiaca. Non tutti sono nati per fare il maratoneta. Ecco perché lei non ha l'auto, ho esclamato argutamente. Il professore si è limitato a un semplice ghigno. Un veicolo di media cilindrata oggi costa solo 450 dollari, ha continuato, ma considerato che i costi di produzione si aggirano intorno a un ottavo di centesimo, diventa piuttosto caro. Il numero delle persone che svolgono un'attività reale cala vertiginosamente. Prendiamo i compositori. Percepiscono gli onorari, danno bustarelle ai committenti, mentre al pubblico che arriva alla filarmonica si fa respirare la melodrammina concertilizzante. Moralmente tutto ciò è abietto, ho detto, ma è poi tanto dannoso per la società. Per ora no. Del resto la valutazione dipende dal punto di vista. Grazie alla trasmutina si può avere una storia d'amore con una capra, credendola la venere di Milo. Al posto delle opere scientifiche e delle discussioni che richiedono molto impegno, esistono i congressanti e i decongressanti. Ma esiste ancora una piccola fetta di esistenza che non è ricoperta dalla finzione. Bisogna pur abitare in qualche posto, mangiare qualcosa e respirare qualcosa. Ma è anche vero che la disciosi sta divorando, una dietro l'altra, tutte le sfere dell'attività reale. Inoltre abbiamo un impressionante aumento degli effetti collaterali. Tali sintomi richiedono l'impiego di deallucinogeni, neosupermascanti e fissatori, ma i risultati sono assai deludenti. Di che si tratta precisamente? I deallucinogeni sono nuovi farmaci che hanno l'effetto di illuderti che non ti sta illudendo. <ride> All'inizio erano impiegati solo per i malati di mente, ma... Il numero delle persone che sospettano che l'ambiente circostante non sia autentico sta crescendo. Le amnestine non sono di nessun aiuto contro le metafissazioni, cioè fissazioni formatesi in conseguenza di altre. Per esempio, quando qualcuno sogna di non sognare che sogna o viceversa. Questa è una tipica problematica della psichiatria contemporanea, cosiddetta grattacelica o AN piani. Ma i farmaci più minacciosi sono i nuovi mascanti. Per effetto di una overdose di farmaci, gli organismi vacillano. Cadono i capelli, le orecchie si trasformano in corna. Sparisce di nuovo la coda. Spunta voleva dire: no, sparisce. La coda ce l'hanno tutti da trent'anni. È conseguenza dell'ortografina. Per imparare a scrivere con fulmini a rapidità bisognava pagare un tributo. Non è possibile. Vado spesso in spiaggia e non ho visto la coda a nessuno, professore. Lei è proprio un bambino. Le code si camuffano con l'anticaudalina, che a sua volta causa l'annerimento delle unghie e la putrefazione dei denti. E anche questo si maschera. Naturalmente, bastano pochi milligrammi di mascanti per raggiungere l'effetto voluto, ma complessivamente ogni uomo ne incamera circa 190 kg l'anno. Il che è facilmente comprensibile se si considera che bisogna simulare l'arredamento delle case, il cibo, le bevande, l'obbedienza dei bambini, la cortesia degli impiegati, le scoperte scientifiche, il possesso dei quadri di Rembrandt e dei temperini, i viaggi oltreoceano, i voli cosmici e milioni di altre cose simili. Se non fosse per il dovere di segretezza medica, si saprebbe che un abitante di New York su due è pieno di chiazze. La schiena coperta di setole verdognole, spine nelle orecchie, i piedi piatti e l'enfisema polmonare, nonché la dilatazione cardiaca a causa dell'incessante galoppare. Tutto questo va nascosto, e a tale scopo servono i neo-supermascanti. Atroce! E non c'è altro rimedio. Il nostro congresso deve appunto discutere sul futuro alternativo. Gli esperti parlano diffusamente della necessità di un radicale cambiamento. In questo momento disponiamo di 18 progetti. Di salvezza? Sì, possiamo definirli così. Se vuole, può sedersi e leccarsi questi materiali. Avrei un favore da chiederle. È una cosa molto delicata. Per lei sono pronto a fare qualsiasi cosa. Ci conto. Ho ricevuto da un collega, un chimico. Due campioni di una nuova sostanza appena sintetizzata dal gruppo di rinvenenti e disubriacatori. Mi sono arrivati stamattina con la posta. Il mio collega scrive, trottelreiner ha sollevato la lettera che era sulla scrivania, che il mio preparato, quello che lei stesso ha usato, non è un autentico rinvenente. Scrive testualmente: Il governo federale della psiprezione, cioè della psicopreforinazione, per distogliere l'attenzione dei verovisori dai sintomi della crisi, fornisce loro falsi prodotti antiossessionanti, che contengono notevoli quantità di neomascanti. Non ci capisco più niente. Io stesso ho sperimentato l'azione del suo preparato. Ma cos'è un verovisore? Eh, è un ruolo sociale molto prestigioso. Anch'io sono un verovisore. La verovisione è il diritto e la possibilità di disporre di riscuotenti allo scopo di determinare la vera natura delle cose che ci circondano. Qualcuno deve pur saperlo, non le pare? Eh, certamente. Il mio amico sostiene che il mio prodotto inibisce soltanto l'effetto dei mascanti di vecchia data, ma non riesce a sopprimerli tutti, tantomeno quelli più recenti. Non sarebbe quindi... Dicendo questo, il professore ha sollevato la bottiglietta. Un vero disvelatore, ma un mascante progettato in modo perfido, un sottodisvelatore camuffato, insomma, un lupo con la pelle d'agnello. Ma perché? Se è necessario che qualcuno sappia. Eh, è necessario, in senso lato, in considerazione del bene sociale del suo insieme, ma non certo dal punto di vista dei parziali interessi dei politici, delle società e degli agenti federali. Se esiste davvero qualcosa di più tremendo di ciò che noi, vero visori, riusciamo a vedere, è naturale che ci sia la preoccupazione che potremmo sollevare l'allarme generale. È stato perciò prodotto un nuovo farmaco che funziona in modo analogo a quei nascondigli segreti dei vecchi mobili: facili da trovare eh? affinché l'esploratore si accontenti del primo nascondiglio scoperto, smettendo di rovistare in cerca di quelli veri. Camuffati assai più abilmente. Ora comprendo, ma mi dica, che cosa desidera da me? Che lei, mentre esamina i materiali che ha sotto mano, aspiri prima da questo flacone e poi dal secondo. Io, a dire il vero, non ne ho il coraggio. È tutto qui. Ben volentieri, ho preso dalle mani del professore le due piccole provette di vetro. Mi sono seduto sul divano e ho cominciato ad assorbire, uno per volta, i sunti dei lavori inviati dai futurosofisti. Il primo progetto prevedeva un generale risanamento delle condizioni di vita tramite lo spargimento nell'atmosfera di mille tonnellate di inversina, un potente preparato capace di far ruotare di 180 gradi tutte le sensazioni. Dopo aver disseminato il prodotto nell'aria, la comodità, la sazietà, i piatti gustosi, nonché tutte le cose belle e pulite avrebbero suscitato solo odio e repulsione, mentre i supremi ideali sarebbero diventati la calca, la povertà, la bruttezza e l'indecenza. In un secondo momento sarebbe stato possibile eliminare del tutto l'uso dei mascanti e dei neomascanti, perché l'umanità avrebbe trovato nella realtà finora nascostale piena soddisfazione e tutto ciò che più desiderava. Ma all'inizio sarebbe forse stato necessario attivare i peggiotroni, peggioratori delle condizioni di vita. Dato che l'azione dell'inversina avrebbe interessato tutte le sensazioni, nessuna esclusa, anche i piaceri sessuali sarebbero divenuti odiosi, esponendo l'umanità al rischio di estinzione. E quindi, una volta all'anno, per 24 ore, l'azione dell'inversina sarebbe stata inibita da un controprodotto. Quel giorno con ogni probabilità si sarebbe verificata una violenta impennata degli attentati suicidi. Ma l'equilibrio demografico sarebbe salvo perché nello stesso tempo sarebbero avvenuti molti concepimenti. Devo ammettere che questo progetto mi ha lasciato molto perplesso. L'unico aspetto positivo è che si prevede che il suo ideatore, in quanto appartenente ai vero visori, sarebbe immancabilmente sottoposto all'azione perenne di un antidoto e pertanto lo spettacolo della povertà estrema e della bruttezza universale, il sudiciume e la monotonia della vita non l'avrebbero senz'altro tenuto allegro. Il secondo progetto consigliava invece di sciogliere nelle acque fluviali e oceaniche 10.000 tonnellate di retrotemporina, un invertitore del corso del tempo. La vita si sarebbe svolta così al ritroso. Le persone sarebbero venute al mondo vecchie e decrepite e sarebbero morte neonate. Il progetto sottolineava che in questo modo sarebbe stato eliminato il principale assillo della vita umana, cioè la prospettiva per tutti inevitabile di invecchiare e morire. Col passare del tempo, anziché invecchiare, tutti sarebbero ringiovaniti, acquistando forza e vigore. Terminato il periodo lavorativo, non ci si aspetterebbe più una vecchiaia solitaria, ma la beata stagione della fanciullezza. Il clou del progetto consisteva nel suo carattere umanitario, derivante in modo naturale da quella inconsapevolezza della mortalità di tutti gli esseri viventi, che è propria del periodo neonatale. In realtà, poiché l'inversione del tempo sarebbe un dato puramente soggettivo, a essere inviati negli asili nido e nelle sale parto sarebbero stati proprio i vecchi. Devo dire che il progetto non era molto esplicito su quale sarebbe stato il vero destino dei vecchi. Si avanzava solo l'ipotesi di sottoporli a una terapia speciale, in uno dei cosiddetti eutanassi di Stato. Dopo tale lettura, il progetto precedente mi parve niente male. Il terzo progetto era a lunga scadenza e molto più radicale: prevedeva la ectogenesi, la protesizzazione e l'omicria universale dell'uomo sarebbe rimasto solo il cervello, conservato nell'elegante involucro in duroplast, una specie di globo provvisto di prese, contatti e spine. Il progetto prevedeva la conversione delle reazioni chimiche del corpo umano in energia nucleare. Di conseguenza l'ingestione di cibi, ormai inutile, sarebbe stata una mera illusione, appositamente programmata. Il globo cerebrale si sarebbe potuto attaccare a qualsiasi arto, apparato, macchina, veicolo, eccetera. Questo processo di protesizzazione si sarebbe svolto in due periodi. Nei primi dieci anni sarebbe entrata in vigore una protesizzazione parziale, che consentiva di lasciare a casa gli organi superflui. Per esempio, andando a teatro si potevano sganciare e appendere nell'armadio gli apparati sessuali e di defecazione. Nel decennio successivo, l'omicria avrebbe eliminato la ressa generale, risultato della sovrappopolazione. I canali di comunicazione cerebrale, via cavo o no, avrebbero reso superflui i mezzi di locomozione, la circolazione, le partenze, gli spostamenti per le conferenze e la presenza in persona in qualsiasi posto, perché ogni individuo avrebbe avuto a disposizione dispositivi di esplorazione su tutta l'area di dominio umano, fino a raggiungere i più lontani pianeti. L'industria avrebbe dovuto emettere sul mercato visceratori, manipolatori, pediculatori, e anche semplici binari per una piccola ferrovia domestica, sui quali far girare le teste per puro divertimento. A questo punto ho interrotto la lettura, osservando che gli autori dei progetti dovevano essere sicuramente dei pazzi. Trottel Reiner ha ribattuto bruscamente che sono troppo impulsivo nei miei giudizi. E poi c'è poco da fare, quando si è in ballo si deve ballare. Eh. E il criterio del buonsenso non è applicabile alla storia dell'uomo. Mi chiedo se Averroè, Kant, Socrate, Newton, Voltaire avrebbero mai creduto che nel ventesimo secolo la piaga delle città, l'avvelenatore dei polmoni, l'omicida di massa, l'oggetto di culto, sarebbe diventato un carrello in lamiera con le ruote e che le persone avrebbero preferito morire schiantate al suo interno durante gli esodi di massa per i fine settimana anziché restarsene tranquillamente a casa. Ho chiesto a Trottel Reiner quale progetto avesse intenzione di appoggiare. Non ho ancora deciso, ha risposto. Il problema più serio, secondo me, è quello dei segrenati, i bambini nati illegalmente. Temo inoltre l'eventualità di un chim intrigo nel corso delle discussioni. Cioè, la possibilità che un progetto sia approvato grazie a un appoggio credibilato. Lei crede che potrebbero intossicarvi? Eh, perché no? Cosa c'è di più facile che immettere Aerosol in una sala congressuale attraverso l'impianto di condizionamento? Sì va bene, ma una vostra delibera potrebbe non essere accettata dall'opinione pubblica. La gente non accetterà certo passivamente qualunque cosa. Mio caro, da mezzo secolo la cultura non conosce più spontaneità. Eh, nel XX secolo un certo Dior ha dettato legge nella moda. Oggigiorno, tutte le sfere dell'attività umana sono regolate così. Se la protesizzazione verrà approvata, fra un paio d'anni, avere un corpo morbido, peloso e sudaticcio sarà considerata una vergogna e un'indecenza. Il corpo deve essere lavato, deodorato, curato, e ciò nonostante è condannato a deteriorarsi. Mentre in tempi di protesizzazione, Potremmo ricorrere in ogni momento ai più strepitosi prodigi della scienza ingegneristica. A quale donna non piacerebbe avere dio di d'argento al posto degli occhi o un seno estraibile come un telescopio, ali angeliche, polpacci luminosi e calcagni che emettono ad ogni passo un suono melodioso? Fuggiamo, ho detto, raccogliamo le provviste d'ossigeno e i viveri e nascondiamoci sulle montagne rocciose. Ricorda la fogna dell'Irton? In fondo non ci si stava male. Sto dicendo sul serio, ha cominciato a dire il professore, come esitando. Senza volerlo, ho sollevato al naso la boccetta che tenevo ancora fra le mani e di cui mi ero completamente scordato. La creodore mi ha fatto lacrimare gli occhi e ho cominciato a starnutire ininterrottamente. Quando ho riaperto gli occhi, la stanza era cambiata. Il professore stava ancora parlando, sentivo la sua voce, ma, stordito dal cambiamento, non sono riuscito a capire nemmeno una parola. Le pareti si erano ricoperte di sporco. Il cielo azzurro fino a un momento prima era diventato di colore livido. Una parte dei vetri della finestra era rotta, e il resto coperto da un untuoso strato di fuliggine, sul quale correvano grigie strisce di pioggia. Non so perché mi ha particolarmente turbato il fatto che l'elegante cartella contenente i materiali congressuali si fosse trasformata in un sacco ammuffito. Irrigidito, ho avuto paura di guardare il professore. Ho sbirciato sotto la scrivania. Invece dei pantaloni e delle scarpe di Trottelreiner c'erano sparse quella delle protesi. In mezzo ai tendini di fil di ferro dei piedi si era raccolta la ghiaia e lo sporco della strada. Il luccicante sostegno d'acciaio dal calcagno era saltato fuori per il troppo uso. Ho emesso un gemito. Che cosa c'è? Le fa male la testa? Mi ha raggiunto una voce piena di compassione. Mi sono fatto forza e ho alzato gli occhi su reiner Del suo viso non era rimasto molto. Alle guance erano attaccati brandelli di benda, da tempo non cambiata e in putrefazione. Naturalmente portava ancora gli occhiali e una lente era inclinata. Nel collo, in uno squarcio da cui spuntava un tubo, era stato infilato con noncuranza un voceder che si muoveva a tempo con la voce. La giacca era appesa come uno straccio ammuffito sul petto scarno, sulla sinistra del quale era stato praticato un foro otturato da un torbido vetrino di plastica. Là dentro pulsava con degli spasimi il suo cuore livido, incastrato nel groviglio grigiastro dei fermagli e cicatrici. Non vedevo la sua mano sinistra, mentre la destra, che reggeva una matita, aveva una protesi di ottone, diventata verde per l'ossidazione. Al bavero gli avevano appuntato con noncuranza un, un pezzetto di stoffa dove avevano scritto con inchiostro di china rosso DE FRIZONE 119-859. 21 trapianti, 5 rigetti. Gli occhi mi sono usciti dalle orbite. Il professore, riflettendo la mia paura come uno specchio, si è irrigidito improvvisamente dietro la scrivania. Ma cosa? Sono cambiato tanto. Come? Come? ha detto con un filo di voce. Non ricordo di essermi alzato, ma solo di aver lottato con la serratura della porta. Tici, cosa le prende? Tici, Tici. Ha urlato sgomento, alzandosi con difficoltà. La porta si è aperta e contemporaneamente è echeggiato un tremendo schianto. Il professor Trotte-Reiner, perduto l'equilibrio a causa di un brusco movimento, era caduto per terra, andando in pezzi, con gran rumore delle giunture di ferro. Mi è rimasta impressa l'immagine del suo disperato scalciare, del pavimento ingombro delle protesi appiattite dei piedi, della grigia sacca nella quale, al di là del vetrino rigato, stava martellando il suo cuore sono fuggito per il corridoio come inseguito dalle rinni nell'interno dell'edificio c'era animazione perché era il momento del lancio. dagli uffici stavano uscendo gli impiegati e le segretarie che chiacchierando si dirigevano verso gli ascensori mi sono mescolato alla folla davanti alla porta aperta di un ascensore che però non è arrivato ho guardato nella cavità e solo allora ho capito perché l'affanno fosse un fenomeno così diffuso la cima del cavo, da tempo staccato, pendeva da un lato, e lungo il reticolo che circondava la cavità, tutti si stavano faticosamente arrampicando con la destrezza delle scimmie, eh, evidentemente grazie a un lungo esercizio, e raggiungevano così il bar sul tetto, continuando a conversare serenamente, nonostante gocce di sudore imperlassero la loro fronte. Mi sono ritirato con discrezione e sono sceso di corsa per la scala a chiocciola. Pazientemente e laboriosamente costruita intorno alla cavità. Qualche piano più in basso ho rallentato. Le persone continuavano a spuntare da tutte le porte. C'erano gli impiegati di quasi tutti gli uffici. Dalla curvatura del muro proveniva la luce di una finestra aperta che dava sulla strada. Mi ci sono avvicinato, fingendo di aggiustarmi il vestito, e ho guardato in basso. Dapprima mi è sembrato che in mezzo alla folla che stava camminando per i marciapiedi non ci fosse nemmeno un essere umano, poi mi sono accorto che non avevo riconosciuto i passanti. La generale eleganza era scomparsa, le persone camminavano a coppie ed erano vestite di stracci pieni di buchi. Molte erano coperte di bende e fasciature di carta, alcune portavano solo la camicia, il che permetteva di constatare che la loro pelle era effettivamente ricoperta di chiazze e setole, soprattutto sulla schiena. Si vedeva che alcuni uomini erano stati frettolosamente dimessi dall'ospedale per lasciare il posto a pazienti più gravi. I senza gambe si trascinavano, in mezzo al brusio delle conversazioni e delle risate, su assicelle munite di ruote. Ho visto le orecchie delle donne rugose come quelle degli elefanti, e le corna degli uomini, come pure vecchi giornali strofinacci di paglia, e sacchi indossati con stile e grazia. I meglio conservati andavano al galoppo per la carreggiata, contrassegnando il cambio di andatura con dei salti. I robot con i diffusori, i dosimetri, gli innaffiatoi spiccavano in mezzo alla folla, controllavano che ognuno ricevesse la sua dose di nebbiolina in aerosol. E non si limitavano a questo. Un digifolco si era avvicinato a una giovane coppia che camminava abbracciata. Lei aveva le spalle ricoperte di squame, lui di foruncoli. E aveva preso a picchiare ripetutamente gli innamorati con l'imbuto del diffusore. Sebbene battessero i denti dal dolore, i due giovani non ritenevano la cosa degna di nota. Il digifolco li aveva picchiati di proposito. Non ero più in grado di riflettere. Con una mano sulla finestra, ho guardato giù nella strada piena di movimento, di persone al galoppo, di trambusto, come testimone solitario, unico paio d'occhi vedenti, ma. Sono davvero l'unico paio d'occhi vedenti, davvero l'unico. La crudeltà dello spettacolo sembrava esigere un altro osservatore, il suo creatore. Io non riuscivo a dare una spiegazione a quelle scene, mentre il suo creatore avrebbe potuto dargli un senso, magari macabro, comunque un senso. Un giovane Lustribel, saltellando intorno a una vecchietta, l'ha colpita ripetutamente alle gambe. La donna è caduta a terra, si è rialzata e ha ripreso a camminare. Il Lustrebel l'ha fatta cadere di nuovo finché lui, cocciuto nel suo intento, e lei, vispa e sicura di sé, sono scomparsi dalla mia vista. Molti robot guardavano da vicino in bocca alle persone, forse per verificare l'effetto delle irrorazioni, anche se a dire il vero non pareva questo lo scopo. Agli angoli stavano parecchi esimenti e non robot. In un portone laterale, alcuni di loro. Stavano picchiando sulla testa lavoratori, lavorai, cretinghi, micro-robot. Un enorme conciputer procedeva lentamente sulla carreggiata e, trascinando il suo spazzasporco sporco, ha gettato una vecchietta nel contenitore in mezzo ai ciarpaveri. Mi sono morso le dita, dimenticando che nella mano avevo il secondo flacone, ancora intatto, e il liquido mi ha subito infiammato la gola. Poi. Tutto intorno a me è vacillato ed è stato avvolto da una nebbia chiara. Sembrava una benda che una mano invisibile mi stava lentamente togliendo dagli occhi. Ho osservato pieno di tensione il cambiamento che stava avvenendo, indovinando con un mostruoso presentimento che la realtà mi avrebbe mostrato un altro dei suoi strati. Probabilmente la sua falsificazione era in corso da tempo immemorabile, tanto... Che anche il più potente dei farmaci poteva soltanto strappare altri veli, magari più profondi, senza mai arrivare fino alla verità. Tutto si è fatto chiaro, bianco. I marciapiedi erano coperti di neve, ghiacciata perché calpestata da centinaia di piedi. Le vetrine dei negozi erano sparite e al posto dei vetri c'erano tavole incrociate, marce e molto mal ridotte. Era pieno inverno. Lo dimostravano le macchie di umidità sui muri sporchi e i ghiaccioli che pendevano dagli stipiti e dalle lampade. Nell'aria gelida c'era un acre odore di bruciato, e il cielo era livido. Cumuli di neve sporca, dai quali sporgeva del sudiciume, erano ammassati al ridosso degli edifici. Quella ne grossi fagotti, catasse di stracci, che l'ondata incessante dei pedoni prendeva a calci. In mezzo ai contenitori arrugginiti, alle scatole, c'era della segatura ghiacciata. Non stava nevicando, ma si vedeva chiaramente che la neve era stata abbondante e che presto sarebbe caduta di nuovo. Improvvisamente mi sono accorto che qualcosa era sparito dalla vista: i robot! Non ce n'era più nemmeno uno. Le loro intelaiature, vecchi rottami, erano sparse vicino agli edifici, mischiate a stracci e brandelli di abiti, e da esse sporgevano ossa giallastre coperte di brina. Un barbone era disteso su un mucchio di neve e si sistemava come fra calde coltri. Ho notato la sua aria soddisfatta. Eh, si sentiva come a casa, nel suo letto. Poi ha steso le gambe, ha annaspato con i piedi nella neve e si è messo a dormire. Era questo dunque il motivo del freddo pungente, proveniente chissà da dove, che si manifestava ogni tanto sulle strade, persino nel bel mezzo di un pomeriggio di sole. Così stanno le cose allora. Il barbone si preparava a un secondo sonno mentre un formicaio umano gli passava vicino, completamente indifferente. I passanti si occupavano solo di se stessi, alcuni stavano nebulizzando qualcosa sugli altri. Era facile capire chi si considerava un robot e chi un uomo. C'era dunque chi si fingeva un robot? E perché era inverno a metà dell'estate? Anche tutto il calendario era un'illusione. E perché? Forse il sonno glaciale era usato come rimedio demografico. Tutta questa macchinazione deve avere per forza uno scrupoloso organizzatore. E io dovrei morire senza sapere chi è. Ho guardato le squallide pareti dei grattacieli, con le finestre rotte. Dietro di me tutto si era placato. Era finito il lancio. La strada era tutto quello di cui io disponevo, ma i miei occhi, vedenti, non mi davano nessun sostegno. Dovevo calarmi in mezzo a quella gente, ma avevo bisogno dell'aiuto di qualcuno. Da solo non avrei potuto far altro che nascondermi come un topo. Mi trovavo fuori dai confini dell'allucinazione, completamente solo. Impaurito e disperato, mi sono allontanato dalla finestra e ho avvertito per tutto il corpo un gran freddo. Ormai non c'era più l'illusione del clima solare a difendermi. Cercai di muovermi silenziosamente, anche se non sapevo dove stavo andando. Non ci sono dubbi. Stavo già dissimulando la mia presenza. Curvo, ripiegato su me stesso. Quegli sguardi rapidi e furtivi, quell'improvviso arrestarsi, quell'orecchiare. Stavo agendo di riflesso prima ancora di aver preso una decisione, ma sentivo fin nelle ossa che mi si leggeva in faccia ciò che stavo vedendo. Eh, certo, non me la sarei potuta cavare impunemente. Ho camminato per il corridoio del sesto o forse il quinto piano. Da trottelreiner non potevo tornare, aveva bisogno di un aiuto che non avrei potuto dargli. Nella mente avevo un turbinio di pensieri. Mi sono detto, preoccupato, che se l'effetto del farmaco fosse finito, mi sarei di nuovo trovato in un'Arcadia. È sorprendente che di fronte a una tale prospettiva non provassi nient'altro che ripugnanza e sgomento, perché avrei preferito congelarmi in mezzo alla strada piuttosto che essere debitore della pace a un'illusione. Non potevo entrare nel corridoio laterale perché il corpo di un vecchio, a cui probabilmente erano mancate le forze, mi sbarrava la strada. L'uomo simulava l'andatura con gambe tremanti, e rantolando piano piano mi sorrideva amichevolmente. Ho imboccato allora l'altro corridoio, fino ai vetri opachi di un ufficio, al di là dei quali dominava una quiete totale. Sono entrato facendo dondolare la porta a pendolo. E mi sono trovato nella sala delle macchine da scrivere, completamente vuota. In fondo c'era una porta socchiusa. Ho guardato nella stanza grande e chiara e ho avuto voglia di scappare perché dentro c'era qualcuno, ma ho sentito una voce familiare. Avanti, Tici, entri. Sono entrato. Non mi sono stupito nemmeno un po' che quel qualcuno avesse parlato così come se mi stesse aspettando. Con calma ho accolto la visione di George Symington, seduto dietro la scrivania con un vestito di flanella grigia e un fular peloso al collo. In bocca aveva un sottile sigariglio, portava gli occhiali neri e sembrava guardarmi senza benevolenza, ma anche senza rimprovero. Si sieda, mi ha detto, perché questo incontro non sarà breve. Mi sono seduto. La stanza aveva i vetri intatti. Ed era un'oasi di pulizia e di calore nella generale trascuratezza. Non c'era traccia delle gelide correnti d'aria né della neve. Sulla scrivania c'erano un vassoio con un caffè fumante, il posacenere e un dettafono, mentre alla parete, sopra la sua testa, erano appesi alcuni nudi di donna a colori. Un pensiero bizzarro mi ha attraversato la mente. <ride> Nessuno dei corpi delle foto era coperto di brufoli o eritemi. Lei si è messo nei guai, ha detto con decisione Siminton, e non può certo lamentarsi. La nostra migliore infermiera, l'unico vero visore dello Stato, tutti si sono adoperati per aiutarla. Che cosa voleva di più? Voleva toccare con mano la verità. Io? Ho detto sbalordito. E prima ancora che potessi raccogliere le idee e comprendere le sue parole, Siminton ha continuato. La prego almeno di non tentare di negare l'evidenza. È troppo tardi. Lei credeva di essere incredibilmente astuto, mettendosi in mostra con quelle assurde lagnanze e sospetti sull'allucinazione, la fogna, i topi dell'hotel, cavalcare, sellare. <ride> Voleva servirsi di queste ingenue trovate. Credeva forse che sarebbero state sufficienti? «Soltanto un defrizzone può essere così stupido!» Lo ascoltavo a bocca aperta e ho subito capito che ogni spiegazione sarebbe stata inutile perché lui non mi avrebbe creduto. Symington aveva giudicato le mie tremende ossessioni come una manovra premeditata, per cui anche la conversazione che avevamo avuto durante la quale egli mi aveva rivelato i segreti della Procrustic Inc. aveva il solo scopo di sciogliermi la lingua. Eh, per questo avevo usato delle parole che allora... Mi avevano tanto sorpreso. Forse Siminton aveva creduto che si trattasse delle parole d'ordine che iniziassero a un complotto antichimico. La mia profonda paura di fronte all'allucinazione era stata presa per una mossa tattica. Era troppo tardi per le spiegazioni, proprio ora che le carte erano state scoperte. Lei mi stava aspettando? ho chiesto. Eh, certamente, lei, nonostante la sua intraprendenza. È stato tenuto al guinzaglio per tutto il tempo. Noi non possiamo certo permetterci che una irresponsabile contestazione minacci l'ordine costituito. Ah, il vecchio agonizzante nel corridoio. Ora capisco. Era una delle tante trappole che mi hanno attirato in questa stanza. In fondo, quest'ordine non è male, ho detto. E eh, lei è il capo, vero? Congratulazioni. Si risparmi le battute per un'occasione migliore, ha risposto seccamente. Ero riuscito a pungerlo sul vivo. Era infuriato. Lei non ha fatto altro che cercare la fonte del demonismo, mio caro De Frizzone. Pezzo di carne congelata del secolo passato, e invece non ce ne sono. Ecco, ora io soddisfo tutta la sua curiosità. Non esistono fonti di demonismo, capisce? Somministriamo la narcosi alla civiltà, altrimenti non sopporterebbe se stessa. Per questo non è permesso svegliarla, e di conseguenza lei tornerà nella narcosi della civiltà. Eh, non abbia timore, è assolutamente indolore, è addirittura piacevole. Per noi, che dobbiamo restare svegli per il vostro bene, è tutto più difficile. No, capisco. Lei lo fa per spirito di sacrificio, vero? Ho detto. Una vittima immolata alla causa del bene comune. Se apprezza tanto l'orrenda libertà dell'intelletto, ha ribattuto bruscamente, le consiglio di non fare lo spiritoso e di risparmiarsi le battute perché non serviranno ad altro che a fargliela perdere più rapidamente. Ha ancora qualcosa da dirmi? L'ascolto. In questo momento lei è, oltre a me, l'unico essere in tutto lo stato che vede obiettivamente. Che cosa ho sul viso? ha aggiunto in fretta, insidiosamente. Occhiali scuri. Ecco, lei vede le stesse cose che vedo io, ha detto. Il chimico che ha somministrato i farmaci a Trotter Reiner è già rientrato nel grembo della società e non ha nessun dubbio. Nessuno può averne. Non riesce proprio a capirlo. Benissimo, ho risposto. Ma mi pare dire il vero che lei ci tenga sul serio a persuadermi. È strano, tutto sommato. Perché? Perché nessun vero visore è un demonio, ha ribattuto. Siamo prigionieri di un complesso di cose che ci ha arrintanati in un angolo. Giochiamo con le carte che il destino sociale ci ha ficcato in mano. Portiamo pace, serenità e sollievo con l'unico mezzo che ci è rimasto. Reggiamo al limite dell'equilibrio ciò che senza di noi precipiterebbe in un'agonia universale. Siamo l'ultimo atlante di questo mondo! Eh, se esso deve perire, risparmiamogli almeno la sofferenza! Quando non è possibile modificare la realtà, bisogna offuscarla. È l'ultimo dovere umanitario che ci rimane. Ma è sicuro che non sia possibile modificare niente, ho chiesto. Siamo nell'anno 2098, ha risposto. Nel mondo vivono 69 miliardi di esseri viventi illegali e almeno 26 miliardi clandestini. «La temperatura media annua è calata di quattro gradi fra 15 e vent'anni. Qui ci sarà un ghiacciaio. Non possiamo porre rimedio alla glaciazione e tantomeno impedirla. Possiamo solo nasconderla». «Eh, ho sempre pensato che l'inferno dovesse essere gelido», ho detto. «Voi dipingete la porta del suo ingresso con bei disegni, vero?» «Eh, proprio così», ha risposto. «Siamo gli ultimi samaritani». Qualcuno doveva parlarle di questo. Per puro caso, quell'uomo sono io. Mi ricordo. Ecce uomo, ho detto. Ma un momento. Ora capisco qual è il suo intento. Vuole convincermi della legittimità della sua azione. Lei è un narcotizzatore escatologico. Quando non c'è più pane, narcosi. Soltanto non capisco a cosa le serve il mio consenso. Se poi... Me ne devo dimenticare immediatamente. Se i mezzi che lei usa sono buoni, perché si preoccupa di giustificarli con argomenti razionali? Basterebbero un paio di gocce di credibilan, uno spruzzo negli occhi, e con entusiasmo accetterei ogni sua parola. La stimerei e rispetterei. Evidentemente, lei stesso non è convinto del valore della terapia. Se è attratto dalle argomentazioni dialettiche del tempo passato. Dalle parole gettate al vento, se la soddisfa una conversazione anziché allungare la mano verso il diffusore. Lei sa perfettamente che la vittoria della psicochimica non è altro che una truffa. Lei è un vincitore, ma questa vittoria le brucia. <ride> Vorrebbe prima convincermi e poi precipitarmi nell'oblio, ma non ce la farà. Vada al diavolo lei, la sua generosa missione, quelle puttanelle le cui foto le rendono piacevole il lavoro di redenzione. «O avrebbe per caso bisogno di donne vere e senza setole?» Un ghigno di rabbia gli ha contratto il volto. Si è alzato di scatto, urlando. «Dispongo di ben altri mezzi, oltre a quelli arcadici. Esistono anche inferni chimici!» Anch'io mi sono alzato. Simington stava allungando la mano verso il pulsante della scrivania, quando ho gridato «Ci andremo insieme!». Gli sono saltato alla gola. Nell'impeto ci siamo spinti, come avevo previsto, verso la finestra aperta. Ho sentito un grande scalpiccio e pesanti mani si sono sforzate di staccarmi da lui, che si contorceva e scalciava. Ma ormai eravamo vicini alla finestra. Raccogliendo le mie ultime forze, sono riuscito a sopraffare Siminton e ho spiccato un salto. Un persistente sibilo mi è entrato nelle orecchie. Stavamo precipitando a venti, mentre il vortice della strada sembrava non avere fine. Mi ero preparato a un colpo schiacciante. Invece l'impatto è stato abbastanza morbido. Gli zampilli nerastri si sono impennati e il fetente ma adorabile gorgo si è chiuso sopra la mia testa per riaprirsi subito dopo. Sono riemerso nel mezzo della fogna. Mi asciugavo gli occhi con un forte sapore di risciacquatura di piatti in bocca, ma ero felice. Felice! Le mie urla demenziali hanno strappato il professor Trottelreiner dal suo pisolino! Si è chinato sull'acqua profonda della fogna e mi ha teso, come fosse una mano fraterna, il manico dell'ombrello accuratamente richiuso. Gli scoppi del bombardamento si stavano placando. Gli uomini della direzione dell'Hilton dormivano, fianco a fianco, nelle poltrone gonfiabili. Ah, ora capisco il perché delle gonfiomani! E le segretarie riuscivano ad essere provocanti anche nel sonno. James Stantor, russando. Si rigirava da un fianco all'altro, schiacciando un topo che stava mangiucchiando della cioccolata nella sua tasca. Il professor Dringenbaum, accovacciato contro la parete, stava correggendo con la penna stilografica, alla luce giallastra della pila, la sua relazione. Quando mi sono reso conto che tutto quell'armeggiare collettivo, preannunciava l'inizio del secondo giorno del congresso di futurologia, sono scoppiato in una risata così fragorosa che il datilo scritto è saltato con un tonfo dalle mani del professore nell'acqua nera, prendendo il largo verso un futuro inesplorato.